你说、no, <no>, no.。

So come fa Stefano Lucchetta, questa linea è stata impostata per essere registrata e trascritto automaticamente. Si sente anche da Olivia Paola. Sì, Stefano Lucchetta, questo non si Allora, lo no? Vi trascritto automaticamente. No. questo si Dice Prego i consiglieri di prendere posto in aula. Buongiorno a tutti. Seduta numero 126 del 24 ottobre 2023 del Consiglio regionale dell'Assemblea legislativa delle Marche. Do per letto il processo verbale della seduta numero 125 del 17 ottobre 2023, il quale ove non vi sia un'opposizione si intende approvato ai sensi dell'articolo 53, quarto comma del regolamento interno. Sempre ai sensi dello stesso articolo, ma il quinto comma, vi pongo l'attenzione sulle comunicazioni distribuite con cui porto a conoscenza di voi, tutti i consiglieri, quindi dell'Assemblea, di quanto è espressamente previsto dal regolamento interno. Iniziamo col punto 1, interrogazioni: con l'interrogazione numero 906 dei consiglieri Vitri, Biancani Mangialardi. La consigliera Vitri non è presente. C è, c è, c è. Ah, ecco, scusi, non l'avevo vista. Consigliera Vitri, Biancani, Magellar di Bora, Mastro Vincenzo Grancini, Cesetti, Casini, aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti. Risponde l'assessore Stefano Guzzi. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Il piano regionale si sta procedendo ovviamente con gli studi e approfondimenti. Ai noi eh, abbiamo qualche difficoltà a poter avere tutti gli elementi perché alcuni piani provinciali dei rifiuti non sono ancora stati approvati dai relativi ambiti. Quello di Pesaro, ad esempio, non è ancora stato approvato dai relativi ambiti, come del resto quello di Ascoli Piceno. Entrambi comunque hanno avuto un placet da parte dei nostri uffici dicendo che così come erano impostati potevano andare bene. A questo punto devono essere leata sia di Ascoli Piceno, mi dicono che la stanno predisponendo, e quella di Pesaro che deve invece eh, approvare questi atti. È chiaro che se non ci sono tutti gli ambiti. Eh, tutti gli ambiti provinciali diciamo così che approvano i propri piani provinciali si ha maggior difficoltà a predisporre un piano diciamo che comprenda Tutte le varie esigenze, tutte le varie specificità legate eh, diciamo alla predisposizione del nuovo piano dei rifiuti. Comunque, in attesa di questo, non è che siamo stati con le mani in mano, tant'è che la valutazione di impatto eh, ambientale strategica, lo scoping di VAS cosiddetta, è stata già portata avanti e conclusa. Ed è, coinvol è coinvolta tutte le agenzie, ARPAM, le province, le ATA, le sovrintendenze portata a compimento la prima parte di scoping di VAS, oggi siamo nella fase di elaborazione del piano con l'obiettivo di avere una proposta eh, definita per avviare il vero e proprio procedimento di VAS e questo intendiamo farlo entro l'anno. E come dicevo prima, per poter avere un piano il meglio delineato possibile è, occorre avere tutti e cinque i piani provinciali approvati, quindi voglio sperare che anche l'ATA di Pesaro, che continua a nicchiare su questo, a questo punto, proceda e ci consenta di redigere un piano vero e proprio. Eh, comunque, per capirci il piano che è in elaborazione da parte della società Oikos, che è incaricata, poi su questo ci torno perché mi avete chiesto cose anche su questo, eh, ha avuto questa indicazione. Intanto non mette in discussione i piani di raccolta e di gestione provinciale, cioè i piani di raccolta continueranno a essere organizzati nei livelli provinciali, ovviamente, così come sono attualmente. Probabilmente potrebbe cambiare la governance, che potrebbe essere invece unificata in un unico ambito regionale. E questo è proprio un'indicazione data anche da me e dai nostri uffici perché? Perché è chiaro che a questo punto non si può continuare a lavorare compartimenti stagni provincia per provincia e ogni volta che una provincia ha un'esigenza magari di eh, avviare delle tipologie di rifiuti ad un certo tipo, magari di. Eh, il procedimento debba richiedere l'autorizzazione all'altra ATA e così via. Conseguentemente la raccolta continuerà a essere organizzata provincialmente ma l'ATA diciamo, organizzativa, la governance dovrebbe essere, io dico dovrebbe, vediamo la proposta effettivamente che verrà portata avanti ma l'indicazione da parte nostra è stata questa, un'unica ATA regionale. Eh, su questo quindi stiamo completando l'elaborazione del piano su, appunto, su base regionale che dovrà prevedere su indicazione sempre della società esterna anche tutta quella parte eh, diciamo così, di impiantistica ed organizzativa che deve vertere a raggiungere gli obiettivi posti dall'Unione Europea, e dalle normative nazionali ed europee entro il 2035. Vediamo a questo punto quindi cosa ci verrà proposto e su quali basi e su quale specificità sempre sperando che le ATA portano a compimento il loro percorso. Per quel che riguarda invece come è stata scelta la ditta, con decreto 78 del 29 marzo sono stati approvati gli atti di programmazione eh, per il servizio supporto tecnico per l'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti regionali, successivamente con decreto 79 del 29 marzo 2022 è stata indetta una manifestazione di interesse eh, per conoscere il mercato di riferimento e, e mediante un avviso pubblico, sono arrivate due diverse proposte. E Su questo poi con un successivo decreto del 22-22 è stato giudicato il servizio di supporto tecnico specialistico al raggruppamento temporaneo di impreso composto da OICOS Progetti SRL e ARS Ambiente SRL e su questo poi si è proceduto ad iniziare a intraprendere il percorso. Grazie per la replica alla consigliera Michela Vitri, prego. Grazie Presidente. Sono piuttosto stupita perché non riesco a trovare un altro termine rispetto a quello che hanno usato alcuni giornali la settimana scorsa. Siamo di fronte al classico caso dello scaricabarile. Vorrei usare un termine più adeguato ma non c'è. Lei Assessore ci dice che il piano regionale di gestione dei rifiuti non è arrivato perché aspettate il piano d'ambito delle province? Cioè, mi hanno anche detto tutti i miei colleghi che è il contrario, di solito avviene il contrario, cioè la regione che dà le linee guida alle province, lei invece le aspetta dalla provincia, cioè, mh, veramente siamo sbalorditi, vorrei ricordare esattamente che siamo fuori termine di quasi tre anni, perché... Il comma 10 dell'articolo 199 del decreto legislativo 152 del 2006 prevede che il piano regionale di gestione rifiuti venga aggiornato ogni sei anni. Lei continua ad usare, ad attuare, ad avere quello della giunta Cerisciogli del 2015, scaduto nel 2021 quando lei era già in carica. Dal 2021 ad oggi ha lasciato un vuoto nel piano rifiuti, un vuoto in cui hanno proliferato richieste di ogni tipo, compresa quella della Scarica di ricerci che lei continua ad attribuire al PD, alla Giunta PD. Ma è lei è l'assessore all'ambiente, lei è l'assessore alla gestione dei rifiuti. È inutile che attribuisce le colpe al CDA. Le linee guida in questi tre anni doveva darle lei e invece ancora attua e applica il piano della Giunta Ceriscioli del 2015, scaduto nel 2021. Le ricordo che questo piano andava aggiornato anche perché è indispensabile per l'accesso ai finanziamenti nazionali. Indispensabile per permettere alle province di attuare le linee strategiche, ma non solo. Al tempo stesso, in questi tre anni, lei ha già speso dei fondi regionali. Eh, un acconto di 99.000 euro, eh, esattamente le dico quanto, circa 99.000 euro, prima tranche, pagata a una società di Torino, la OICOS SRL, alla quale lei faceva riferimento, per redigere questo nuovo piano gestione rifiuti. Iniziato questo iter con eh, delibere di giunta, decreti legislativi, iniziato il 22 febbraio 2021. Tutto dopo varie manifestazioni di interesse è stato dato in mano a questa azienda di Torino che doveva darci il piano gestione rifiuti che ancora non è arrivato. Vogliamo sapere, lei come chiede Confindustria, è d'accordo oppure no ad un termovalorizzatore? Questa risposta quando ce la darà? Quali sono le linee guida che lei dà a questa regione? Lascia vuoti ovunque e poi dà la colpa ad altri, però continua ad utilizzare il piano gestione dei rifiuti del 2015. L'azienda Oikos di Torino, che ha già avuto 96 mila euro di prima tranche pagata, cosa sta preparando? Quali risposte? Bene. Prego di fare silenzio. Passiamo adesso all'interrogazione 920 dei consiglieri Bora, Vitri, Maggiallardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastro Vincenzo, futura destinazione dei locali che ospitano le presidie Materno Infantile a Salesi. Vi prego di fare silenzio. Prego, Assessore. Assessore Filippo Saldamartini. Grazie, Presidente. Con questa interrogazione la collega Bora chiede di conoscere quale sarà la destinazione finale dei pregevoli locali e eh, siti in via Corridoni ad Ancona che attualmente ospitano. L'ospedale Salesi, Salesi eh, verrà eh, trasferito presso la cittadella dell'azienda sanitaria del, dell'ospedale di Torrette e quindi con questa interrogazione chiede se eh, una volta eseguiti i lavori eh, i locali di via Corridoni potranno essere utilizzati per ospitare eh, gli alloggi per gli studenti dell'unità politecnica delle Marche, sollevando quindi il problema degli alloggi per gli studenti e quindi il diritto, come sappiamo eh, della no previsto nella nostra Costituzione, di garantire eh, agli studenti più meritevoli appunto tutti i sostegni per eh, garantire uno sviluppo armonico della personalità e il raggiungimento di maggiori livelli di studio nel nostro Paese. Naturalmente questa è una decisione che deve riguardare eh, non solo l'azienda sanitaria, la regione, il comune di Ancona e eh, l'Università Politecnica delle Marche, quindi da parte della Giunta regionale eh, non vi è che l'assoluta disponibilità a verificare qualunque ipotesi eh, progettuale possa eh, garantire l'esercizio di diritti fondamentali come il diritto all'istruzione. Tengo comunque a precisare che questi locali sono oh, eh, allocati in una zona di particolare pregio della, nostra, della città di Ancona e quindi diciamo che eh, la loro oh, utilizzazione potrà essere più congruente anche ad altri aspetti relativi all'esercizio dei servizi sanitari ciò non di meno non eh, vi è alcuna preclusione da parte della giunta regionale a ragionare, a ragionare, ripeto, con l'università con il Comune d'Ancona per il migliore, eh, la migliore garanzia che possiamo offrire ai nostri ragazzi perché eh, gli studenti universitari costituiscono e rappresentano il futuro della nostra società, della nostra comunità. Quindi l'investimento sull'istruzione e sugli alloggi di studenti costituisce comunque una priorità. Io ritengo che tra i servizi sociali eh, garantiti e previsti dalla nostra Costituzione, che garantiscono il principio di uguaglianza, oltre ai servizi sanitari e sociali, vi sia appunto il, il livello e la garanzia dei livelli di istruzione. Quindi conclusivamente non c'è nessuna preclusione, penso che si possa avviare un percorso attraverso cui questi organi istituzionali possano coordinarsi per meglio uh, garantire appunto la piena efficienza e funzionalità dei diritti fondamentali sociali, tra cui la sanità e il diritto all'istruzione rappresentano uh, le fondazioni più importanti. Grazie. Per la replica la consigliera Manuela Bora. Grazie presidente, grazie assessore. Assessore, devo dire che la sua risposta mi conforta e forse per la prima volta posso dirmi per il momento soddisfatta. Soddisfazione che ovviamente andrà verificata <coughs> e confermata nel tempo a seguito delle eh, azioni concrete, tanto non sarebbe male accelerare i lavori di trasferimento, visto che siamo in ampio ritardo. E sono davvero molto lieta, Assessore Saltamartini, che la Giunta si ritenga a disposizione nel verificare la questione degli alloggi universitari che, come leggiamo, alla cronaca nonostante gli annunciati incrementi di ehm, poste lette rimane comunque critica la possibilità di prevedere uno studentato presso i locali che attualmente ospitano il Salesi rappresenta un'ottima opportunità sia per gli studenti universitari che potrebbero beneficiare di una sistemazione centrale e sia per le attività commerciali del cuore di Ancona della cui rivitalizzazione tanto si parla in questo periodo auspico oh, che la Giunta sappia coinvolgere in questo progetto anche il Comune di Ancona e tutto il suo Consiglio, e, ehm, dal momento che eh, in questo periodo tanta vicinanza e tanta attenzione eh, si sta promettendo alle giovani generazioni. Questa soluzione permetterebbe inoltre di evitare la progettazione di nuove costruzioni, quindi di aggravare ulteriormente il consumo del suolo. Altro tema da non sottovalutare anche in vista della prossima discussione della PDL Governo del Territorio prevista in discussione in aula per il prossimo 21 di novembre. Inoltre, recuperare uno stabile e riportarlo in condizioni di sicurezza e di pieno utilizzo eviterà la nascita dell'ennesimo mostro fatiscente e in degrado. Peraltro, nel caso di specie obbligato proprio in una delle migliori zone residenziali del capoluogo. Questa vostra apertura mi obbliga anche di ricordarvi quanto sia non più rinviabile affrontare il tema del trasporto pubblico locale, in particolare prevedere politiche di agevolazione e incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti e gli studenti. Tutto questo ovviamente per rendere Ancona, quindi il nostro capoluogo, una città più attrattiva e meno inquinata. Grazie. Grazie, adesso passiamo all'interrogazione 939 dei consiglieri Mastro Vincenzo, Mangelardi, Biancani, Buora, Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, istituzione e centro di permanenza per i rimpatri nelle Marche. Risponde l'assessore Filippo Saldamartini. Grazie Presidente. Con questa interrogazione il Presidente Mastro Vincenzo chiede di conoscere qual è la posizione della Regione Marche sulla ventilata possibilità eh, che è stata riportata negli organi di stampa di una costituzione nella nostra regione di un CPR, di un centro per la identificazione. Ora, eh, premesso che eh, questi centri sono assolutamente necessari per garantire che persone che accedono eh, nel nostro paese in violazione delle norme relative all'accesso nel nostro paese, l'accesso che è consentito con visto d'ingresso e passaporto o comunque documento d'identità. Ebbene, questi centri servono per l'identificazione di queste persone eh, che, per una ragione di eh, misure di eh, sicurezza e misure di prevenzione nei riguardi di eh, comportamenti che possono anche attagliarsi a eventi criminosi e comunque di persone che possono finire in mano anche. Alla, criminalità. Quindi eh, l'esigenza della costituzione di questi CPR è un'esigenza che deve essere valutata alla stregua dei poteri che sono attribuiti per costituzione allo Stato e in particolare al Ministero dell'Interno. Ricordo che spesso in quest'Aula eh, si svolge un dibattito sui temi più disparati, ma non possiamo naturalmente dimenticare che eh, le competenze delle assemblee legislative e amministrative delle regioni e le competenze del Parlamento e quelle amministrative dei ministeri sono dettagliatamente indicate in Costituzione. Ora, sappiamo che sulla base dell'articolo 117 della nostra Carta la materia ordine pubblico e sicurezza pubblica a cui si riferiscono eh, l'eventuale costituzione dei centri è una materia di esclusiva pertinenza dello Stato. Le regioni non hanno nessuna attribuzione in materia di organizzazione, ripeto, della materia ordine pubblico a cui eh, si riferisce l'eventuale costituzione dei centri o la materia sicurezza pubblica che riguarda la prevenzione e la repressione della criminalità. Ora, ehm, c'è da tener conto che il Governo, nell'esercizio quindi della sua funzione che è costituzionalmente allocata a livello statale e non a livello regionale, ha emanato il decreto legge 124 del 19 settembre, con cui all'articolo 21 ha introdotto delle norme che modificano il testo unico sull'immigrazione, prevedendo nel, nel nostro Paese il potenziamento di due centri di identificazione di queste persone a Torino e a Milano e la costituzione di nove centri in altre, in altre regioni. Ora, nel decreto legge, contrariamente a quello che era previsto da una precedente disposizione, non è previsto alcun tipo di concertazione o richiesta di autorizzazione da parte delle Regioni. Quindi, il decreto legge, che in fase di conversione in Parlamento non richiede alcun tipo di intervento da parte delle Regioni o dei presidenti delle regioni. E chiaramente la a, risposta è quella che ho cercato di esplicitare all'inizio di questo mio intervento, perché si tratta di una materia esclusiva prevista a, dalla legislazione statale. Si valuti che eh, nelle no, eh, norme concorrenti nel nostro Paese, eh, lo Stato deve concertare con le regioni, appunto trattandosi di legislazione concorrente, solamente la materia polizia locale e polizia amministrativa. Ciò premesso eh, ritengo che eh, la necessità di evitare, anche alla luce di quello che sta avvenendo a livello internazionale, la prevenzione anche di attività terroristiche che si sono manifestate anche in altri paesi, in Belgio e in Francia imponga al nostro Paese di garantire l'identificazione di tutte le persone che accedono nel nostro territorio, tanto più se queste persone accedono addirittura distruggendo i documenti d'identità o addirittura nascondendo, rifiutandosi di stabilire o di dire chi sono. Queste sono i motiv le motivazioni per cui il governo ha allungato il trattenimento in questi centri fino a 18 mesi. Si valuti che in alcuni paesi africani non esiste neppure l'anagrafe, quindi identificare esattamente le persone affinché si possa procedere alla loro espulsione qualora non godano dei diritti di, eh, previsti dalla nostra Costituzione i trattati internazionali dell'asilo politico o le misure umanitarie ecco è assolutamente necessario e indispensabile quindi bene ha fatto il Governo ad aumentare il numero dei centri di identificazione e conseguentemente naturalmente questa è una valutazione che riguarda eh, la tutela e la prevenzione della criminalità e del terrorismo e quindi ritengo che sia una misura assolutamente giusta Per la replica il Consigliere Antonio Mastro Vincenzo eh, grazie Assessore, a differenza della, consigliera, della mia collega Consigliera Bora, invece su queste interrogazioni non sono affatto soddisfatto perché eh, la domanda che ponevamo era quale posizione ufficiale assumerà la Regione Marche nei confronti del Governo ris rispetto alla possibilità di istituire un centro per i rimpatri nelle Marche eh, che non è più un centro di identificazione. È cambiata la normativa, ma sono cambiate anche le denominazioni di questi centri che, a differenza di quello che diceva lei in premessa, io ritengo eh, non solo non necessari e di cui non c'è alcuna esigenza, ma li ritengo una misura fortemente sbagliata. Lo riteniamo come gruppo del Partito Democratico e lo, ritene, lo ritiene così anche il Partito Democratico a tutti i livelli. Un centro in cui le condizioni igienico-sanitarie sono pessime, centri in cui non c'è nessun supporto dal punto di vista psicologico eh, che invece è previsto dalla legge e preciso anche, Assessore, che spesso le persone che sono recluse in questi centri non è che nascondono, distruggono i documenti, ma li perdono in mare come spesso purtroppo perdono la vita in mare. Ricordo anche che eh, ci sono delle testimonianze, anche delle, dei filmati molto espliciti. Piazza Pulita, la trasmissione della Sette, recentemente ha messo in evidenza le gravissime condizioni in cui si trovano i migranti reclusi, perché di reclusi ora si parla nei CPR, nel CPR di Gradisca, in Friuli. L'associazione Antigone, che si occupa dei diritti umani nel sistema penale penitenziario penitenziario in visita alla struttura di Trapani ha parlato di condizioni invivibili. Ora, altre regioni, anche in centrodestra mi riferisco al Veneto hanno dichiarato la loro indisponibilità, poi è ovvio che le competenze in materia aspettano allo Stato, ma io credo che una posizione politica da parte della giunta regionale della nostra, delle Marche sia quantomeno auspicabile. Se è quella che dice lei evidentemente non ci trova assolutamente d'accordo, eh, altri Presidenti di Regione, Gianni, Bonaccini, hanno esplicitato la loro netta contrarietà rispetto all'ipotesi di un CPR nella loro Regione. Dico anche che le sue dichiarazioni nei giorni e nei mesi scorsi erano nel senso che delle, dei presidenti delle altre regioni perché diceva anche lei, Assessore, che in questo momento non c'era necessità quantomeno di un CPR nella nostra regione. Quindi io mi auguro e noi ci auguriamo che non sarà istituito alcun centro di permanenza per i, per i rimpatri degli immigrati nelle Marche. Allora, interrogazione 944 dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastro Vincenzo, progetto di adeguamento eh, dell'ospedale di Pergola. Risponde l'assessore Filippo Saltamartini. Prego, assessore. Grazie, Presidente. Il vigente piano sociosanitario che è stato liquidato da quest'Aula, approvato da quest'Aula il 9 o il 10 agosto, se non erro, di quest'anno. Prevede eh, che l'ospedale di Pergola sia un ospedale di sede disagiata con pronto soccorso in conformità alle direttive e alle disposizioni del famoso decreto ministeriale 70 del 2015, cosiddetto decreto Balduzzi. Ora, trattandosi di una struttura che anche precedentemente alla, aveva la sua funzionalità nell'ambito dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, non voglio. Voglio che sia sottolineato questo aspetto. Le amministrazioni precedenti, quindi le precedenti aziende e eh, la precedente giunta regionale, aveva avviato un percorso per l'adeguamento sismico di quel plesso ospedaliero. Quindi gli interventi per l'adeguamento del plesso ospedaliero erano già iniziati sotto la responsabilità della pre precedente giunta guidata eh, dal Presidente Ceriscioli noi eh, naturalmente dovendo oh, proseguire questa attività di adeguamento abbiamo previsto un ulteriore finanziamento per il completamento di questo adeguamento che è stato tratto con atti eh, della giunta regionale dalle della giunta regionale 14 febbraio 22 e che tra, eh, questa delibera trae eh, le fonti di finanziamento per l'adeguamento sismico dal fondo oh, del piano nazionale complementare, PNC, e dal fondo opere indifferibili, FOI. e eh, Un ulteriore eh, diciamo così, pezzo, tranche di finanziamento si ricava dal POR FSR 2021-2027. Quindi si tratta essenzialmente di garantire la prosecuzione della messa in sicurezza di un plesso ospedaliero eh, importante eh, mh, su cui il piano sociosanitario ha voluto eh, investire. C'è da tener conto, correlativamente eh, a quanto viene chiesto nella interrogazione, che nel piano sociosanitario è previsto che anche per gli ospedali di Sasso Corvaro, Caglio e Fossombrone, il nuovo piano sociosanitario prevede un potenziamento che si rende semplicemente necessario per valorizzare le risorse strumentali umane che sono presenti all'interno dei plessi. Si pensi all'investimento fatto con il PNRR sull'ospedale di Cagli per un ospedale di comunità, uno dei più ampi investimenti fatti dalla nostra amministrazione con oltre 10 milioni di euro. Ebbene, eh, anche per questi tre ospedali è previsto un importante intervento di potenziamento. Vorrei ricordare che l'ospedale di Sasso Gordaro, che era eh, in morti, mortis, possiamo dire, era quasi, eh, aveva eh, completato praticamente la sua funzione, è stato con un contratto con il privato potenziato, e in questo momento ci sono importanti servizi sulle specializzazioni di ortopedia, mirurgia, chirurgia e medicina. Quindi noi stiamo procedendo. A garantire che eh, quanto era stato promesso, diciamo così, nell'attività politica, nella campagna elettorale, si può, possa essere portato ad esecuzione. Quindi, che cosa farà complessivamente il sistema Sasso Corvaro-Cagli e Fossombrone? Garantirà con gli esperti comunità e con le specializzazioni un potenziamento dei servizi, anche con i punti di primo intervento e con gli investimenti anche sulle tecnologie. Per Pergola proseguiamo l'adeguamento sismico nell'ambito del contesto dei tre ospedali di primo livello, Urbino, Fano e Pesaro, a cui chiaramente sono riservati interessi di maggiore complessità. E per quanto riguarda l'ospedale di Pergola, chiaramente dovrà essere valorizzato nel senso che è una struttura che copre un'area molto importante e quindi con il piano sociosanitario abbiamo semplicemente voluto far sì che eh, il sistema eh, delle, del trattamento degli acuti o comunque il sistema del trattamento della medicina intermedia che si pratica negli ospedali di comunità possa, essere, possa garantire quel fenomeno che noi conosciamo che è quello della mobilità eh, verso l'Emilia Romagna. Quindi il piano sociosanitario è stato approvato ad agosto, la legge di riforma della sanità è stata approvata un anno fa, certo non si può chiedere Nell'arco di qualche mese eh, si possano produrre i miracoli, ma il percorso è tracciato e quindi i cittadini dell'area vasta di Pesaro potranno essere assicurati sul fatto che gli interventi garantiranno un maggiore eh, aumento un aumento dei servizi sanitari e un potenziamento della sanità che finora hanno conosciuto. Grazie. Grazie per la replica. Il consigliere Andrea Biancani, prego. Sì, grazie Assessore, anche se devo dire che questa volta per la prima volta è stato piuttosto evasivo rispetto alle domande che le, avevo, le avevamo sottoposto. Innanzitutto quello che chiedevo è dove verranno presi i circa 20 milioni di euro, perché nell'ultimo master plan sull'edilizia sanitaria fatto nel 2022 per l'ospedale di Pergola erano previsti 11 milioni di euro. Attualmente, invece, nel nuovo, quello che viene, il, nuovo, il nuovo piano quello che è stato dichiarato è che l'intervento su pergola sarà di 30 milioni di euro, quindi mancano 20 milioni di euro e quindi non si capisce dove verranno presi. Dall'altra parte, eh, si chiede con quale, con quale personale e con quale risorse si pensa di poter ampliare i servizi dell'ospedale di Pergola perché partiamo che dove oggi già ci sono c'è una spesa molto alta dal punto di vista della sanità pubblica per quanto riguarda i gettonisti dove la Pergola ma anche il personale in diversi reparti soprattutto in quello della, della come dire dell'emergenza del, 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 dell e quindi mi chiedo come, come se questo personale queste risorse verranno tolte dall'ospedale di Urbino o dagli altri ospedali o si pensa di, 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 di non, si, non si capisce dove si pensa di prenderli. Anche questo vale per le risorse. Ricordo che attualmente eh, non ci sono risorse, tanto che è vero che l'azienda sanitaria eh, delle Marche ha imposto un piano di rientro economico rispetto al budget provvisorio assegnato da completarsi entro fine anno. Quindi da una parte si dice alle aziende sanitarie che devono spendere meno, che non hanno più le risorse, dall'altra si fa un progetto di 30 milioni di euro. Eh, su una struttura che non si capisce come, come si riuscirà a mantenere. Ovviamente, dal nostro punto di vista, se l'ospedale di Pergola viene rafforzato come, come le strutture, non l'ospedale, le strutture di Sasso Corvaro, Cagli e Fossombrone, noi siamo ovviamente eh, favorevoli. Ma quello che ci chiediamo è dove verranno presi il personale e le risorse, visto che oggi manca anche l'atto aziendale. Dall'altra parte invece quello che è stato annunciato, cioè quel decreto che ha fatto il dirigente dell'edilizia sanitaria, ha previsto in, questo, in questa struttura tutta una serie di, di eh, adeguamenti e di ampliamenti che eh, no, dal nostro punto di vista non sono conformi a quello che è il DM70. Quindi si prevede una ristrutturazione che è come dire rispetto a un ospedale che deve essere comunque di, di base e comunque di area. Di area di disagiata si prevedono come dire, sale chirurgiche eh, 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 e tutto te, terapie intensive post operatorie e quant'altro, tutte cose che nel DM70 negli ospedali di area, di area disagiata non sono previste. La mia interrogazione vuole in qualche modo evidenziare il fatto che penso che sia tutta un, una battuta, nel senso che di questo non verrà realizzato praticamente nulla, o se. Grazie. Adesso passiamo eh, al punto numero 3 direttamente. E quindi chiedo eh, la votazione per l'anticipazione del punto 3, se possiamo metterlo eh, in votazione. Credo non ci sia una discussione perché poi la successiva proposta è quella di un rinvio. Comunque se ci sono interventi pro o contro possono intervenire? i Consiglieri interessati, non c'è nessuno. No, il consigliere Fabrizio Cesetti, prego. L Anticipazione del punto 3 al punto 1 bis. Sì, Presidente, noi siamo favorevoli perché abbiamo prima. Sull'anticipazione? Sull sì, va bene. Intervengo sia per l'anticipazione che per diciamo, la richiesta del rinvio in commissione. E noi avevamo fatto la richiesta per i 60 giorni perché questa, questa proposta di legge. Era accaduta nel dimenticatoio, quando invece è di attuale e straordinaria importanza, insieme ad altre che pure ci sono, perché tratta appunto delle norme per la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e rurali della Regione Marche, in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, compreso l'agro e su specchi d'acqua. Noi sappiamo, Presidente, che su tutto il territorio regionale c'è un proliferare di richieste per l'installazione diciamo, di, di questi impianti approfittando della disciplina transitoria perché ancora tardano ad essere emanati i provvedimenti del Ministro dell'Ambiente di concerto eh, con quello della della cultura e dell'agroalimentare affinché all'esito degli stessi le regioni possano legiferare ovviamente ed individuare le cosiddette aree non idonee, e le aree idonee all'interno degli obiettivi assegnati dalla legislazione nazionale. Ed è evidente che la Regione Marche per tutelare il proprio patrimonio storico, culturale, ambientale, rurale e paesaggistico eh, non è che può aspettare Diciamo i provvedimenti del governo che tardano ad essere emanati dal 2021 ad oggi. Quindi, secondo me, noi non solo possiamo, ma dobbiamo legiferare con la legge ragionale nell'ambito delle nostre competenze per individuare le aree non idonee e le aree idonee. Questa è l'importanza di questa legge. Eh, si è convenuto con il presidente Sir Filippi. Eh, di calendarizzare il provvedimento in aula, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana e adesso il Presidente Ser Filippi, che ringrazio, l'ha calendarizzata anche per il, prossimo, per il prossimo giovedì. Quindi ovviamente a questo punto è un'opportunità per tutti, ovviamente fatti salvi e poi le opinioni di ciascuno, che l'atto venga rinviato alla Commissione competente presieduta da Ser Filippi perché possa essere esaminato e poi io spero auspicabilmente votato dalla Commissione. Dunque può intervenire proprio solo per essere contrario però, a Consigliere Ciccioli. Quella dopo interviene lei così lo spiega, perché questa è solo l'anticipazione del punto, poi interviene il Consigliere Ciccioli. Allora, mettiamo in votazione l'anticipazione del punto 3 al punto 1 bis, apertura della votazione. Vi prego di votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 25. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. anticipo è, è intervenuto. Adesso. Ah, prego, diventa 26 con il voto favorevole del consigliere Baiocchi. Va bene, consigliere, ha votato a favore. No? Adesso sulla punto 1 bis che è la proposta di legge numero 170 dell'iniziativa del Consigliere Cesetti, Mangelardi, Bora, Vitre, Biancani, Carancini, Vastrovincenzo, Vincenzo, norme per la valorizzazione di beni ambientali, paesaggistici e rurali della Regione Marche, in attuazione del terzo comodo dell'articolo 117 della Costituzione, per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati, compreso l'agrofotovoltaico e su specchi d'acqua, vi è la proposta di rinvio al prossimo Consiglio. Chi è eh, favorevole e chi è contrario ha tre minuti di tempo per intervenire, consigliere Cincioli a lei la parola. Sì, per, eh, facendo seguito all'intervento che c'è stato prima eh, volevo ricordare che eh, nella riunione dei capi gruppi della precedente seduta del Consiglio regionale si era unanimemente eh, d'intesa tra tutti i gruppi deciso di rinviare in commissione questa proposta ma Andando avanti, non illimitatamente. Eh, dico questo, che una cosa buona, cioè le energie alternative, quindi la diversificazione, energie rinnovabili, può diventare una cosa non buona se male applicata. E quindi c'è necessità di una legislazione in materia. È pur vero che esiste una legge quadro nazionale e siamo in attesa dei decreti attuativi. Però queste cose hanno dei tempi molto lunghi. Nel frattempo eh, ci sono ovviamente correttamente richieste di eh, localizzazione di impianti che penso però sono, guardano più all'esigenza eh, delle aziende piuttosto che all'esigenza complessiva del territorio. Quindi è venuto il momento di approvare una legge regionale. Poi in seguito, come è successo per altri provvedimenti legislativi, quando ci saranno... Eh, dei decreti del governo, ovviamente ci saranno modifiche, però non si può lasciare una finestra aperta in questo senso. Ci sono ormai richieste che vanno dall'Alto Pesarese, eh, la Carpegna, zona di Fano, zona di Sassoferato Monte Rosso, eh, eh, il Fermano, ci sono richieste al Fermano e talvolta vanno inserirsi in contesti paesaggistici ambientali di assoluto rilievo. Crediamo che questa esigenza sia corretta. So che ci sono, non vorrei errare, non è la mia Commissione, tre proposte di legge. Si era arrivato quasi a un testo unificato più o meno, un testo condiviso, poi fermato in attesa di legislazione nazionale. È il momento comunque di approvare una nostra legge, poi strada facendo, se ci sono delle esigenze di revisione la faremo. Io sono assolutamente favorevole a. Ovviamente la definizione in commissione prima come accade normalmente entro l'anno l'approvazione di una legge regionale. Qualcuno contrario? Allora, il rinvio è, a differenza di quanto ho detto prima, in commissione è la proposta dei tre consiglieri, quindi Capigruppo Ciccioli, Marinelli e Mangialardi e Ruggeri, Ruggeri d'accordo, no anche lei, quindi è sufficiente per la proposta del rinvio in commissione della proposta di legge. Apertura della votazione? Prego di votare. Prego, eh, Rossi ha votato? Sì, sì, benissimo. Chiusura della votazione? Favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno, la proposta è accolta. Bene, adesso entriamo nel punto numero 2, proposta di legge 224, iniziativa della Giunta regionale. Assestamento, Assestamento del bilancio 2023-2025, modifiche normative. Il relatore di maggioranza è il consigliere Carlo Ciccioli, la relatrice di minoranza è la consigliera Marta Ruggeri. Si collegherà a da dare modo per il suo intervento con l'assessore competente, l'assessore Goffredo Brandoni, che non può essere presente perché è indisposto. Quindi avremo il collegamento telematico per l'intervento non in video ma solo fonico dell'assessore Brandoni. Lascio la parola al consigliere Carlo Ciccioli, relatore di maggioranza per la sua relazione. Prego consigliere. Sì, sarà, non sarà una relazione lunghissima anche se è un. Un atto molto importante, a mio parere, e ovviamente stiamo lavorando in questi anni io direi che soprattutto in questi ultimi mesi in una congiuntura sfavorevole, perché, perché eh, la guerra ucraino russa ha comportato la crisi energetica, con l'aumento dei costi e questo è andato a incidere in tutti i bilanci delle aziende private, come delle istituzioni pubbliche. Abbiamo un'inflazione che non si era mai verificata da anni e questo è un altro aspetto. Abbiamo avuto degli eventi meteorologici straordinari, l'alluvione dello scorso anno nella valle del Misa e del Nevola, con danni ingenti che sono stati, grazie a Dio, supportati dall'intervento dello Stato, ma che hanno coinvolto anche le leggi di spesa della nostra regione. Quindi una serie di cose complessive, tra l'altro in epoca post-Covid, che già aveva impattato fortemente sull'economia e sui bilanci di tutti gli enti, che ci costringono ovviamente a una revisione complessiva della spesa. Questa manovra che io ho definito quasi una prefinanziaria del prossimo anno, quindi del 2024, perché a fine anno abbiamo anche contezza degli aspetti eh, relativi alle spese che sono state definite, sono, si sono potute eseguire e invece di quelle che non è stato possibile per una serie di vicende, a volte tecniche, a volte legate agli aspetti burocratici e normativi che rallentano molto i tempi della spesa. A Dare uno sguardo complessivo di revisione su tutto il nostro bilancio e quindi as questo assestamento, questa volta, è molto di più di un documento tecnico. Molto spesso l'assestamento è un documento tecnico di re revisione delle, dei capitoli di imputazione della spesa. No, qui ci sono delle scelte politiche. Questa manovra è circa 40 milioni, per l'esattezza vado a vedermi, la 39 milioni e 130 mila euro. E 562 euro, che è molto qualificata. Cosa interveniamo? Un po' su tutto, su alcuni eh, capitoli di spesa che si sono esauriti mentre c'erano esigenze, recuperando invece su capitoli che non si era riusciti a definire la spesa, cioè a metterli a terra, come si dice oggi. Quindi cito qualche cifra, quelle più importanti. Istruzione e diritto allo studio, 6,4 milioni di euro per la buona scuola e per il diritto allo studio. Cifra importante perché ci consente di intervenire sull'ERDIS e non solo. Per le attività culturali, sulla cultura i capitoli erano stati prosciugati, non vedo l'assessore Biondi, però eravamo in difficoltà, l'abbiamo detto più volte in commissione, ci sono 6 milioni di euro. Per le politiche giovanili, sport e tempo libero, 3 milioni e 4, quasi 8 milioni di euro per il turismo, che è una voce molto importante. C'è una crisi del manifatturiero, che è una crisi globale, che interessa le marche, interessa l'Italia, interessa un po' tutto il mondo occidentale per i costi forti del lavoro. Invece l'accoglienza al turismo è una voce in cui oggettivamente c'è una crescita importante, complessiva. Noi stanziamo quasi 8 milioni di euro, poi ci sono soldi, un milione di euro di contributi ai comuni per la qualificazione di spazi pubblici dei territori interni, soprattutto, e periferici, ci sono 9 milioni e mezzo per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio, 6,7 milioni per le politiche sociali e la famiglia. Poi ci sono alcune spese specifiche mirate, per esempio, lo cito perché ovviamente ne sono particolarmente contento, essendo un cittadino di Ancona, di questa provincia, un milione di euro per la realizzazione di un parcheggio di servizio all'ospedale di Torrette, che è l'unico ospedale, ospedale regionale di secondo livello. Ci sono 4,4 milioni e quasi 4 milioni e mezzo per il trasporto pubblico locale. che è un'altra emergenza la nostra regione. Noi siamo tra le regioni che dà di meno alle aziende per il trasporto pubblico locale e me, peggio di tutti era messo la, al fermano e subito dopo la provincia di Ancona. Eh, poi ci sono 1.420.000 per il dragaggio del porto di Numana e straordinaria manutenzione. Questo è importante soprattutto perché la, il Monte Conero e diciamo, la Riviera del Conero in generale è un, un punto di richiamo dal punto di vista turistico e di immagine e quindi avere anche un luogo, un punto, un porto di riferimento per le, il porto di passaggio è molto importante. Poi abbiamo delle spese mirate, ci sono 10 milioni di contributo per la provincia di Fermo. Per, il completamento della strada provinciale Lungotenna, 12 milioni per la bretella di collegamento tra la statale e con le statali, la statale 16 e la statale 67 a Civitanova, 1 milione e mezzo per l'Alto Pesarese, Montefeltro, Calpegna, Mercatino Conca per la viabilità, il contributo straordinario anche qui, 1 milione e 6 1.620.000 per l'ANAS la, per una serie di interventi eh, a macchia di leopardo in tutte le marche eh, la, la stessa cosa eh, a favore della sicurezza stradale 945 quasi un milione di euro e un altro 1.300.000 per vi, vi prego di fare silenzio perché non riesce il, il relatore a proseguire ho oh, pazienza, aspetto. Prego. Vado. Allora, allora. quindi dicevo 1.300.000 euro per ponti e altre opere regionali. I ponti sapete che eh, c'è stata l'alluvione a Valle del Misa, ma c'erano emergenze un po' in tutta la regione. Poi ancora 1.740.000 euro per ulteriore contributo al nuovo ospedale di Fermo, 9 milioni e mezzo per sicurezza, efficientamento energetico, miglioramento sismico per, nella realizzazione eh, di, delle strutture, soprattutto pesaresi, ma l'ospedale di Pesaro, soprattutto il nuovo ospedale, una cifra significativa, 9 milioni e mezzo. Poi ancora due, e questo ci tengo particolarmente, perché è una cosa che avevo caleggiato io personalmente, 2.820.000 euro per corsi di specializzazione della facoltà di medicina, corsi professionali universitarie per le varie figure eh, sanitarie e eh, per i medici di base. Questi sono quei soldi che noi cerchiamo di mettere in campo per andare incontro alla carenza di figure sanitarie di medici nelle strutture varie. Perché ovviamente aumentando il numero delle persone, degli specialisti in uscita, abbiamo più opportunità di reclutamento. Se no, uno dei problemi è lo stesso: non neanche i costi per il personale, ma il reclutamento di talvolta ci sono soldi a disposizione e non riusciamo a eh, assumere i posti che abbiamo messo a bando. Poi eh, altre spese invece dal punto di vista economico, e concludo perché le cose più importanti sono queste, poi ovviamente. Le variazioni sono tantissime. Abbiamo messo per lo sviluppo economico eh, un milione e mezzo per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'artigianato, e questa è un'altra cifra importante che leggo: 4 milioni e mezzo per le attività produttive e lavoratori autonomi autonomo per i ristori per la pandemia eh, da Covid-19. Cioè Queste sono spesso cifre che consentono a alcune aziende di uscire dal rischio del fallimento perché sono ristori nel periodo di chiusura o comunque di inattività poi abbiamo ulteriore 720 mila invece per l'industria eh, investimenti, innovazione e trasformazione digitale delle imprese e per finire un milione per l'agricoltura in questo milione c'è anche un progetto di, anche, di un milione per il eh, un milione per l'agricoltura per gli eventi sfavorevoli di tipo meteorologico, quindi l'alluvione non solo, l'alluvione del Misa e non solo. E poi un altro milione invece per il progetto di contenimento degli ungolati, sarebbe il problema dei cinghiali e l'utilizzazione del progetto di filiera delle carni di selvaggina controllata. Queste sono le scelte politiche più importanti. Ovviamente, ovviamente, ci siamo posti il problema che questi 40 milioni non sono esaustivi, anche se dati a fine anno e consentono, con l'impegno di spesa, di riuscire a già cominciare una serie di iniziative in maniera piuttosto forte, che ci proponiamo questo è il senso politico del documento di assestamento che ci proponiamo di completare con il bilancio preventivo. Oggi siamo il 24 di ottobre, eh, già tra qualche giorno inizieremo a mettere in campo eh, la, la, la struttura del bilancio preventivo, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre. Ho chiesto al ma presidente Marinelli, che è qui lo stesso, di, agli uffici di preparare la struttura di bilancio preventivo, possibilmente entro i primi di dicembre. Eh, affinché vada in aula prima di Natale e questo avvantaggerebbe un po' tutti non solo l'agilità dei lavori del Consiglio regionale ma anche gli uffici che eh, poi possono predisporre gli atti successivi e aggiungo però e questo è purtroppo è una, un meccanismo che è in in non eliminabile che il bilancio preventivo dovrà essere pre approvato per lo meno le cifre più consistenti dopo la finanziaria dello Stato, almeno in prima lettura in uno dei rami del Parlamento. Perché quando noi abbiamo il documento della finanziaria dello Stato approvato in almeno uno dei rami del Parlamento, poi gli uffici conseguentemente, in base alla disposizione della legge di Stato, possono produrre uno schema più, più, compu, più compiuto per il bilancio. Quindi noi crediamo. Questo è l'intento dell'assessore Brandoni, che purtroppo non è qui ma che si collegherà del Presidente della Commissione Marinelli, di anticipare il più possibile questi documenti affinché poi, eh, con tutto il rispetto di tutte le norme e le legislazioni di spesa di contabilità, si possa anticipare quella che è una delle malattie del nostro sistema istituzionale, che è il ritardo nella spesa. In, nella, che non è un fatto legato alla regione Marche neanche a questa legislatura o alla legislatura precedente, è un fatto endemico che noi dobbiamo in qualche modo contrastare perché i ritardi sulla spesa, come è successo eh, ultimamente con l'aumento eh, veramente esponenziale dei costi, per esempio per le opere pubbliche, a volte aumenti del 50%, a volte addirittura del raddoppio, cito una cifra erano stati stanziati dal governo 100 milioni per la galleria che collega Torrette, quindi l'uscita nord dal porto di Ancona fino all'autostrada, oggi nel nuovo, nel nuovo, nel nuovo diciamo, revisione della spesa ci vogliono 150 milioni e lo Stato ha dovuto trovare altri 50 milioni che grazie a Dio sono stati intercettati su un'opera pubblica che costava 100 milioni e adesso costa una volta e mezzo e questo ovviamente... I ritardi complessivi legati alle norme hanno avuto un peso negativo. Noi dobbiamo cercare questo è un obiettivo politico anche di questa giunta dobbiamo cercare invece di evitare per quello che è possibile perché evitarlo non è impossibile ma per quello che è possibile recuperare sui tempi di spesa. Grazie consigliere Ciccioli per l'intervento. Ora la parola alla relatrice di minoranza, la consigliera Marta Ruggeri. Prego. Grazie presidente. Allora eh, sarò un pochino più di dascalica rispetto al mio collega Ciccioli. Eh, la proposta di legge del bilancio 2023-2025 contiene sia le variazioni allo stato di previsione delle entrate e della spesa derivanti dal recepimento delle risultanze del rendiconto generale della gestione dell'anno 22 ma anche le altre variazioni ritenute necessarie dalla giunta regionale per l'adeguamento degli stanziamenti alle mutate condizioni generali ed alle esigenze gestionali segnalate dai responsabili dei singoli settori, ma ci sono anche modifiche normative proposte dalle strutture competenti per materie. L'assestamento rappresenta un momento di valutazione complessiva e riprogrammazione degli stanziamenti vigenti, al fine di consentire la migliore allocazione delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi programmati, in relazione all'andamento della gestione nel corso dell'esercizio finanziario e all'evoluzione del contesto finanziario generale. L'assestamento contiene infine le variazioni di bilancio e le modifiche normative derivanti dagli emendamenti approvati dalla prima Commissione consigliare in sede referente. Alcuni emendamenti sono stati approvati anche questa mattina. Passando all'articolato della legge, i primi quattro articoli recepiscono le risultanze del rendiconto dell'anno 2022 ed il loro riflesso nel bilancio triennale 2023-2025. L'articolo 4 bis modifica la legge regionale 36 del 2005 sulle politiche abitative, aumentando il numero dei rimborsi spese fruibili dai consiglieri di amministrazione dell'ERAP, primo comma, ma soprattutto riservando alla giunta la nomina del segretario e dei responsabili dei presidi, escludendo quindi il consiglio di amministrazione da ogni valutazione in merito. E su questi commi e su questo articolo bis ho presentato una serie di emendamenti che vedremo più tardi. L'articolo 4 ter modifica la legge regionale 14 del 2015 sulla disciplina dell'organo di revisione aggiornando i compensi e abrogando alcune disposizioni che disciplinano la sospensione e la decadenza dei revisori. L'articolo 5 è una modifica di carattere ordinamentale della legge regionale 4 del 2022. L'articolo 6 aumenta fino alla cifra di 9.531.000 euro il confinanziamento per il triennio 23-25 degli oneri di servizio pubblico sui, co sui collegamenti aerei di linea tra l'aeroporto di Ancona ed i principali aeroporti nazionali relativi alla cosiddetta continuità territoriale. L'articolo 7 contiene interventi di varia natura a sostegno del sistema delle imprese, finanziati per 6,4 milioni di euro mediante la restituzione di risorse da parte del sistema dei confidi e per 1,2 milioni di euro da riduzione di precedenti stanziamenti. L'articolo 8 finanzia i fondi speciali per fare fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio. Si tratta di quei fondi che in realtà vengono finanziati per metterli a disposizione dei consiglieri di maggioranza per le loro mancette, chiamiamole così oggi, nei territori mediante gli emendamenti in prima commissione di cui parlerò nel prosieguo. L'articolo 9 finanzia il fondo di riserva per le spese obbligatorie ed il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. L'articolo 9 bis e 9 ter contengono modifiche di carattere ordinamentale L'articolo 10 approva le variazioni delle tabelle A, B, D1, D2 ed e, e D eh, del bilancio triennale 2023-2025 allegate alla legge di bilancio e alla legge di stabilità. L'articolo 11 contiene le disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli investimenti del triennio 2023-2025. Così come variate sia per la reimputazione dell'impegno operato in sede di riaccertamento ordinario dei residui, sia a seguito delle variazioni proposte con questo assestamento di bilancio. Con l'articolo 12 si approva lo stato di previsione delle entrate e della spesa per il triennio 23-25, così come modificato da questa PDL. Con l'articolo 13 si approvano gli allegati. Con l'articolo 14 si attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria e l'articolo 15 contiene la dichiarazione di urgenza. Entrando nel merito di questo assestamento di bilancio non posso esimermi da rilevare un'inedita stroncatura da parte del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro che ha deciso di non esprimere alcun giudizio su questa proposta di legge, lamentando la carenza della relazione illustrativa, dalla quale effettivamente non si evince nulla in merito agli indirizzi politici e programmatici che questa amministrazione regionale vuole dare con questo assestamento di bilancio, né gli obiettivi che si vogliono perseguire, né le priorità selezionate nelle varie aree di intervento. Anche il Consiglio delle Autonomie locali è stato critico, in particolare sulla scarsità di finanziamenti pro capita al trasporto pubblico locale, raccomandando all'amministrazione regionale un'interlocuzione con il Ministero competente. Mi associo a questa raccomandazione aggiungendo che evidentemente la tanto decantata filiera istituzionale del centrodestra non funziona. Se vero, come dice il CAL, che rispetto alla Liguria, con la stessa popolazione, riceviamo la metà dei fondi destinati al trasporto pubblico. Nell'esame delle principali variazioni di bilancio, inizio dallo stato di previsione delle entrate. Con riferimento al titolo prima, primo, entrate tributarie, la Giunta propone variazioni sulla base dell'andamento del gettito dell'anno in corso, tenendo conto dei dati storici ed in particolare del gettito accertato e riscosso nel 2022. Le principali variazioni del titolo primo riguardano il gettito derivante dalla riscossione coattiva dell'IRAP, previsto in diminuzione per 1,8 milioni di euro, il gettito dell'addizionale regionale sul gas naturale, previsto in diminuzione per 1 milione di euro, ed il gettito della tassa automobilistica previsto in aumento per 1,5 milioni di euro, aumento che presumo sia dovuto in buona parte alla sostanziale abolizione dell'agevolazione per le auto ibride approvata nel bilancio 23/25 alla quale mi ero opposta presentando un emendamento correttivo, naturalmente bocciato. Da evidenziare che la diminuzione delle entrate dell'addizionale regionale sull'accisa del gas naturale è dovuta, alla non è, do, è, è dovuta alla contrazione dei consumi e non alla riduzione dell'imposta che sarebbe necessaria per venire incontro alle esigenze delle famiglie più in difficoltà, come avevo proposto lo scorso anno. A tal proposito, ricordo la mia interrogazione del 23 marzo del 2022, nella quale evidenziavo l'opportunità di calmierare gli aumenti delle bollette del gas delle famiglie attraverso una riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale sulla Cisa. Nel titolo secondo, trasferimenti correnti, le variazioni sono poco significative. Nel titolo terzo, entrate extratributarie, sono stati inseriti 1,1 milione di euro derivanti dalla liquidazione della società immobiliare Regione Marche SRL, 6,4 milioni di euro di recupero di fondi dal sistema dei confidi che vengono destinati nell'articolo 7 ad interventi di finanziamento delle imprese e da altre partite minori. Al titolo 4, entrata in contro capitale, è stata prevista l'entrata di 6,8 milioni di euro derivante dalla rimodulazione dei fondi relativi alla realizzazione del nuovo ospedale di Amandola mediante copertura con fondi europei, importo da restituire all'ufficio speciale per la ricostruzione che quindi trova esatta corrispondenza nello stato di previsione della spesa. Al titolo sesto, accensione prestiti, è stato previsto un aumento dell'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento per 147,3 milioni di euro, di cui 59,5 milioni di euro nel 2023, 34,8 milioni di euro nel 2024 e 53 milioni di euro nel 2025. Mi auguro che questa amministrazione regionale non utilizzi gli spazi disponibili per contrarre il nuovo debito, visti i tagli del governo Meloni al piano nazionale di ripresa e resilienza e gli aumenti dei costi degli investimenti già programmati. In merito alla variazione allo stato di previsione delle spese, oltre alle variazioni derivanti dal recepimento delle risultanze definitive del rendiconto 2022, che costituiscono un atto dovuto, con questa legge la Giunta propone variazioni degli stanziamenti di spesa sulla base di quelle che vengono definite esigenze sopravvenute nel corso dell'esercizio. Le maggiori spese sono dettagliatamente indicate con la loro suddivisione in missioni e programmi negli allegati alla proposta di legge i quali vi mando per brevità. Prendo solo atto che una discreta parte di queste esigenze sopravvenute, quelle inserite nella famosa tabella E che ha preso il posto della tabella C, peggiorandone di gran lunga la composizione, il metodo e il merito, sono costituite da contributi straordinari elargiti nel territorio in modo discriminatorio e secondo logiche clientelari, senza alcuna attinenza con l'interesse generale e le reali priorità dei cittadini, cui sempre si dovrebbe fare riferimento quando si dispone di risorse pubbliche. Sono le solite marchette. Oppure, eh, come spesso ricordiamo, l'assessore Cesetti parlava di esigenze organiche del territorio. Io, in maniera più colorita, utilizzo il termine che usavano i miei predecessori, cioè quello di marchette, elargite in modo del tutto discrezionale da parte dei consiglieri regionali di maggioranza, ai quali la Giunta in questo assestamento ha concesso di spendere 50.000 euro di, di fondi dei cittadini, cada uno. Nello scorso bilancio erano 70.000 euro a testa, il fondo all'epoca era 2.700.000, quest'anno è un po' più ridotto, siamo a 1.350.000 euro. Comunque denaro, certo ne arriveranno altre, denaro prelevato da un apposito fondo speciale, ironicamente denominato per il finanziamento degli oneri derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi, provvedimenti che invece rimangono in gran parte senza dotazione finanziaria. Su questo mi fermo un attimo perché è un tema che mi sta molto a cuore. Sinceramente, quando sono stata eletta come membro di un'assemblea legislativa, pensavo che il mio compito sarebbe stato quello di scegliere, aiutare a scegliere le leggi già approvate che meritavano di essere finanziate e soprattutto proporre nuove leggi per migliorare la situazione dei miei concittadini. Invece mi trovo a vedere leggi buone che non vengono finanziate, i cui emendamenti manco vengono presi in considerazione né in commissione né in aula, ogni volta, in ogni fase di approvazione del bilancio in questa assemblea e soprattutto mi vedo privata, insieme ai miei colleghi, della possibilità che alcune leggi vengano finanziate perché la risposta è sempre la stessa. È inutile anche discutere in commissione perché non ci sono i soldi. Ma perché non ci sono i soldi? Perché li usate per altre cose, tipo... Manutenere le fontane, sistemare i, i, il, i campetti da calcio e i campetti da basket. Sono scelte che potete fare, certo, però io dall'opposizione le critico fermamente perché state esautorando questa Assemblea della funzione più importante, cioè quella di proporre leggi e vedersele applicate. Ma io mi rivolgo anche ai colleghi, ai colleghi di maggioranza: anche le vostre leggi non vedranno la luce perché avete fatto altre scelte a monte. Che forse non sono scelte migliori, le scelte migliori che, che i consiglieri di un'assemblea legislativa dovrebbero fare perché vi avvicinano più, ci avvicinano più a un ruolo di eh, consiglio comunale o di un consiglio di quartiere. insomma. Quindi siamo, abbiamo abbassato il livello di questa assemblea nelle proposte e tutto è demandato, tutto è demandato alla Giunta. Tant'è che spesso mi chiedo: ma noi qui che ci stiamo a fare? Alle interrogazioni non abbiamo risposte esaustive, alle mozioni non vediamo mai, eh, non arriviamo mai alla discussione, tanto che siamo indietro di due, di due anni. Le proposte di legge giacciono in un cassetto, gli emendamenti vengono neanche letti e cestinati. Quindi io mi chiedo veramente se, se, se ha senso eh, il nostro ruolo qui. Comunque, per concludere, ho presentato, per tale ragione ho presentato quattro emendamenti chiedendo di dirottare almeno una parte delle suddette risorse, quelle destinate dai consiglieri di maggioranza agli interventi più stravaganti, verso lo scopo più nobile di finanziare le leggi regionali che questa stessa Assemblea legislativa ha approvato, no, sì. ma che rimangono lettera morta perché prive del necessario finanziamento per attuarle. L'Assemblea legislativa regionale non è un consiglio comunale o un consiglio di quartiere. Siamo stati chiamati dai cittadini a questo ruolo per legiferare e per finanziare le leggi che approviamo, non per occuparci di campi, di bocce, di sgambatoi per cani o del restauro di fontane di piazza. Per quelle esigenze ci sono già i consiglieri comunali e di quartieri ad occuparsene. Bisognerebbe volare più alto, bisognerebbe riscoprire... Il nostro ruolo che è quello di legiferare. In ultimo, visto che ancora ce l'ho di fronte a me, mi rivolgo al relatore maggioranza il consigliere Ciccioli che per la prima volta è stato relatore di un atto di bilancio perché fino adesso da quando sono stata eletta è stata sempre la consigliera Marcozzi in commissione Ciccioli ha detto vi faccio vedere io come si fa e io nella mia ingenuità ho detto bene cambieranno le cose invece l'assestamento è la fotocopia di, del peggio che mi sarei aspettata grazie Brava. E ora ha chiesto la parola il consigliere Fabrizio Cesetti. Prego consigliere Cesetti. Grazie Presidente. Io ho ascoltato la relazione del relatore di maggioranza, a quale vorrei ricordare L'assestamento rappresenta normalmente un momento di valutazione complessiva delle dinamiche delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell'esercizio e di attenzione alla gestione del bilancio, mediante la quale vengano, vengono perseguiti gli obiettivi di governo programmati. Queste parole che ovviamente ovvie perché derivano dal dettato legislativo sono scritte nel parere dell'organo di revisione se così è quindi questo assestamento se è vero come vero che è una verifica degli obiettivi di governo programmati per perseguirli tradisce la sua funzione e la sua missione per le stesse parole del relatore di maggioranza il quale ci ha detto in quest'Aula che di fatto questa è una prefinanziaria perché è un assestamento che guarda al prossimo bilancio di previsione e invece dovrebbe essere per dettato normativo e come ci dicono anche il collegio dei revisori l'assestamento un atto che riguarda l'esercizio in corso e se vogliamo l'esercizio precedente rispetto a quello del bilancio di previsione perché è lì che si fa la verifica quindi ripeto tradisce la sua missione la tradisce anche perché questo assestamento dice Ciccioli risorse per 39 milioni questo è un assestamento anch'esso tecnico che fa seguito a bilanci sempre tecnici che nulla mai hanno avuto di politico. Io ricordo il primo bilancio presentato, era appena insediata questa maggioranza, quindi era tecnico. Il secondo bilancio, c'era la pandemia, anche quello, te anche quello tecnico. Il terzo, quello dell'anno scorso, di cui oggi parliamo l'assestamento, con il cambio in corsa dell'assessore nel frattempo eh, diciamo, allocato presso le aule parlamentari, anche quello tecnico, e oggi abbiamo un assestamento che sostanzialmente raccoglie quelle che sono le spese obbligatorie e vincolate, raccoglie quelle che sono le esigenze diciamo, gestionali degli uffici. Ma tra l'altro magari le raccogliessero per chiedere risorse aggiuntive, segno evidente che i programmi di governo sono stati realizzati. No, in questo c'è uno spostamento in avanti delle risorse, uno spostamento in avanti delle risorse. Questo è il tema mi rivolgo anche alla relatrice di minoranza. Quindi è una rimodulazione a ribasso, a ribasso che certifica il mancato conseguimento degli obiettivi di governo. Quando noi vediamo ad esempio, per citare di qualcosa di concreto, perché non si pensi, Bilò, che io parlo così, che è pontifico per sentito dire, lo faccio sulla base di atti concreti. Pensiamo all'IRCA. L'IRCA... Viene sposte, vengono spostati 13 milioni e mezzo, 14 milioni nel 2025. Perché? Perché non si riesce a spenderli nel 2023. Quindi che significa? Che non si sono conseguiti gli obiettivi. È, è evidente, ma è così. Mangialardi mi fa vedere un articolo di giornale, ma io lo vedo, lo vedo dagli atti. Pensiamo all'ospedale di fermo. L'ospedale di fermo, dice Ciccioli. Ci sono stati messi un milione e otto, è un aggiustamento. Ma l'ospedale di fermo, anche questo la stampa dice, che è diciamo, quasi terminato all'esterno. no? E quello è terminato perché? Perché questo consigliere, allora assessore al bilancio, ci aveva messo le risorse nel bilancio iniziale, 72 milioni e 30 milioni nel bilancio finale e 11 milioni per la viabilità con i fondi FSC. Oggi non c'è più nulla, ma sapete che cosa c'è? Non solo, c'è uno spostamento in avanti, se voi vedete, mi pare, non so se la tabella ha quale tabella, di circa 12 milioni dell'ospedale di fermo. Qualcuno disse, ah ci hanno messo 12 milioni dell'ospedale di fermo, no no, correttamente Ciccioli dice sono 1, ne 8. I 12 milioni, anche lì, come l'IRCA, è uno spostamento in avanti delle risorse. Segno evidente che anche lì gli obiettivi non vengono conseguiti. Allora questo... È il tema, non c'è nulla, non ci, sono, non ci sono risorse aggiuntive. Questo non lo diciamo soltanto noi, non lo dico soltanto io, ma è stato citato, lo dice il CREL. Dice il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nel motivare il non parere dato, rileva che non si riesce a devincere le linee prioritarie di indirizzo della regione e i criteri di selezione delle priorità nelle varie aree di intervento ed esorta la trasposizione. Eccetera, eccetera, di una relazione tecnica che contempli questa impostazione. Quindi, lo dice il CREL, non vi è che non vi è alcuna programmazione, non vi è nessuna strategia. È un assestamento, lo diceva la Ruggeri, di un comune medio-grande dove, ripeto, non c'è nulla, non c'è respiro politico, respiro programmatico, strategia. Eppure siamo a tre anni, anni dal, dall'insediamento di questa giunta, ad oltre tre anni. Un assestamento che appunto per la, per, per la verifica degli obiettivi di governo programmati quali sono? Eh, dice Ciccioli, si rinvia alla prossima finanziaria, ma prima ancora della finanziaria bisogna rinviare al documento di economia e finanza regionale, il DEFRE, quello l'atto lo vediamo anche per il governo nazionale. È quello l'atto di programmazione che individua le missioni, i programmi, le linee di intervento, le strategie programmatiche che devono essere coerenti al programma di governo delineato in quest'Aula oltre tre anni fa e poi il bilancio non è altro che l'attuazione concreta, cioè le risorse che vengono, allocate, che vengono allocate per dare corpo e dare vita a quegli intendimenti programmatici. Nulla di tutto questo c'è. Nulla di tutto questo c'è. Tra l'altro anche i revisori dei conti fanno questo rilievo perché altrimenti non avrebbero fatto quella premessa. Un assestamento invece qui appunto non ha respiro politico, però contiene, contiene anche qui... Le cosiddette, quelle che io chiamavo le esigenze organiche dei territori, ma erano veramente esigenze organiche. Oggi noi basta fare una sommatoria di quelle voci e vediamo che c'è una sperequazione tra una parte e l'altra, tra una provincia e un'altra. Ma vengo bene finanziato tutto e di più. E io ricordo quando Ciccioli, qui gli interventi a dicembre del 2020, ci disse che. La mia tabella C era i limiti del traffico di influenze, no? E diceva che il presidente Acquaroli aveva detto di cassare quella tabella C, salvo poi, diciamo, la resurrezione sotto la fantomatica tabella E, che è una cosa veramente che non si guarda sotto il profilo istituzionale, non si guarda. E allora io lì vorrei vedere se veramente c'è quel traffico di influenze che diceva Ciccioli, che quindi sotto il profilo istituzionale, ovviamente non ha, non ha mantenuto la parola e quelle sue affermazioni oggi lo inseguono, diciamo, anche, lo inseguono anche oggi. Però non ci sono, mentre ci sono le risorse nella tabella E, dove vengono attinte le risorse? Anche questo veniva detto, vengono attinte dall'articolo 8 della proposta di legge che va a finanziare, diciamo, le di fondi speciali per il finanziamento di leggi regionali, che addirittura si riduce da 1.300.000 a meno di 900.000 euro. Ma sapete, quel fondo speciale di quell'articolo 8 è un obbligo costituzionale. Quante volte l'ho detto in quest'Aula che le leggi devono essere finanziate? Ce lo dice la Costituzione. Ed io qui, siccome avrete la parifica alla Corte dei Conti il prossimo 26 il prossimo 26 che parifica il bilancio io chiedo, spero che mi ascolti, che la Corte dei Conti butti un occhio sul mancato finanziamento delle leggi regionali perché noi siamo legislatori e bisogna dare attuazione alle leggi non carpire da lì per finanziare le cosiddette marchette questa è la verità perché da lì l'avete prese oggi no? non ci sono invece risorse per la sanità no? Un assestamento che doveva prestare una priorità d'attenzione alla spesa sanitaria in favore del rafforzamento della sanità pubblica regionale con risorse destinate tanto agli investimenti sulle strutture quanto al finanziamento della spesa corrente. Invece niente per gli ospedali in corso di costruzione. Solo qualche risorsa, 10-14 milioni per gli ospedali di comunità, ci mancherebbe altro. Nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a quelle già insufficienti del bilancio per la valorizzazione e la sicurezza del territorio e di consolidamento del suo tessuto socio-economico. Pensate che la Liguria, la Liguria ha destinato alla missione salute 173 milioni in assestamento, il Friuli Venezia Giulia 110 milioni per la sanità, per la sanità pubblica. E qui che cosa è destinato? Nulla. Nulla per la spesa corrente, per gli enti gestori, per il personale, per le aziende sanitarie e territoriali alle quali avete dato la personalità giuridica che oggi lavorano con il budget provvisorio con le indicazioni della Regione di addirittura di rientrare rispetto al budget provvisorio. Quale programmazione possono fare le aziende se lavorano col budget provvisorio e addirittura devono rientrare da quello? Quale programmazione? per risurre le disuguaglianze territoriali nei territori e per veramente una sanità pubblica, regionale, anziché il necessario ricorso alla sanità privata anche per abbattere le liste d'attesa. Ho finito il tempo. Grazie consigliere Cesetti, invito i consiglieri a prenotarsi perché al momento non ho nessun iscritto. Prego consigliera Marcozzi. Eh, grazie Presidente. Eh, la proposta di legge di assestamento del bilancio 2023-2025 che oggi portiamo in aula è eh, prevista dall'articolo 50 del, del decreto legislativo 118 del 2011 come modificato dalla legge 30 del 2020 numero 178. Io condivido eh, ciò che ha detto Cesetti per quanto riguarda il parere dell'organo di revisione. Infatti l'assestamento rappresenta normalmente un momento di valutazione complessiva delle dinamiche, delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell'esercizio e di attenzione alla gestione del bilancio mediante la quale vengono perseguiti gli obiettivi di governo programmati. Innanzitutto con la manovra di assestamento si apporta al bilancio, così come ha detto il, esattamente, il consigliere Cesetti e come è scritto nel parere dell'organo di revisione ma anche nella relazione che eh, c'è nell'assestamento bilan nell di bilancio i necessari adeguamenti che sono la conseguenza all'approvazione del rendiconto 2022 quindi l'aggiornamento dei residui, l'aggiornamento del fondo cassa iniziale eccetera quello che ho ascoltato però dai banchi della minoranza, ma soprattutto dal consigliere Cesetti, è che c'è uno spostamento in avanti delle risorse. Fa riferimento all'ospedale di fermo, 12 milioni di euro, invece eh, sull'assestamento c'è solo un milione. Io non vedo il consigliere Cesetti, però voglio ricordare, e qui io lo posso certificare perché ero in minoranza, dal 2015 al 2020. La stessa cosa è stata fatta dalla precedente amministrazione. Però una cosa ha detto giusta il consigliere e capogruppo Carlo Ciccioli. Dobbiamo dire che questa, eh, questa proposta di legge è stata predisposta in un contesto macroeconomico caratterizzato dal rallentamento dell'economia internazionale e nazionale che risente degli effetti derivanti dalla crisi energetica, dall'andamento dell'inflazione e dall'aumento generalizzato dei tassi di interesse. Io voglio ricordare che nel 2020 abbiamo avuto la pandemia e in quell'occasione quell il bilancio che abbiamo approvato, l'assestamento a fine 2020, tutti gli atti li abbiamo approvati noi, c'è stato un uno spostamento delle risorse in avanti, ma perché? Causa pandemia. Oltre alla pandemia che abbiamo avuto nel 2020 e nel 2021, nel 2022 abbiamo avuto anche l'alluvione, non solo la guerra, quindi noi ci siamo trovati di fronte a delle catastrofi che sì, abbiamo dovuto spostare, perché questo è reale, alcune risorse in avanti. Ma voglio ricordare colleghi consiglieri che nel 2020 a fine anno questo spostamento si è verificato lo stesso. Ma quello che, abbiamo, che vogliamo dire qui e quello che ha detto il consigliere Ciccioli, e ribadisco io, abbiamo una visione, cioè le infrastrutture. Per noi, rappresentano il volano dell'economia marchigiana. Allora io voglio ricordare a questa assise che, per quanto riguarda le infrastrutture, l'ultima infrastruttura che abbiamo. Che abbiamo realizzato è quella con Baldassarri. Fino al 2020 noi non abbiamo avuto un'infrastruttura importante nelle marche. Oggi, oggi, oggi io vi dico nell'assestamento. Affermo, visto che il, il consigliere Cesetti l'ha citato, l'ospedale di fermo, è vero che abbiamo messo solo un milione circa e abbiamo spostato le risorse in avanti. Voglio ricordare però la Bretella, 12 milioni e 2, 10 milioni di euro per la provincia di fermo, per il completamento della strada provinciale lungotenna. Non abbiamo messo zero euro per le infrastrutture. Quindi è vero che c'è stato uno spostamento in avanti derivante appunto dalla situazione economica che ci siamo trovati. Perché nel 2020, colleghi consiglieri, le risorse sono state spostate in avanti e quello è assestamento, il bilancio di previsione, l'abbiamo approvato noi a fine anno. Aggiungiamo oltre alla pandemia del 2021, l'alluvione, ricordo, la guerra la visione, il Presidente, quella Giunta e noi consiglieri ce l'abbiamo, perché comunque sia in questo assestamento, e eh, consigliere Cesetti lei è riuscito e lo ribadisco, qui per quanto riguarda l'ospedale di fermo le do ragione, è vero che le risorse sono spostate in avanti, sono realista, però voglio ricordarle che nel 2020 quell'assestamento che abbiamo approvato noi, che era il vostro, il bilancio di previsione e il consuntivo, le risorse nell'assestamento sono state spostate in avanti. Causa pandemia. Noi abbiamo avuto, oltre alla pandemia, l'alluvione, abbiamo avuto la guerra. Nonostante tutto, una visione per quanto riguarda le infrastrutture, ce l'abbiamo avuta e ce l'abbiamo. E visto e considerato che lei ha citato... Eh sì, 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 sì. Allora, non... la bretella, la bretella... Per quanto riguarda il collegamento Civitanova, Sant'Epio, Porto Sante Pio, che tra l'altro non so quante volte il sindaco di Sante Pio è venuto qui per modificare e è stato assolutamente ascoltato, gli investimenti ci sono. È vero che abbiamo fatto uno spostamento in avanti, ma ricordiamo che le catastrofi sono state tantissime. E sono. Eh, no, 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 i fatti ci sono. Ieri non parlate tra di voi, rivolgetevi all'Aula. No, 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 ma certo. Però voglio dire, ricordare il diritto allo studio 6,4 milioni di euro, le attività culturali 6,6, le politiche giovanili oltre 8 milioni di euro, per il turismo, turismo 8,1 milioni di euro, politiche giovanili 3,4, poi per quanto riguarda l'ambiente 3,5 milioni di euro e per quanto riguarda, io l'ho detto, la provincia di Fermo 10 milioni di euro per completare la strada provinciale Lungotenna, 12 milioni e 2 per la Bretella, non faccio finta di, ascoltare, di non ascoltare, 9 milioni e mezzo per l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico delle strutture sanitarie e ospedaliere. Io credo che questo, questo assestamento è oggi un documento importante con una visione, che poi alcune risorse siano state spostate in avanti, come ha detto lei, l'ospedale di fermo è vero ma perché ci sono state delle congiunture economiche che hanno fatto sì che, non potessimo, che dovessimo spostare queste risorse in futuro. È un assestamento che mi permetto di affermare eh, importante, con una visione ma soprattutto con un'importanza strategica per la nostra regione per quanto riguarda le infrastrutture. Grazie. Eh, ora ha chiesto la parola la consigliera Manuela Bora, prego. Grazie Presidente, desidero intervenire al dibattito per sottolineare alcune questioni che devono essere necessariamente portate a conoscenza dell'Aula e soprattutto dei cittadini marchigiani. Partirei dalla nota più grave, già evidenziata molto bene dal collega Cesetti, ovvero dal rifiuto del Crel ad esprimere, come previsto dall'iter procedurale, il suo parere sull'atto depositato. Un rifiuto motivato dal fatto che da questa proposta di legge, cito dalla delibera del Crel, non si evincono le linee prioritarie di indirizzo della Regione e tantomeno i criteri di selezione delle priorità rispetto ai vari interventi previsti. Vale a dire che questo assestamento di bilancio non è un atto politico, Diciamo piuttosto che si tratta di un documento tecnico dove non vengono previste risorse aggiuntive per implementare e migliorare l'attività programmatoria della regione a vantaggio del territorio. Piuttosto vengono previsti una serie di interventi straordinari a favore di una serie di comuni all'interno della tabella E che rispetto alla versione iniziale presentata al Consiglio regionale per l'approvazione si è allungata di ben 78 voci per un totale di 1.200.000 euro per il 2023, 400.000 euro per il 2024, fino a poi azzerarsi perché tanto ci si rimetterà meglio le mani successivamente. A conferma appunto che di programmatorio e quindi di politico. In questo atto non c'è assolutamente niente. E invece che cosa siamo chiamati oggi a valutare e ad approvare? Un atto che non prevede nuove risorse finanziarie se non per allungare la lista dei beneficiari della tabella E. 1.600.000 euro di contributi straordinari a favore di comuni diversi che hanno tutto il sapore di mancette erogate a destra o manca, ma soprattutto a destra, senza avere in mente un progetto unitario e condiviso per il bene di tutto il territorio regionale. Ricordo molto bene quando a dicembre del 2020, in occasione dell'approvazione del vostro primo bilancio, ci avete accusati, riferendovi a tabella C, di traffico di influenze. Lo ha già ripreso correttamente Cesetti e non mancheremo occasione per ricordarvelo. Cito testualmente: una vicenda incredibile, al limite della contestazione penale del traffico di influenze. Mi riferisco alla seduta assembleare numero 9 del 29 dicembre del 2020, dichiarazione del capogruppo Ciccioli. Siamo stati addirittura accusati. Di ritorno alla mezzadria politica. Esattamente quello che state facendo voi oggi è sempre la stessa trascrizione, quella del 29 dicembre, questa volta però Di Castelli. In tre anni di governo, questo esecutivo non si è mai veramente cementato e direi neanche preoccupato della predisposizione di un bilancio pluriennale, come invece andrebbe fatto. Bene, credo che chi distribuisce giudizi. Deve poi essere il primo, se ne ha capacità ovviamente, a dare il buon esempio, ad essere impeccabile. E a proposito di lezioni che restituiamo al mittente e ehm, della necessità che sento di, come dire, ripercorrere correttamente la storia, alcune cose sulle infrastrutture le vorrei dire. Allora, primo aeroporto. Oggi c'è chi si gonfia il petto dicendo che i nuovi voli sono, sono ripartiti, che abbiamo finalmente un'infrastruttura che funziona, ma, vero Cisetti, chi è che ha rischiato di andare in procura per averlo, non dico salvato, ma cercato di metterlo in sicurezza e quindi ridargli una competitività, è stata proprio la giunta siamo andati, siamo Ceriscioli. Andati. Sì, certo, poi siamo stati assolti, però comunque la Corte dei Conti ha chiamato tutta la Giunta Ceriscioli a rispondere di quell'aumento di capitale. E i voli per Roma e per Napoli, è vero Cisetti, sono stati in realtà avviati proprio con gli ultimi bandi Covid, sempre dalla Giunta Ceriscioli. Poi, Interporto, anche qui. C'è stato un momento in cui l'affare sembrava, eh, sembrava perso e la colpa era tutta di Ciriscioli. Adesso che le cose vanno bene invece è improvvisamente tutto merito di Acquaroli. Beh, eh, secondo me le cose non stanno, non stanno così. Quanto meno se un affare di quel calibro è stato reso possibile in un'area come quella. C'è quantomeno chi, ed è sempre la Giunta Ceriscioli. Quell'infrastruttura l'ha tenuta in piedi e anche sul porto. Credo che vada dato atto che c'è stato chi, chi va preceduto, che ha lavorato per difendere l'autonomia di quella infrastruttura. Mentre do merito, questo sì, al presidente Acquaroli di aver creduto nello stesso. Eh, nostro progetto, quindi per intenderci quella delle quattro corsie dell'alta velocità eh, dell'Orte Falconara, però, chi non ci crede è il vostro stesso governo che, um, che insomma, ha, ha adoperato e confermato un taglio di 346 milioni di euro. E eh, fermandoci sulle vicende fermanie, Beh, le opere nostre, in questo caso le opere finanziate proprio dall'allora assessore, dall assessore al bilancio Fabrizio Cisetti, si stanno realizzando. Mentre voi, voi, in oltre tre anni avete fatto solo chiacchiere. E lavorare per il bene di tutto il territorio non può significare solo accontentare le esigenze di alcuni o meglio di pochi. 1.600.000 euro sono tante risorse, risorse che potevano essere impiegate per altro, per un bando magari dedicato ehm, alle persone più fragili, alle donne, ai minori, agli anziani, alla scuola, invece vengono utilizzate risorse preziose per finanziare i progetti spot isolati, senza avere una visione d'insieme per la regione. Quindi per tutti questi motivi anticipo che il mio voto a questa proposta di legge sarà contrario. Grazie consigliera Bora. Non ho altri consiglieri, invito i consiglieri che vogliono intervenire a iscriversi. Consigliere Carancini, prego. Sì, grazie Presidente. Intanto, voglio ringraziare prima di tutto gli uffici del, dell'Assemblea legislativa e quella della Giunta per i documenti messi a disposizione. Voglio fare un piccolo rilievo, che magari sarà inutile. Non vedo nella proposta relativa all'assestamento la firma della dirigente del Dipartimento. Francamente con simpatia e per la stima che ho nei confronti di quella persona, avere all'interno di quel documento la firma del dirigente del Dipartimento sarebbe stato come dire, un atto secondo me serio e dovuto e io credo che per i prossimi assestamenti sarebbe auspicabile. Non posso non notare un altro aspetto, perché la forma come ci hanno insegnato è anche sostanza. C'è un solo assessore su quei banchi in assestamento, un solo assessore. Io penso che nessun consiglio comunale in sede, bilancio, in sede di bilancio, lo dico a chi ha fatto il sindaco, perché chi fa il sindaco sa bene che gli assessori nelle, nei passaggi di bilancio debbono stare in aula, perché è lo strumento più importante. Voglio ringraziare i relatori, entrambi, sia Marta Ruggeri che ha in maniera molto puntuale, condivido moltissime delle questioni, anzi direi complessivamente, perché ha toccato con serietà e sinteticità tutte le questioni. E mi fa piacere anche politicamente, non lo nascondo, perché comincia a intravedersi una assonanza rispetto alle questioni e soprattutto una concretezza. Eh, seconda questione, ho, ho apprezzato anche Ciccioli, lo dico con franchezza, perché Ciccioli mette a nudo in maniera, devo dire, cinica quello che è il senso di questo assestamento. Io lo ringrazio perché le nostre contrapposizioni che ci stanno mi fanno scoprire un consigliere regionale, peraltro direi... In alcun, sempre più mi viene da dire con alcuni passa, in alcuni passaggi con onestà professionale. E Ciccioli non parla dei due argomenti centrali di un assestamento, ovvero di un bilancio. Io credo che non debba raccontare a lui o a voi o a, no, a noi stessi quali sono le due voci di bilancio fondamentali di un, del nostro bilancio. Lo sapete tutti. Quali sono la sanità? E il TPL bene sulla sanità non c'è un centesimo al di là di quello che può riguardare il parcheggio citato da Ciccioli. Io sarei stato zitto: il parcheggio di Torrette metterlo, ma poi su questo vedremo l'altro elemento. Il trasporto pubblico locale Cesetti oggi ci racconta che gran parte dei 4 milioni. Che avete messo sul, sul, sull'assestamento andrà fermo. Io non ci volevo credere. Ma mi, mi avevano avvertito che Ceroni, o Cerioni non so come si chiami, che ha un, un conflitto di interessi vergognoso rispetto alla questione del trasporto pubblico, è, credo, un dirigente. Se sbaglio, correggimi. di una società di trasporti di Fermo o qualcosa del genere? È, ah, è presidente, ancora peggio. E se tutti i soldi vanno a fermo, senza avere un quadro dei due temi, qualcosa non, c no, non fila. E lo dico ai consiglieri. Guardate, è il bazar delle marchette questo assestamento. Il bazar delle marchette. Ci stanno, tanto per darvi un numero, oltre 33 interventi sotto ai 20.000 euro degli 81 interventi in tabella E. Io non so se vi rendete conto e dico alla Marta Ruggeri che non è grave che fate il bazar delle marchette, ma fate un secondo elemento più grave a mio modesto parere, perché ognuno fa la politica che vuole. Il bazar delle marchette sostanzialmente è discrezionale, cioè voi non mettete in campo nelle scelte. Che non si condividono, neanche un meccanismo che consente ai comuni, a tutti i comuni piuttosto che agli amici degli amici, di usufruire del bazar della marchetta. È più grave questo. Siete discrezionali, li date come vi sono simpatici. Più, come dire, prevalentemente andatelo a fare un, una, una verifica a chi date queste risorse. Poi secondo elemento l'ha toccato in maniera puntuale direi precisa sia Marta Ruggeri ma mi pare anche Fabrizio il fondo speciale per il finanziamento delle leggi legislative quello è un, una, una tasca da dove voi andate ad attingere ugualmente per andare in maniera discrezionale a dare risorse ma c'è un'altra cosa che io non so se parlerà dall'aldilà, diciamo, da fuori dall'aula consigliare Brandoni. Voi che cosa fate? Inserite un fondo, eh, un fondo di riserva di cassa di 100 milioni. Ora qualcuno mi dirà, guarda, non capisci niente e io accetto. Ma sapete che il fondo cassa di 100 milioni è un fondo cassa che viene utilizzato strumentalmente ovviamente in maniera legittima, senza il passaggio attraverso i percorsi istituzionali normali, come avviene per il fondo, fondo di riserva di competenza. 100 milioni vuol dire che voi, tra virgolette, distraete 100 milioni a beneficio dell'esecutivo e della struttura dirigenziale. Mi pare un fatto estremamente grave. Sulla questione relativa, sulla questione relativa a, a che cosa si sarebbe potuto fare, guardate, noi abbiamo, abbiamo provato, come sempre abbiamo fatto come gruppi, gruppo consigliare di, del Partito Democratico, a dare sostanzialmente un segno, un segno per tentare di spostare, modificare. L'orizzonte dei piedi di un assestamento come questo, provando a cercare Assessore Ciccioli, consigliere Ciccioli, un pezzo di anima al bilancio e lo abbiamo fatto. Poi vedrete gli emendamenti: uno, per quanto attiene i fondi delle residenze protette. Io non so se ve lo ricordate voi, voi avevate promesso. 5 euro, 5 euro alle residenze protette di aumento della tariffa, perché come sapete meglio di noi quelle strutture che servono migliaia di famiglie, migliaia di famiglie. 16.000 16 dipendenti e quattordicimila posti letto sono alla canna del gas. Io ricordo bene il primo intervento di Ciccioli in commissione su sull'assestamento. Dobbiamo cercare delle risorse. Ecco, noi abbiamo fatto un emendamento. Noi speriamo che da questo punto di vista vi sia la possibilità di dare. Come dire un segnale serio di impegno da parte dell'aula dell consigliare il secondo è il TPL. Anche qui lo hanno richiamato Fabrizio Cesetti molto puntualmente Marta Ruggeri. Ma voi vi rendete conto a che punto siamo sul TPL? Ora la favoletta, la favoletta giusta del fatto che siamo gli ultimi perché è colpa di quelli che c'erano prima, allora io vi voglio dire. Ma voi siete stati eletti, come dire, vi siete vantati di essere qui e governare per replicare quello che hanno fatto loro, ammesso non concesso che fosse eh, possibile? O siete stati eletti e volete governare per poter fare meglio? Lo sapete quanti soldi sono stati messi dalla, regio dalla Regione Abruzzo sul trasporto eh, pubblico locale? 195 milioni eh, per quanto riguarda l'Umbria 125 milioni. Poi, ci, siccome c'è un emendamento cercherò di dare, nelle marche, sostanzialmente il costo chilometrico del il costo chilometrico del, 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 del trasporto pubblico è praticamente la metà di tutti gli altri. Allora, io vi dico vi siete messi come dire. Eh, eh, allungati in mezzo alla strada nel vostro, nella vostra filiera istituzionale per come dire, eh, rivendicare, ribaltare l'ingiustizia di un trasporto pubblico a livello nazionale dove siamo gli ultimi? Ma non erano amici vostri ai quali potevate dire non fateci un favore. Di, Rimettiamo in posto, lo sapete che nel 2023 ci sono 200 milioni in più sul trasporto pubblico nazionale e voi avreste potuto riequilibrare? No, non l'avete fatto, non l'avete fatto. Io voglio dirvi, un minuto e venti, per dirvi che siete alla frutta dal punto di vista politico. Ho letto l'intervista, non c'è il, il nostro amico... Eh, nostro amico Salta Martini, guardate, mi fa tenerezza. Ho letto l'intervista di questo nuovo sottosegretario. Dobbiamo riportare fiducia, entusiasmo e speranza, rivedere processi operativi, modificare consolidate abitudini, evidentemente negative perché se sono buone abitudini non le modifichiamo. Ma una persona che dice questo, ma io dico la dignità di un assessore alla sanità che viene smentito, e in una qualche. Io credo che siamo alla, allo sbando, non voi. È allo sbando la Regione Marche, i cittadini che hanno affidato a voi nell'avventurismo le scelte, di. anzi le non scelte. Siete un non luogo della politica, siete un non luogo delle scelte regionali. Ora io vi dico. Provia, provate ad avere un atteggiamento positivo rispetto alle proposte che arrivano da questa parte del Consiglio regionale grazie grazie consigliere Carancini non ci sono prenotazioni c'è qualche collega che si vuole prenotare quindi a questo punto chiudo la discussione generale si è... Prego consigliere Ciccioli per l'intervento. Ah ok, allora chiudo la discussione generale. Eh, L'assessore Brandoni non si. Quindi no. E allora la parola al, ai relatori di maggioranza e minoranza. Prego consigliere Ciccioli. Sì, io francamente ho un compito molto semplice. Pensavo di avere un compito complesso, difficile, invece è molto semplice. Allora, noi abbiamo dovuto fare i conti, in questo caso proprio i conti, con le opportunità che avevamo sul campo. Cioè, certo, se uno avesse molti più soldi potrebbe fare molte più cose. Questo era quanto, questo era quanto possibile fare. No, no, Chiedo scusa. Fare. Okay, okay. Ah, c'è l'assessore, chiedo scusa, non è Prego. Paola, come faccio adesso qui? No, c'è un microfono. L'assessore Brandoni che forse deve chiudere. No, forse c'è l'assessore che stava collegandosi ci saranno qualche difficoltà di collegamento. Mi Consigliere Ciccioli, è in linea l'assessore quindi, con il permesso, diamo la parola all'assessore Brandoni. Grazie. Prego, la parola all'assessore Brandoni. Prego, eh, mi dà la parola, ma non, non, non sento. Mi sentite? Sì. Noi sentiamo. Un... Eh? Mi sentite? Se si può alzare un po' il volume del collegamento. Allora. Eh, volume del collegamento Ma Ma se si può alzare un po' il volume del collegamento sì, un attimo che abbasso il tablet dove c'era allora adesso mi sentite, scusate sì, sentiamo, poco. sentiamo poco Paola, scusi eh. Paola, dov'è il volume in questo che mi avete portato già. È eh, però così non sentiamo nulla. Un attimo, un attimo. Eh, vedo microfono e poi. Ah, Quindi io direi, consigliere Ciccioli, se è possibile riprendere il suo intervento cercando di ripristinare un collegamento degno, quantomeno, da parte dell'assessore. Prego, consigliere Ciccioli, grazie. Intanto no, sei... il mio intervento è comunque in linea con quanto discusso, ovviamente in maggioranza con l'assessore, quindi non è che ci sono grandi problematiche e poi l'assessore può fare anche la conclusione del dibattito, volendo, e quindi può parlare alla fine degli interventi anche di replica o le dichiarazioni di voto. Allora dicevo che il, compito, il mio compito non è così complesso. È abbastanza semplice perché io ho ascoltato alcune delle motivazioni i soldi disponibili erano quelli quindi o si mettevano in un capitolo di spesa o in un altro non era mano una manovra più maggiore non era possibile perché tra impegni di spesa spese già eseguite ed altre cose questo era lo spazio per la manovra disponibile io mi sono riconosciuto totalmente in negli interventi dei consiglieri d'opposizione con i miei interventi di opposizione, quando ero qui. Perché? Perché quando puoi parlare non devi fare, eh, uno fa quello che facevo io e quello che fate voi adesso. Perché quando mi si dice per il trasporto pubblico locale bisognava mettere di più io sono totalmente d'accordo con voi ma se non c'erano i soldi di più e addirittura per riuscire a mettere quei soldi abbiamo dovuto evitare altre cose che pur avremmo voluto fare eh, cioè, qui, i numeri sono i numeri eh. sui numeri eh, dice 2 più 2 non fa 4 no no 2 più 2 fa 4 non ci sono altre altre, altre perché il trasporto pubblico locale e le due province più penalizzate erano Fermo, l'ultima al fanalino di coda rispetto a tutte le altre in tutti questi anni, Cesetti lo sa. E erano penalizzate, noi abbiamo semplicemente recuperato un po' la penalizzazione, e ancora l'altra che è: queste sono le due peggio messe o gestioni. Cito ancora perché lì entro nel merito: Conero Busse, gestione targata PD con un buco di 4, miliardi, 4 milioni e mezzo, di cui noi per salvarla 2 milioni l'abbiamo dati subito, una parte arriveranno i ristori e via di seguito. Allora, di che parliamo? Parliamo di quello che c'era, di quello che abbiamo trovato sul campo. E anche sul problema della tabella E, no? Dice in fondo la tabella E è la stessa cosa della tabella C, ma con una grande differenza, che i soldi che vengono dati, vengono dati alle pubbliche amministrazioni, agli enti locali, mentre se te ti vai a guardare le tabelle C, i soldi erano dati a associazioni, proloco. e... Eh, iniziative più disparate possibili. Per cortesia, eh. silenzio noi in noi aula, cortesemente. Abbiamo, abbiamo proprio imposto, cortesemente. imposto una regola. No, per favore però. Eh. Una regola che la regola fosse che i soldi vengono dati ad altri enti. La Regione è un ente sovrastante e dà soldi a enti delegati istituzionalmente inferiori i comuni, ma non solo i comuni, sono anche altri enti, ma sempre enti, quindi sempre pubblico su pubblico, per fare realizzare delle cose. Questo è un cambiamento, è un cambiamento di filiera. E poi aggiungo: eh, le difficoltà ci sono in tutte le filiere. Noi teniamo la nostra, ma qualche volta dibattito, dialogo e via di seguito c'è anche all'interno degli stessi partiti, quanto dibattito c'è all'interno del PD e eh, ce n'è tanto e quindi c'è anche dibattito all'interno e delle filiere e dei gruppi di maggioranza e via di seguito. Noi, noi, noi li, abbiamo il predibattito e il predibattito ci consente di... Affrontare molto meglio poi il dibattito, e questo è chiaro: abbiamo, abbiamo fatto queste due, le cose si dicono prima e quindi ci, ci, non c'è bisogno di parlarne dopo perché l'abbiamo già, già vista insieme. Io credo che questa sia una manovra di buon senso che arriva a dare i soldi dove in, in situazioni dove c'era l'acqua alla gola, l'acqua alla gola ci sono alcune vicende di sanità è assolutamente importanti. Uno... Grazie consigliere Ciccioli. Vediamo se è stato ripristinato il collegamento con l'assessore Brandoni. No. No. Eh, quindi eh, il relatore di minoranza, la consigliera Marta Ruggeri, se vuole. Sì, prego, eh, prego consigliera. Presidente, ma semplicemente per dire che io trovo anche. Mh, le considerazioni che ha fatto adesso il relatore di maggioranza, abbastanza deludenti, perché eh, cioè voglio dire, non fate altro che dire non siamo riusciti a fare, non abbiamo potuto fare. Poi dopo i motivi sono ogni volta diversi. Oggi non ci sono i soldi è eh, troppo eh, eh, lo sfascio che abbiamo trovato eh, per favore, per favore trovato, non, uno alla non ci per sono favore. sufficienti soldi nonostante tre anni che siete alla guida di questa regione però purtroppo ancora non riuscite a fare quello che volete i cittadini marchigiani che vi hanno dato in mano la gestione di una regione non so fino a quando avranno pazienza io vi avessi votato la starei perdendo perché ci sono troppi Ambiti in cui li, questo cambiamento tanto sventolato stenta ad arrivare, anzi, purtroppo c'è e a volte è in peggioramento. Quindi sinceramente trovo eh, questa manovra non soddisfacente alle esigenze dei cittadini marchigiani, per cui eh, la confermo la relazione che ho fatto nonostante l'intervento del consigliere Ciccioli che ha provato a spiegarmi perché dovrei vederla con occhi più gentili non ce la faccio ugualmente grazie grazie consigliera vediamo se riusciamo con l'assessore Brandoni assessore va benissimo prego Grazie Assessore. Eh, ora passiamo all'esame dell'articolo 1, dichiarazioni di voto. Come, se, sì, se, se c'è. Apriamo quindi la discussione. Prego consigliere Cesetti. sull'articolo 1. Sull 1. 1 noi, io voterò contro, perlomeno, sono contrario, perché proprio questo articolo, che tra le altre cose dimostra l'assoluta assenza non dico incapacità, perché non mi va di usare questo termine, l'assoluta assenza di qualsiasi programmazione. E di qualsiasi respiro strategico di una manovra economica che appunto dovrebbe dar corpo e sostanza a quelli che sono gli obiettivi di governo di una giunta, di una giunta regionale. Colgo l'occasione però, Presidente, per rispondere al capogruppo Ciccioli, relatore di maggioranza, il quale dice che la situazione è la conseguenza dello sfascio che abbiamo trovato. Per fortuna, Ciccioli, che avete trovato lo sfascio. Se è vero, come è vero, ero io l'assessore al bilancio, che vi ho lasciato una regione con il debito ridotto di oltre il 30%, 31 e qualcosa, una regione che ha la più bassa, una delle più basse tassazioni, una regione dove il rapporto tra tassazione e servizi è un rapporto ottimale, un bilancio che è stato sempre parificato nei sei anni in cui io ho fatto l'assessore. L'assessore al bilancio, una regione che è stata capace nei momenti di difficoltà, pensiamo alla pandemia, di destinare 210 milioni di euro alle famiglie, agli uomini, alle donne, agli anziani, ai giovani, no, alle attività economiche di questa, di questa regione, un'amministrazione un della nostra che ha dovuto far fronte al terremoto che ha destinato, destinava, anticipava per il terremoto oltre 40 milioni all'anno, quindi è tanto vero che voi oggi questa giunta, nell'assenza di un assestamento che sia un atto politico di programmazione come dovrebbe essere, di fatto questa giunta sta ancora operando a tre anni dal suo insediamento con l'ultimo bilancio che abbiamo presentato noi nel 2019, il bilancio 2020. 21 e 22 20, 21 e 22 silenzio fanno... in aula cortesemente io se fanno tanto io parlo ovviamente perché per favore se i consiglieri Poi... possono accomodarsi al loro posto naturalmente chi non vuole rimanere in aula è pregato di, di uscire eh, io... e se ripristiniamo un silenzio anche di rispetto nei confronti di chi sta parlando. Grazie. Qualcuno, Presidente, non ascolta perché gli fa male. Qualcun altro perché, come Bilò, ad sempre in corso condivide quello che io dico. È finito. Diamo... Ah, va bene, grazie. Consigliere Garancini, prego. Sì, Presidente, io volevo intanto dare atto, perché un buon servizio è anche riconoscere alcuni passaggi, va dato atto che almeno per le mie diciamo, elementari competenze l'articolo 1 che non fa altro che riportare residui attivi e passivi del rendiconto. Del, eh, dell'esercizio 22 so, è un risultato positivo. Si riducono, almeno per quello che eh, posso comprendere, si riducono certamente i residui attivi, che vuol dire sostanzialmente migliorata capacità di ricavo, di incasso del, dei crediti regionali, ma si riducono, anche, eh, si riducono anche i residui passivi che ugualmente invece dimostrano una capacità eh, di poter far fronte ai debiti regionali eh, in maniera significativa. Passiamo sostanzialmente rispettivamente per i crediti eh, residui attivi da 2.800.000. Uh, 2, 800, uh, 2 miliardi 851 milioni a, 1 miliardo e, uh, a 2 miliardi mentre i residui passivi passiamo da 2 miliardi e 198 a 1 miliardo e mezzo e intanto va dato atto che dal punto di vista del, uh, della contabilità certamente è un dato positivo, certo lo dico perché sarà poi oggetto di una discussione. Eh, sui residui attivi lo dico al Presidente Marinelli, ai miei a, eh, colleghi consiglieri, in particolare anche ai miei colleghi del gruppo. Eh, I residui attivi incidono evidentemente sul fondo crediti dubbia esigibilità. Sono la prima fonte di tutto ciò. È, è evidente che di fronte a una riduzione dei residui attivi si ha l'impressione che l'andamento del rapporto fra il, front, il fondo crediti dubbia esigibilità e i residui attivi abbiano una valenza certamente positiva. Sarei stato preoccupato del contrario. Al di là dei criteri con i quali, comprensibilmente, gli uffici calcolano, calcolano il fondo crediti dubbia esigibilità, che naturalmente. No, no, non, guardano la non guardano la forma e la politica, guardano solo la forma. Giustamente ognuno eh, tende a coprire se stesso. Però mi sembrava importante sottolineare questo aspetto. Grazie. Grazie consigliere Carancini. Non vedo altri iscritti, quindi io passerei alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda l'articolo 1. Consigliere Cesetti avevo anticipato, quindi adesso chiedevo ovviamente conferma per il gruppo perché eh, eh, devo chiedere al mio gruppo perché io dico sono contrario ma io non dispongo della loro volontà diciamo la invoco, la invoco, vi do. e quindi adesso che me l'hanno diciamo declinata coerentemente con la mia il gruppo del Partito Democratico voterà contro voterà contro perché è appunto è un atto di bilancio però io, con l'occasione, devo completare l'intervento di prima. Voi capirete che approfitto diciamo, di questa circostanza. Dicevo appunto che eh, questa amministrazione non ha mai fatto un bilancio, vero? Mai, mai. Tant'è che opera ancora con il bilancio Carancini, il bilancio che abbiamo fatto. Per favore, noi... silenzio oh. in aula. Sì, per cortesia. Eh, Chiedo è... scusa, consigliere Cesetti, per favore. Se possiamo accomodarci tutti. Però Presidente non mi tolgo no. il tempo. No no, 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 perché io ne ho bisogno, lo compro solitamente. Bene, lo acquisto. Am... diciamo. Prego consigliere, eh. grazie. Allora, dicevo, col mio bilancio la dimostrazione qual è? Lo spostamento avanti delle risorse dell'IRCA lo spostamento in avanti, come ce la delle risorse messe dal sottoscritto per l'ospedale di Fermo e tante tante altre cose. Segno evidente di una diciamo incapacità anche di spesa, di spesa delle, delle risorse. Quindi si sta lavorando lì. E poi per riguardo il resto, parlava, diceva Ciccioli del TPL, è ovvio. La nostra regione è L'ultima in Italia, una delle ultime per i trasferimenti da parte del governo, del governo centrale delle risorse per il TPL, Però questa maggioranza è tre anni che governa e ha un governo oggi che diciamo la presa a modello è un, un, un governo che diciamo è sovrapponibile sotto l'aspetto politico e quindi cosa osta all'interno della conferenza delle regioni? Ottenere dal governo una diversa ripartizione per quanto riguarda la regione Marche, che è appunto una delle ultime, no? Questo è. Questo è. E poi da ultimo, sempre per rispondere, perché ma questo io gli rendo merito perché Ciccioli è diciamo, talmente consapevole della sua forza politica che di fatto ammette, ammette no? quelli che sono le, le diciamo, le. Le, le defaianze di questi strumenti di bilancio, però l'ulteriore dimostrazione chiudo qual è? Non solo quindi che vi abbiamo lasciato una regione sotto il profilo del bilancio a posto no? in equilibrio perfetto e quasi un modello, ma la prova qual è, Ciccioli? È che questa maggioranza ha confermato tutta la struttura, la struttura tecnica organizzativa che c'era sotto la nostra gestione dai dirigenti alle posizioni organizzative tutto. Segno evidente che quindi non ha ereditato lo sfascio, ma ha ereditato delle grandi opportunità che ovviamente a distanza di anni non ha saputo cogliere e un motivo c'è per la incapacità di questa programmazione, perché se è vero che il bilancio è la delega politica per eccellenza, dirò più tardi per quale motivo diciamo, questa delega politica non è stata esercitata. Grazie consigliere Cesetti. La parola al consigliere Ciccioli. Prego. No, molto tranquillamente, e molto semplicemente. Eh, il bilancio precedente, io avevo mero letto a suo tempo, nell'inizio di questa legislatura, della riduzione del debito. Cosa merita? Ma rid per ridurre il debito erano state fatte meno opere. Noi abbiamo cercato di dare un grande impulso alle opere, anche quelle, pensate, che adesso ricordava la consigliera Bora, dice ma noi queste cose le abbiamo pensate e le abbiamo dette e noi alcune di queste cose valide non solo le abbiamo cercate di fare, no, siamo passati dal pensato al detto al fatto che è un cambiamento non da poco cioè un conto è farle, un conto è dirle dice al poro barigello d'Ancona parlando non è fatica quindi noi abbiamo cercato questo ci ha ristretto i margini di spesa per altre cose ulteriori ma quando uno inizia a spendere le cose le fa il bilancio si consuma e questo è un dato che non è, è ineludibile e io su questo anzi sono orgoglioso che il molto è stato speso e abbiamo dovuto eh, Arrampicarci sugli specchi, uso questa cosa per cercare di fare le cose più importanti subito e trasferire alcune al primo gennaio. È evidente che essendo oggi il 24 ottobre, il primo gennaio non è molto distante, tenendo presente che poi ci sono i tempi della spesa e quant'altro. Così siamo riusciti a recuperare un po' di soldi per fare le cose che erano ancora più urgenti di quelle che sono sicuramente da fare, ma che le cui spesa è oltre il primo gennaio. Grazie, consigliere Ciccioli. Mettiamo in votazione. Eravamo nella dichiarazione di voto, consigliera. No, ci mancherebbe. Il suo gruppo ha fatto. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'articolo 1. Prego, votare. Votazione chiusa. Articolo 1 approvato, favorevoli 16, contrari 7, nessuno astenuto. Passiamo all'articolo 2. Apriamo la discussione. Prego, consigliere Cesetti. La giacenza di cassa che aumenta, se non sbaglio, di 200.000 euro rispetto a quella precedentemente stabilita. Ciccioli che insiste, eh, però io devo rispondere così resta verbale. A parte non si capisce quale opere loro hanno fatto. Io non ne vedo una sul territorio regionale. Bilò. Tutte le opere che si stanno realizzando sul territorio regionale sono quelle che abbiamo finanziato noi. Così rispondo anche alla Marcozzi, va bene? Infatti, se noi prendiamo esempio l'infrastruttura, affermo no? Eh Bilò stanno facendo la rotatoria di San Marco, finanziata dalla Casini con gli FSC, da noi, quindi in giunta. Le opere di adduzione all'ospedale di Fermo, 3 milioni e 6, quelle 800 mila, st le stanno facendo da noi. La corte, la corte che da Torre San Patrizio scende giù, la sta da noi, finanziata da noi. La lungotenna, da noi. La variante di Molini-Girola, che dà la variante del ferro, adesso se la vedete, bilò, bella, la stanno facendo a grandi corsie per raggiungere Gambiglione, sono le risorse 4 milioni e 880, me le ricordo, che noi abbiamo destinato da, da qui a Fermo, alla provincia di Fermo. La circonvallazione di Amandola, 6 milioni e 200 mila euro, li sta, sta facendo, l'abbiamo destinate noi da qui alla provincia, alla provincia di Fermo. L'ospedale di Fermo, finanziato con 110 milioni. No, no, parliamo di Fermo, parliamo di Fe eh, Se parliamo di Macerata, se parliamo di Macerata... L'ospedale di Amandola è finito, quello di Fermo pure. Noi abbiamo fatto tutto questo, Marinelli, riducendo il debito del 31%. Risulta, abbiamo ridotto il debito e abbiamo fatto le opere. In più abbiamo finanziato 210.000 euro il famoso bazooka di Cericioli. Io ero l'assessore al bilancio. Dopo la pandemia, 210 milioni quando le attività stavano chiuse. Abbiamo finanziato il Salesi, abbiamo finanziato l'Irca che voi spostate in avanti, abbiamo salvato il 6 milioni no, con l'ultima. No, con no, no, per favore, ci per abbiamo, favore. Allora, Ce gli interventi, messo, come ben sapete, consiglieri ci abbiamo, uno alla volta. Ci abbiamo messo le risorse e se, quel, se, quel, se quell'ospedale dove era stata messa la prima pietra... Ex, dal presidente della giunta regionale SPAC, candidato con voi nel 2015, la prima pietra nel 2014, se quello è ripartito, è ripartito per noi, non per voi, l'abbiamo finanziato e abbiamo ridotto il debito. Ditemi voi quale vostra opera a distanza di tre anni si sta realizzando. Zero, zero titoli, dice Murigno. Grazie, consigliere Cesetti. La parola al vicepresidente Biancani, prego vicepresidente. No, io volevo andare a sostegno, anche se non ha sicuramente bisogno, perché il consigliere Cesetti, come sapete, eh, non ha bisogno di sostegno da parte di nessuno, tantomeno del mio. Però sono... e eh, neanche lo vuoi. Però rimango come dire, vengo, vedo che non solo nella provincia di Fermo, ma in tutte le province continuano a essere fatti annunci che partono nuove opere, nuove nuove strutture, l'ultima ieri che hanno presentato a Pesaro sulla centrale operativa del 118, tutti sanno benissimo che per fare un'opera pubblica non ci vuole una settimana, ma ci vogliono anni. E ovviamente le opere pubbliche noi le abbiamo finanziate, abbiamo, a voi siete arrivati, quella centrale operativa, c'era già lo studio di fattibilità pronto, ci avete messo tre anni a fare il progetto per andare in appalto, quello è il tema. Eh, eh, ridi 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 pure eh, voglio vedere quelle, il problema qual è che te la prossima volta probabilmente neanche io non ci saremo neanche e quindi non saremo in grado di capire quelle che sono le opere no, no, quelle che sono le opere che oggi il vostro assessore è, annuncia a destra e a sinistra ma sta annunciando sta a solo fino ad oggi demolito le opere pubbliche che erano pronte per partire, quelle che gli piacevano le ha fatte partire grazie ai progetti di fattibilità e grazie ai finanziamenti già fatti e ad oggi non abbiamo visto niente di nuovo, non c'è un'opera nuova in tre anni che è partita, sono partite le opere che erano già previste e le erano già finanziate, questo è un dato di fatto, dopodiché ognuno può dichiarare quello che vuole. Voglio invece fare i complimenti perché l'unica eh, avevo fatto due interrogazioni per quanto riguarda invece insieme al gruppo del Partito Democratico, non mi ricordo se l'aveva firmata anche la consigliera Ruggeri, perché molte cose le facciamo insieme, alcune sì, alcune no, rispetto all'aumento delle risorse per quanto riguarda eh, la vita indipendente, l'assessore oggi Salta Martini è dovuto uscire e mi auguro che questo trend di aumento delle risorse venga, venga mantenuto anche negli altri bilanci. Perché è chiaro che servono risorse per fare i nuovi bandi, ma sicuramente, ma servono risorse anche per aumentare l'indennità rispetto a quelle che sono le spese che realmente oggi hanno eh, queste persone che hanno bisogno di un'assistenza, chi ha 24, chi un po' meno, ma comunque di un'assistenza sempre importante che può arrivare a costare anche circa 25 mila euro all'anno. Quindi bene continuare in questa direzione, questo lo voglio, voglio dare atto, perché è una richiesta che avevamo fatto ed è stata come dire, portata avanti. Ma non deve la cosa di, di, temporanea di un anno perché magari sia in un periodo particolare ma questa deve essere una volontà politica che riconosce a queste persone anche per i prossimi anni i finanziamenti necessari grazie grazie vicepresidente la parola al consigliere Ciccioli prego consigliere no io non, eh, francamente alla, alla fine ci ripetiamo sempre le stesse cose non vale anche la pena noiamo noi stessi però fa, voglio fare un esempio l'IRCA di Ancona allora, l'IRCA di Ancona è stato finanziato, se ricordate, addirittura nel 2010, parliamo di 13 anni fa, giunta Spacca, seconda giunta Spacca, non è andata avanti, 2015 Spacca non era, solo per onore del vero, Spacca non era in coalizione col centrodestra, tant'è vero che perdemmo le elezioni, Spacca fece la sua Marche 2020 e via di seguito. E andammo separatamente, quindi non era con noi nel 2020. Spacca è uscito di scena, non si è presentato. Avrà dato il suo voto, avrà avuto le sue preferenze. Ma comunque non c'era un'alleanza organica. E l'Irca, in tutti questi anni, è stato fermo. Finalmente quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati lo, lo dico perché, come uno conosce bene le cose di Fermo, io conosco bene le cose di Ancona. Abbiamo trovato semplicemente una buca, cioè neanche le fondamenta, le palificazioni non erano finite, c'era l'escavazione dove sarebbe dovuto sorgere l'IRCA, era quindi 2010-2020, non c'era l'IRCA, non c'era niente. Adesso siamo al 2023, faticosamente la ripartenza, faticosamente è stato ripartire. Adesso siamo arrivati alla copertura degli immobili, stiamo realizzando addirittura la viabilità, stiamo pensando come può essere perché quello diventa un nodo difficile dal punto di vista di viabilità, ci sono da finanziare gli arredamenti che non erano previsti nel finanziamento, quindi siamo anche lì in difficoltà, dobbiamo dare ulteriori soldi, ne abbiamo già messi ulteriori e l'IRCA finalmente, io voglio sperare, mi dicono che nel 2024 sarà finito siccome bisogna prevedere i ritardi delle aziende, il maltempo, eccetera, nel 2025 io voglio dire che eh, perlomeno si insedierà una parte dell'IRCA, si trasferirà da Ancona, dalla via della Montagnola, lì. Quindi eh, noi siamo concreti, cioè sta roba l'abbiamo non pensata o progettata, abbiamo fatto, la stiamo facendo, cioè, tu passi lì alla rotatoria dell'Aspio dove si prende l'autostrada Ancona a Sud e lo vedi. Lo vedi. Eh, cioè, dal 2020 al 2023 lo vediamo sopraelevato con gli impianti tecnologici che stanno cominciando? No, per favore, no, io credo che. Non riesco a comunicare bene eh, come ci dobbiamo comportare anche se tutti sappiamo perfettamente come. No? Allora quando parla un collega non va interrotto, poi si chiede la parola a chi è nella condizione di poterla chiedere e si va avanti con i lavori. Eh? Quindi grazie, prego. Avevamo finito la parola al consigliere Garancini. No, in intervento, non in dichiarazione. No, no, in intervento. C'è cioè, la sì. discussione aperta, consigliere. Anche qui eh, diciamo che il dato relativo alla cassa è un dato contabile positivo e quindi va riconosciuto eh, un percorso diciamo, contabile, amministrativo eh, sicuramente positivo. È l'occasione però per fare una riflessione. Speriamo apprezzata da, da eh, Ciccioli. La prima è questa. Com'è possibile immaginare o raccontare nel corso dell'assestamento che la colpa di una programmazione sta nella guerra in Ucraina? Io credo che ci vuole il coraggio per dire questo. Non c'entra assolutamente niente. La congiuntura economica, semmai, semmai, la potremo eventualmente apprezzare più avanti, ma oggi dire che sull'assestamento c'è una congiuntura Penso economica un che ne ha condizionato le scelte davvero mi sorprende. Seconda questione delle infrastrutture. Purtroppo la necessità di eh, legittimare se stessi, guardo Andrea sì. Senti che mi ascolta, spero e non abbia, fa i conti con il fatto che le opere pubbliche si fanno in anni non in giorni o in ore. E quindi, e quindi oggi, oggi vengono in avanti le opere che hanno programmato eh, le amministrazioni precedenti. Per chi ha fatto l'amministratore si sa bene che la cosa più importante per amministrare, un diciamo eh, programmare un'opera pubblica è il progetto e le risorse. Perché è evidente che, salvo fatto contrario, non credo che Ciccioli sia stato, sia andato con la camella del cemento a tirar su quel, quella... È evidente che poi entrano in gioco altre questioni, naturalmente i ritardi o i maggiori costi. Quanto alla programmazione territoriale, io cito un'opera, consigliere Ciccioli, che è l'opera sulla Valpotenza. Sono tre anni. Che stiamo cercando di mettere in campo una progettazione e quindi delle risorse, non c'è assolutamente niente. Sono state fatte diciamo, iniziative spettacolari al teatro Lauro Rossi, immaginando l'inimmaginabile. Sarebbe stato sufficiente mettere in bilancio alcune risorse per quanto riguarda la progettazione della Valpotenza se mai si avesse un'idea precisa di cosa si sarebbe potuto fare ad oggi siamo a zero ultima questione, ho 5 secondi, glielo dico nel prossimo articolo a, al buon Brandoni grazie consigliere Carancini la parola alla consigliera Anna Casini prego consigliera allora grazie presidente eh, volevo dire a Brandoni benvenuto nel mondo reale perché ha scoperto che esiste una percentuale nella quale noi siamo sfavoriti rispetto ai trasporti, ma questa è una cosa storica. E mi domando perché lui che ha una filiera di tante regioni, come mai soltanto la Puglia ha votato con lui per aumentare questa percentuale, poteva chiedere alle altre regioni di fare il sacrificio di rinunciare a una parte della percentuale. Lo dico perché è facile lamentarsi, è molto più difficile portare a casa dei risultati. E il problema della, del riparto sui trasporti è un problema molto serio che non si può attribuire né alla Giunta precedente e che trovo difficile attribuire anche oggi all'assessore, pur sapendo che lui avrebbe una maggioranza piena per potersi far appoggiare. Ma è un po' difficile che le altre province rinuncino, bisogna negoziare negoziare perché si è, parlata della, è parlato della provincia di Fermo ma per esempio negoziare significa portare a casa eh, dalla conferenza delle regioni portare a casa 160 milioni di euro che sono stati spesi tutti per l'agricoltura delle aree terremotate dico che sono stati spesi tutti al netto di quello che ha fatto ANAS altro punto eh, 9 milioni di euro per non si capisce se l'ospedale nuovo di Pesaro per l'adeguamento energetico che non si sa neanche quello che è, non è spiegato. Oh, per il progetto è poco: 9 milioni, signori miei. Quindi se ci volete mettere le risorse per il progetto andate a vedere le tabelle professionali, ci vuole poco. Prendete un ragioniere, eh, gli fate vedere perché non serve neanche un laureato. Basta vedere la tabella. E si vede perché se è così facile, come dice, eh, come dice Ciccioli, eh, progettare e trovare le risorse, allora io gli vorrei ricordare a Ciccioli che eh, l'Irca e il Salesi, la prima, non solo la prima pietra, ma i cantieri sono stati aperti dalla giunta precedente. È chiaro che oggi vediamo l'impalcato, come stiamo vedendo i lavori sull'Ascolimare. Ma i lavori sull'Ascolimare, che sono oltre 11 milioni di euro, non sono stati trovati da questa giunta. E sono stati rifatti perché non so se vi ricordate com'era il fondo dell'Ascolimare, no? Ve lo ricordate che a Castelli Lama si rischiava di uscire fuori strada? Quindi lì è stato rifatto, sono stati rifatti tutti i fondi, tutti i viadotti, messi in sicurezza tutti i viadotti e adesso si stanno mettendo in sicurezza tutti i gardley centrali. Quindi io vorrei dire. Si stanno i cantieri aperti in questo momento, sono cantieri finanziati e progettati dalla precedente giunta. Aspettiamo di vedere i vostri cantieri, perché per ora abbiamo visto solo inaugurazioni di opere precedentemente progettate e finanziate. Grazie consigliera. Non ci sono altri interventi, quindi dichiarazioni di voto per l'articolo 2. Se non ci sono dichiarazioni di voto mettiamo in votazione l'articolo 2. Votazione aperta. Ecco. Votazione chiusa. 17 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto, approvato. Articolo 3, discussione aperta. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'articolo 3. Aperta la votazione. Votazione chiusa. Approvato. Favorevoli 17. 6 contrari. Nessuno astenuto. Articolo 4. Discussione aperta. Nessuno, nessuno per la discussione. Dichiarazioni di voto. Chiedo scusa, gli emendamenti sono dopo. Adesso è l'articolo 4. Poi c'è il 4.1 e lì iniziano gli emendamenti quindi prego, discussione aperta consigliere Garancini no, chiedo scusa, ero fuori allora, sul 4 nella consapevolezza dell'ignoranza tecnica c'è un dato che stupisce se c'è l'assessore Brandoni diciamo in ascolto sarei interessato nella rideterminazione alla contrazione dei mutui, a dei mutui eh, che riguarda ovviamente gli anni pregressi c'è una cancellazione che non è chiara. Per quale ragione si cancellano 92 milioni di un mutuo previsto da contrarsi nel 2022? C'è una qualche ragione tecnica. O si intendono liberare risorse correnti per altro tipo di scelte? È evidente che, almeno istintivamente, cancellare un mutuo previsto nel 2022 di 92 milioni, naturalmente, è un dato assolutamente negativo dal punto di vista della programmazione. Per questa ragione, andrebbe davvero spiegato e soprattutto in una qualche maniera anche denunciato dalla maggioranza su questo. Perché è evidente, mentre tutti gli altri riguardano eh, modifiche piuttosto semplici, io ricordo che alcune di questi, queste autorizzazioni riguardano la copertura delle, degli eventuali disavanzi, sono addirittura dell'anno 2007, questo del 22 è davvero un mistero. Se si prevede un mutuo, si prevede, diciamo, la contrazione, si programma la contrazione di un mutuo a 92 milioni, cancellarlo nell'assestamento del 23 davvero una cosa piuttosto strana. Grazie. Grazie consigliere Carancini, non ci sono altri interventi, quindi per. Solo per spiegazione. Prego consigliere. E siccome come è noto i bilanci devono buttare a pareggio, questa è una regola fondamentale, non è che possiamo usare. questo mutuo che non viene utilizzato viene semplicemente spostato. Tutto qua. Grazie consigliere Ciccioli. Discussione chiusa. Quindi per dichiarazione di voto, consigliere Garancini. Allora, intanto io chiedo, abbiamo un assessore al bilancio, ma ci vuole spiegare per cortesia. Io mi fido e anzi lo ringrazio Ciccioli, perché si è preso, come dire, un impegno, c'è anche il Presidente, adesso è scappato un'altra volta, eh, si è preso questo onere che non spetta a lui. Dico però nel merito, ma com'è pensabile di poter dire una cosa, cioè chi, chi, chi ascolta, noi per pareggiare un bilancio cancelliamo 92 milioni come previsione di un mutuo? Ma vi sembra fatto nel 22? Oh, stava nel bilancio del 22, ma vi sembra una cosa normale? Io lo chiedo, scusate, vi, Ciccioli. Mi appello alla tua onestà professionale eh, politica. Ma è normale, ma cancellerete altro? Un, 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 un mutuo che si programma nel 22, quindi immagino, immagino, che avesse da questo punto di vista una pianificazione, lo cancelliamo per far portare il bilancio. È come quando io andavo a scuola: a matematica era un disastro per far portare, scrivevo. Ma guardate che è una cosa grave. Oppure, oppure prendo un abbaio, eh, consigliere Ciccioli, perché non essendo un tecnico ovviamente su questa materia posso prendere un abbaio. Ma ce lo spiegasse Brandoni perché viene cancellato 92 milioni, 92 milioni, assessore, ce lo spieghi per cortesia. Grazie, consigliere Carancini. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'articolo 4, votazione aperta. Discussione chiusa. Ah, scusate, sì, votazione. Approvato, favorevoli 18, contrari cortesemente? 6. Bene, passiamo all'emendamento 4.1.1. Chi lo vuole illustrare? Consigliere Garancini, non so? L'emendamento 4.1.1. Se, se lo vuole illustrare. Prego consigliere. Grazie, Prego. grazie della pazienza. Consigliere Ciccioli e, e, e maggioranza tutta. Questo è un emendamento che il Partito Democratico, uno degli emendamenti che il Partito Democratico ha inteso presentare, cercando di come dire, trasformare, dare un senso all'assestamento. E, e ovviamente parte da una delle maggiori criticità che la regione Marche purtroppo in questi tre anni ha manifestato. Come è una confessione, lo ha detto Brandoni pochi minuti fa, ha detto metteremo nel prossimo bilancio 8 milioni per le residenze sanitarie assistite. Allora io credo che la responsabilità di un consiglio regionale che possa dare immediatamente un segno forte, anche perché la credibilità è pari a zero. L'assessore alla sanità e altri più volte avete come dire, raccontato a fronte delle emozioni o delle interrogazioni che vi sareste impegnati. Vi siete impegnati e non l'avete mai fatto. Questo è un emendamento, è un'occasione per poterlo fare. Gli emendamenti della stessa natura sono due. Uno che prevedono un impegno di 15 milioni e uno che prevedono un impegno di 10 milioni. E ovviamente ci sono tutte le caratteristiche per approvarlo, perché? Perché il fondo, il capitolo da cui si attinge, è un capitolo della sanità e riguarda essenzialmente il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Ora, Sarebbe complicato eh, come dire, giustificare o, o comprendere che eh, non, venga, non venga approvato. Naturalmente il merito sarebbe vostro perché voi contribuite in maniera determinante, avete la maggioranza, ad approvare questo emendamento. Io non vi ricordo, perché lo sapete certamente, quale tipo di condizione oggi si trovano le residenze protette in relazione alle tariffe ferme dal 2005, risorse che solo a recuperare l'inflazione eh, eh, degli anni si sarebbero sostanzialmente dovute moltiplicare quattro volte quello che abbiamo indicato. Siccome crediamo che debba essere responsabile provare a dare un segnale, Abbiamo proposto queste due soluzioni, una da 15 milioni e quella successiva da 10 milioni. In questo modo si recupererebbe solo una parte e già sarebbe una scelta, eh, scelta eh, responsabile. Grazie consigliere Carancini. Non ci sono altri interventi? Sì, consigliere Mangialardi, prego. Eh, grazie Vicepresidente, buongiorno a tutti. Eh, io penso che la... intanto devo ringraziare il collega Carancini per, per, uh, come pr primo firmatario, ma che raccoglie, che raccoglie un, dire, un percorso che noi abbiamo fatto e che abbiamo messo sempre a disposizione in tutti gli atti di bilancio. E lo dico adesso, l'assessore non c'è, forse mi dovrò rivolgere al sottosegretario, ma va bene tutto. È così. Cioè voi vi prendete gli impegni con gli antigestori, garantite l'incremento delle tariffe, ve lo fate voi, non è che lo facciamo noi, lo fate voi, le incontrate, uh, vi, vi date una tempistica. Uh, andate a raccogliere le istanze Carancini di quello che succede nelle altre regioni perché le altre regioni hanno investito sapendo beh, che le RSA sono in grandissima difficoltà, non ve lo dobbiamo elencare ogni volta, che hanno avuto il Covid, che hanno dovuto ridimensionare, sono, sono rimasti senza, eh, senza eh, pazienti, hanno dovuto ri, ridistribuire all'interno delle strutture, hanno i costi dell'energia. Eh, hanno le tariffe più basse d'Italia e voi perdete uno, ogni volta un'occasione. Allora noi ve la rimettiamo a disposizione modulata. Se 15 milioni vi sembrano troppe, eh, avete quella la proposta da 10? Eh, 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 oppure chiamate il presidente e ancora una volta, ancora una volta come siete abituati, eh, date le garanzie per il. Io penso per il bilancio, perché eh, io sto dentro il, il solco che, che, che dice Ciccioli. In questo caso, se si, si discosta, è già, questa è, è già una proiezione eh, del prossimo bilancio. Vi conveniva correggerlo qui, eh, perché sennò dovete dire non siamo stati in grado e lo, lo siamo costretti a rimodularlo nel, nel prossimo passaggio. Quindi io vi invito a riflettere, perché sennò ci perdete ulteriormente la faccia. Con le famiglie, con gli ospiti, con gli operatori e con eh, tutti gli enti gestori. Perché. Ehm, Com'era? Ecco, e quindi vi invitiamo a eh, votare il nostro emendamento. Grazie. Consigliere Evangelardi, la parola al Consigliere Marinelli, prego. Sì, grazie Presidente per eh, dire che. Eh, Vorrei ricordare che le tariffe, come è stato detto poc'anzi, sono ferme dal 2005, non c'è stato mai un adeguamento e noi nel 2005 non c'eravamo e non c'eravamo fino adesso. Fammi finire a parlare, per cortesia. Dopodiché eh, l'anno scorso sono stati dati dei contributi, viste le necessità, quindi non c'è stato un adeguamento della tariffa. Ma si è giunti a dare quello che era stato concordato agli enti gestori quest'anno è stato fatto un accordo tra gli enti gestori e la regione Marche per come diceva prima l'assessore Brandoni noi 5 euro mai 4, 57, 59 se non ricordo bene e non, sono, non fanno parte dell'assestamento perché sono fondi che vanno presi dal, dalla sanità, quindi non c'è bisogno né di spostamenti né di nient'altro. Io vi assicuro che gli enti gestori verranno oh, ristorati per quello che era stato stabilito, quindi per i 4,50 euro, quasi 5. Dopodiché, se così non è vero, potrete eh, fare, dire quello che volete. Io dico che la situazione è questa, dopo tanti anni di... Instabilità e di fermo, stiamo venendo incontro in modo serio a quelli che sono i bilanci degli enti gestori e a quelle che sono le loro richieste. Quindi, sia il primo che il secondo emendamento vengono bocciati in quanto la Giunta ha provveduto e sta provvedendo per portare avanti quello che con gli enti gestori era stato pattuito. Grazie, consigliere Marinelli. Dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Carancini. Ho ascoltato il consigliere Marinelli. Marinelli sostanzialmente dice ma scusa, voi altri siete stati fermi dal 2005. Marinelli non si ricorda che è successo tra il 20 e il 22. Marinelli non si ricorda che le risorse messe a disposizione eh, due anni fa erano risorse relative all'indennizzo al, Covid. Con le tariffe non c'entrano niente. Consigliere Marinelli, niente, non c'entrano niente io non ho parlato e come giustamente ha ripreso Anna, non c'entrano niente, assolutamente. Sono anni che vi chiedono, da questo punto di vista, la, la, diciamo, una parte della restituzione dei loro diritti rispetto alle risorse. Guardate, che i gestori fanno mangiare le persone che stanno là dentro. Lo sai quanto a quanto ammonta, ammonta l'inflazione della, della parte dei beni eh, diciamo fondamentali alimentari? Più 12%, non più 5%. Questo significa, questo significa che quelle famiglie, quelle strutture non sono più in grado. E voi ci venite a dire qui, state tranquilli, come ce l'avevate detto l'anno scorso, che noi altri li mettiamo in bilancio. Perché, scusa Marinelli, siccome poi. No, lo, tu hai detto che metterete quattro. No? Ah, no, in un altro modo. Ah, beh, Brandoni mi pare che ha detto che nel prossimo bilancio di previsione. Adesso se non, Brandoni non so se è della Lega, perché solo fra voi della Lega mi pare che vi. Per favore. Pure. per favore voglio, voglio, dire, voglio dire una cosa le risorse le risorse io sto calmissimo guarda, sto calmissimo siete voi che siete agitati noi siamo calmissimi voi siete un po' agitati quello che voglio dire è che le risorse che vengono attinte per poter portare le risorse dentro alle strutture sanitarie Sta nel fondo sanitario Marinelli, probabilmente non l'hai letto. Non è che le attingiamo come dire non le andiamo a chiedere, non le andiamo a. No, scusate, se non, non facciamo uno alla volta il nostro intervento, io sospendo fra poco i lavori. No, non era, dico. Voglio, no, no non voglio, non c'è un contraddittorio, quindi c'è il consigliere Carancini. Che sta intervenendo, parla il consigliere Garancini, no, non finito, fini, finito l'intervento. Mi rivolgevo a lui perché lui era colui che era intervenuto. Uno alla volta. Stavo dicendo che in realtà le risorse, adesso ho tagliato, ma insomma le risorse le, le abbiamo prese dal fondo sanitario, perfettamente diciamo legittimo. Grazie consigliere Garancini, sempre per dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 4.1.1. Votazione chiusa. Respinto. 7 favorevoli, 19 contrari, nessuno astenuto. Passiamo all'emendamento 4.12. Se il consigliere Carancini vuole illustrarlo, prego. consigliere Garancini ecco sì eh, eh, sostanzialmente l'emendamento replica a, uh, analogo a quello precedente in questo caso noi prevediamo attingendo alle risorse sanitarie una somma un investimento di 10 milioni che è quello che ha detto il nostro assessore Brandoni nell'intervento precedente Ora io non riesco a capire perché in, questo, uh, uh, in questa occasione, in questo, con questo strumento dell'assestamento, voi voterete contro una previsione che fate da qui a un mese e mezzo. Cioè, qual è la ragione? C'è un motivo per cui oggi non si può fare quello che voi farete fra due mesi o non so quando, ammesso che vi dobbiamo credere? Davvero non si capisce. C'è l'occasione di poter eh, dare in senso di assestamento, nello strumento dell'assestamento, queste risorse. Ma perché non le date? Ce lo volete spiegare? Perché oggi no sì, sì. e fra 15 giorni, 20 giorni, un mese sì? Questo non è comprensibile. La logica, la logica dice ma perché no? Fateci capire perché no. Non avete risposto rispetto, io mi aspettavo che il nostro assessore dicesse qualcosa sui 92 milioni, come dire, presi e buttati via. Adesso voi avete l'assessore ha confermato che sono previsti oltre 8 milioni per quanto riguarda. Eh, le, le strutture di residenza protetta che aumenteranno di 4,57 euro. Noi in, inseriamo 10 milioni, io credo che sia normale che il Consiglio regionale eh, possa approvarlo, credo con il buonsenso. Grazie consigliere, prego consigliere Cesetti Sì, <clears throat> grazie Presidente, ma io potrò a favore di questo emendamento di Carancini. Non ripeto le argomentazioni dette da lui, eh, da Mangialardi. Evidenzio solo un aspetto. Eh, dire no a questo emendamento veramente, Marinelli, è il cinismo del bilancio. È il cinismo del bilancio che non riesce a guardare oltre se stesso. Perché quando si mettono queste risorse, Carancini diceva che è un investimento, ed è vero, è un grande investimento. Oltre che investi e attinge dove? Dal Fondo Sanitario, perché, oltre ad essere un investimento, un grande investimento di solidarietà, di solidarietà verso coloro che hanno, che hanno veramente bisogno e che non sanno difendersi purtroppo, che non possono neanche difendersi, non possono neanche protestare. È un investimento, oltre che nella solidarietà, è un investimento vero, perché noi sappiamo che le persone affette da da demenza o comunque anziani non autosufficienti se non vengono accudite, curate, ospitate all'interno delle strutture sociosanitarie e residenziali, il regime appunto di, 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 di convenzione, queste persone dove vanno che non possono essere tenute a casa? Dove le portano le famiglie se magari le famiglie non riescono, non ce la fanno a sostenere la retta? Sapete dove? Va a finire negli ospedali. Va a finire a cure intermedie con un costo notevolmente superiore per la collettività e per il sistema sanitario regionale. Questo è il punto. Quindi ripeto, è un investimento di solidarietà, ma è un investimento dove tra l'altro, fatemelo dire, dove una regione si dovrebbe come la nostra che dove ha, diciamo c'è una, una, una regione che può mandare la, la longevità, no? dove qui si vive di più, ma qui si deve cercare di vivere anche meglio. E allora io credo veramente che dire no, dire no a questo non ha, non ha senso, perché tra l'altro, ripeto, si può e si deve attingere all'interno del, del fondo sanitario regionale. Quindi io non lo so. Però, e poi per tacere di tutti gli impegni che avete preso nei confronti di queste strutture grazie consigliere Cesetti non ci sono altri interventi dichiarazioni di voto prego consigliere Mangialardi sì grazie presidente siccome nonostante i nostri appelli e anche le, le argomentazioni che penso siano assolutamente convincenti e convinte del, del percorso che abbiamo messo in campo in questi anni non riusciamo a capire perché voi, voi eh, vi accanite così tanto nei confronti delle nostre persone anziane le vostre, le nostre. Non, 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 non si trova un solo elemento di giustificazione. Cioè perché il tema che è vero che hanno posto negli anni. Oggi siamo nelle condizioni anche recuperando le risorse eh, a, a bilancio con l'aggravante di quello che dice Brandoni, lo mettiamo nel bilancio eh, prossimo, no? Ma se lo possiamo fare a ora. Visto che eh, ogni volta ci pongono questo tema e poi tutte le volte andate sul giornale non con eh, la Guinza, non con il porto, non con, con eh, il PNRR. No, andate su questo tema e non, non riuscite ad andare oltre all'impegno eh, dichiarato, dichiarato che eh, verrà assolto nella prima occasione utile di variazione di bilancio. Questo è quello che voi dite, non lo diciamo noi. Noi vi seguiamo anche, no, all'inizio anche con un po' di credito, no Carancini, con un po' di credito. Dici, vai, me, mica, mica, mica vorranno prendere in giro le strutture che hanno subito il Covid, che hanno subito l'incidenza dell'inflazione, che hanno subito l'incidenza degli incrementi di costi dell'energia, che non è, non, è, non, 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 non lo fanno... Energia, eh, carburante, eh, personale, eh, tutto. Ecco, invece no, vi accanite e lo fate con un cinismo, magari io capisco che vi piacciono più le fontane, vi piacciono più i, i bocciodromi, vi piacciono più i, 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 forse anche i pattinodromi rispetto alla tutela di quelle generazioni che a noi ci hanno dato tanto, quindi vi, vi invitiamo ancora a ripensarci e votare il nostro emendamento. Grazie consigliere, prego consigliere Bilò. Ma io non volevo intervenire, mi ero ripromesso voglio dire, di rimanere in ascolto perché credo che chi meglio di me possa aver dato un contributo naturalmente a, questa, a questo assestamento di bilancio. Però io rimango meravigliato perché diamo un messaggio fuori alla comunità, ai cittadini marchigiani, come se qui entriamo in competizioni su questioni che avete fatto voi, le avete fatte tante. Bene, bene. Io dico grazie perché noi lavoriamo tutti per i cittadini marchigiani. Qui non c'è una questione di, di dare qualcosa di più a uno o a un altro, qui c'è la questione di poter essere utili alla collettività marchigiana. Dico questo perché è chiaro che tutti noi vorremmo dare qualcosa a tutti, tutti vorremmo dare perché stiamo qua come maggioranza e siamo stati votati bene perché ci troviamo qui nella maggioranza e quindi abbiamo la responsabilità di dover decidere, di dover dare un aiuto alla nostra collettività. Parliamo di sanità, di economia, di, di sociale. Chi non vorrebbe essere vicini? Ma noi saremo i primi perché abbiamo la disponibilità. Ma come in una famiglia, la coperta è corta, dobbiamo fare le scelte. Quindi le scelte a volte non possono essere che diamo tutto a tutti e poi magari rischiamo di non dare niente a nessuno, perché si perde la salute anche se l'economia non funziona. Se non c'è, come diceva, il divertimento o il parcheggio o il patrolodromo, quello che diceva Mangialardi? No? Servono pure quelli. Però io credo che ognuno di noi stia qua per cercare di essere d'aiuto e far vedere fuori che qui magari non vogliamo dare, magari ecco adesso sentivo anche Cesetti su alcuni temi delicatissimi, importanti, anche Romano Carancini, ma per carità, ma io credo che ognuno di noi abbia la coscienza di dire se possiamo dare qualcosa di più lo diamo ma a volte c'è da fare delle scelte e le scelte spesso ci portano magari a, a dover rinunciare a qualcosa ma rinunciare a qualcosa significa poi togliere da, da una parte e metterla dall'altra ognuno di noi è padre di famiglia e, e stiamo in famiglia quindi sappiamo quanto è difficile no? momenti particolari momenti difficili ma io credo che come diceva il mio presidente del bilancio, Marinelli, sulla questione delle eh, RSA, eh, le, sono soldi che prendiamo dalla, dalla sanità, sono soldi già che noi cerchiamo di dare nelle disponibilità con un accordo fatto con loro, no? I, i, i 5 euro diciamo, che, che tanto prima no, si diceva i 5 euro. Ora, se si può dar di più, ben venga, magari, ma eh, probabilmente il bilancio con gli uffici, che so, Romano, hai elogiato anche l'opera degli, degli uffici. Sulle scelte politiche, naturalmente, spetta a noi e sicuramente noi risponderemo ai cittadini marchigiani. Io ritengo che noi abbiamo fatto. Grazie consigliere Bilò. La parola al consigliere Ciccioli. Allora, a volte parlo a titolo personale, a volte invece parlo facendomi carico delle responsabilità ufficiali. Allora, questo è un tema sul quale io ho insistito tantissimo. Sono andato più volte in riunioni con i rappresentanti, a volte tre, a volte cinque, degli enti che erogano le prestazioni. Sono state fatte riunioni con Saltamartini. Ho coinvolto lo stesso eh, Presidente della Giunta regionale, Acquaroli. In più occasioni e sono stati fatti degli sforzi incredibili per reperire questi soldi, che devono essere rintracciati all'interno delle spesa socio non è che possono essere presi da altre risorse. Da quella è chiaro che da quella eh, la, fatto, facciamo un'esigenza di 120 ci abbiamo sempre 100 che 100 è quello che abbiamo. Allora eh, ho insistito moltissimo, hanno rintracciato una parte dei soldi che abbiamo garantito in alcuni filoni finanziari ne manca ancora un pezzettino mi è stato garantito mentre parlavate che entro il 10 mi hanno detto entro sette giorni, però per sicurezza entro il 10 novembre, essendoci anche il ponte dei morti entro il 10 novembre va in giunta la delibera che provvede a queste erogazioni che, non, che di cui noi siamo coscienti, siamo coscienti che non bastano a sanare il disavanzo che hanno questi anti, ma sono, ha detto degli stessi rappresentanti, Professor Vichi per fare un nome, Professor De Felice e via di seguito, sono indispensabili per andare avanti, quindi questa è una quantità di ossigeno sufficiente a vivere, ma che non risolvono ancora il caso. Speriamo nell'anno 2024 di non solo riuscire a far recuperare questi anni di aggiornamento ISTA che sono tantissimi perché sono dal 2014 che è ferma la tariffazione arriviamo al 2022 perché il 2023 non può essere stabilito sono otto anni e poi successivamente va fatto un ulteriore adeguamento per il 2023 che essendo ancorso non abbiamo le tariffe cioè le cifre ISTAT e vedere di trovare qualche altra cosa. Siamo coscienti tutti è un problema che va risolto Do questa mattina l'assicurazione, la delibera è già pronta, c'è cioè l'imputazione di spesa, deve essere completata con una piccola parte l'imputazione di spesa che entro il 10 novembre sicuramente la delibera va in giunta. Grazie consigliere Ciccioli. No. Siamo in dichiarazione di voto e non ci sono altre dichiarazioni di voto, per cui mettiamo in votazione l'emendamento 4.1 barra 2. Votazione aperta. Votazione chiusa. 8 favorevoli, 17 contrari, nessun astenuto. Respinto. Passiamo ora all'emendamento 4.1-3. Consigliere Cesetti, se vuole illustrarlo. Prego. Sì. Questo è un emendamento che avevo già presentato in prima commissione e che avevo annunciato che avrei ripresentato in Aula. Sostanzialmente, è un emendamento che va ad, a sopprimere il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale, 16 dicembre numero 27, norme. Per l'elezione del Consiglio del Presidente della Giunta regionale, sostanzialmente vuole eliminare quella parte, la disposizione che prevede da una parte l'incompatibilità tra eh, la carica di assessore e di consigliere e poi prevede il subentro del consigliere di un consigliere al consigliere che nel frattempo è diventato assessore con la sospensione dalla carica di, di consigliere, una roba che ovviamente si guarda male alla luce di quello che è avvenuto. Una disposizione, Presidente, che voglio ricordarlo, ma lo sapete, ho votato anch'io. Però io qui c'è il mio intervento, certo ho votato anch'io, e come no? Eh, purtroppo quello che state facendo voi, eh, tu pensa, ad esempio il mio amico Bilò, si vede che è diciamo, rassegnato e sopraffatto le sensi di colpa, però alla fine deve votare quello che gli dice la maggioranza. Così, così ho fatto. Io votai a quell'epoca, però a quel tempo dissi: avrei voluto una separazione ancora più netta sulla scia di quello che succede nei comuni e che succederà nelle province, eccetera, eccetera. Ed evidenziavo: qui c'è il testo del mio intervento, proprio l'incongruenza e che questa norma dovesse essere cancellata qualora se ne sarebbe fosse verificato un abuso. Lo dicevo già. Qui c'è il testo del mio intervento. È quello che è avvenuto in questa. In occasione della crisi, la paventata crisi della Giunta, della giunta Acquaroli, dove assessori che volevano diciamo, essere dai rispettivi partiti eh, accomodati nei loro scranni di, di, di consiglieri, con i consiglieri che erano e che dovevano andare a casa, questo determina diciamo, una situazione che noi abbiamo visto tutti in questi ultimi tempi e che determina un vulnus nella stessa assemblea legislativa laddove se ne abusa di, questo, di questi passaggi perché mi dite come possa il consigliere che subentra svolgere appienamente le sue funzioni nei confronti ad esempio di un assessore che dovrebbe controllare che se poi quell'assessore viene mandato via va via anche lui quindi sostanzialmente è termino la soppressione di quella disposizione che va in vigore la prossima legislatura, non adesso. Eh. L'emendamento dice che va in vigore dalla prossima legislatura. Quindi... Grazie consigliere Cesetti. Se ci sono altri interventi, consigliere Puzzo prego. Grazie presidente. Innanzitutto voglio. E complimentarmi con il collega Gesetti per aver ammesso uno dei tanti errori, ovviamente poi ne scopriremo altri fatti nella legislatura precedente. Ovviamente eh, ringrazio anche il consigliere Gesetti perché quando si fa una legge, questa legge era pensata a tavolino per il Partito Democratico, poi si è vista che la stessa legge si è ritorta contro si va a risorse sempre contro il Partito Democratico, quindi questo ci fa sorridere come le classiche leggi elettorali no? che vengono fatte contro i partiti e poi dopo vanno a favorire determinati partiti, l'abbiamo visto più volte. Ma io credo che questo emendamento, seppur merita un'attenta riflessione, è un emendamento ovviamente legato all'aspetto politico che nulla c'entra in teoria con un bilancio, lo sappiamo tutti, questo va fatto con una legge, con una riflessione dove tutti quanti insieme possiamo cercare di dare una risposta. Certo è che eh, non so quale sia stato l'abuso che è stato fatto, io credo che non ho visto i grandi abusi da, da parte della Giunta Quaroli, anche perché su questa legge fatta dal Partito Democratico, dove noi stessi oggi siamo qui, eh, ci sono persone che sono subentrate agli assessori, così come la legge è predetta da voi, mi fa sorridere perché una volta che avete fatto la legge... Perse le elezioni, dopo un po' dice: Ah, io ho votato contrario, ma già, ho votato a favore, ma già avevo detto che ero contrario. No, sei stato fautore di questa legge, perché quando si vota a favore uno è fautore di questa legge. Ovviamente vi è andata male perché questa legge era per voi, purtroppo è andata come i marchesiani desideravano. Io credo che invece di. Pensare a questi tipi di emendamenti che poi possono essere condivisibili o meno, ci mancherebbe altro, piuttosto che fare polemica dove a volte può andare contro se stesso, ovvero quando uno lancia un boomerang se non lo sa prendere e poi gli va direttamente in faccia. Come su questo io credo che sia importante dibattere su altre questioni legate a questo assettamento, che secondo me a volte... Si fa anche demagogia politica. Non ho mai eh, voluto parlare prima perché c'è il relatore di maggioranza che è stato talmente capace a spiegare tutto. Ma diciamo che sono dispiaciuto quando si fa anche propaganda politica. Ovvero, ho ascoltato prima che quello che abbiamo messo qui, quello che è stato fatto, l'ha fatto tutto Gesetti della nostra provincia. Io voglio farti i complimenti, magari non l'ha capito, i cittadini. Della provincia di Fermo perché vi hanno bocciato? Quindi ovviamente la prossima volta comunicate meglio. Però dagli atti che ho io, visto che ha votato una legge insieme a me, una delle prime, dove insieme hanno, abbiamo fatto, eh, come dici sempre tu, una variazione di bilancio, dove abbiamo messo fondi per eh, il ponte, ad esempio, che dal casello di Porto Sappiore a Longotena, ad esempio, quello lì non l'avevi fatto tu per farti capire, no? tu collegavi il lungoterna senza collegare le due cose. Comunque poi avrò modo di intervenire dopo. Grazie consigliere Puzzu, la parola alla consigliera Anna Casini, prego. Grazie Presidente, non sarei intervenuta se non avessi visto un ardore da parte di Puzzu degno di miglior causa, nel senso che mi sarei aspettata magari che fosse entrato nel merito dell'emendamento e non sentire una reprimenda sul fatto se i latini puzzu dicevano che errare umanum meste e perseverare diabolicum è perché alcune cose possono essere modificate e eh, si può verificare che alcune azioni sono state sbagliate. Ne abbiamo eh, di elenchi da fare dal livello nazionale a livello locale di tanti, quindi possiamo metterle sulla bilancia, però insomma io credo che la proposta Di Cesetti che può non essere nel merito condivisa e mi sarebbe piaciuto un giudizio nel merito perché è vero che stiamo parlando eh, dell'assestamento, ma nell'assestamento ci sono modifiche normative come sempre accade e quindi non mi pare che ci sia da sdegnarsi perché si propone un emendamento con una modifica normativa. Eh, chiaramente non abbiamo fatto tutto noi, ma insomma, ogni volta che lei interviene ce n'è per qualcuno in maniera personale, territoriale e anche eh, come dire, da catone censore. Ora, se lei volesse invece magari intervenire nel merito delle cose... Ci farebbe molto piacere invece di intervenire sulle persone, perché le persone sono di pochissimo interesse per i cittadini Puzzo e forse poi è meglio non intervenire sempre sulle persone. Conviene a tutti intervenire piuttosto sulla politica, sulle azioni, sbagliate o giuste che siano, sulle proposte come questa di Cesetti, che, ripeto, nel merito può anche non essere condivisa. Non certo nel metodo, perché noi abbiamo assolutamente. La possibilità di modificare e proporre modifiche di leggi non è il primo Cesetti a proporla, non sarà il primo Cesetti a proporla perché sono certa che, come ne avete proposte di modifiche da quando siamo qui, di leggi che avete voi proposto come proposte e che avete approvato e poi avete corretto nel corso faccio un esempio su tutti io non credo che la proposta di legge urbanistica che è in commissione uscirà dalla commissione identica a quella che è stata proposta e mi meraviglierebbe il contrario lei stesso ha fatto delle operazioni virtuose all'interno della sua commissione per arrivare ad atti condivisi che sono stati approvati in maniera totalmente diversa da quella con cui erano stati provosti, proposti o quantomeno meno sono stati assestati, quindi la meraviglia che lei eh, ha espresso mi meraviglia. Grazie consigliera Casini, non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto, prego. Consigliere Cesetti, a lei la parola. Non capisco che ci sia di tanto strano. Se un consigliere regionale propone una modifica rispetto ad una legge che lui stesso ha votato, no? che già a quel tempo della quale aveva avanzato diciamo, le criticità, le aveva paventate se così vogliamo, no? e Da una parte io vorrei fare una considerazione molto semplice, no? primo che solo gli stupidi non cambiano idea. E credo che anche invece i lungimiranti sono quelli che, come si dice, comprano il tempo per l'affermazione delle idee. E io credo che le vicende che sono successe in eh, questa regione negli ultimi tempi, delle quasi, diciamo poi, non se ne è abusato, però politicamente sì, perché voi oggi noi abbiamo assistito a che cosa? Di fatto c'è un assessore alla sanità, un assessore alla sanità che voleva essere sostituito dal suo partito. E questo non è stato smentito, sostituito dal suo partito. Allora, io vorrei evidenziare una cosa, no? Oggi quell'assessore ha resistito all'assalto, ha resistito all'assalto e gli è stato nominato un sottosegretario, anche su questo. Ci torneremo, un sottosegretario che dovrebbe essere diciamo la longa manus del presidente e che dovrebbe coadiuvare il presidente, così c'è scritto, poi ci torneremo. Che si deve occupare di sanità. Quindi, di fatto, nella migliore delle ipotesi, è che il presidente, il presidente che attraverso il sottosegretario commissaria il vicepresidente assessore alla sanità. Questo è. Perché se voi leggete la legge, la modifica statutaria che prevede il sottosegretario con le sue funzioni, questo è, questo è. Questo determinato dall'abuso è cosa? La difficoltà della verifica, perché i consiglieri subentranti di fatto sono, vengono bloccati nella loro attività, perché come può un consigliere che subentra, ad esempio, criticare l'assessore della sanità? O l'assessore allo sviluppo economico o l'assessore alla cultura, se poi quell'assessore viene esercitato dal suo partito e va a casa anche lui perché l'assessore rientra in consiglio. Questo è avvenuto e noi abbiamo assistito in un mese, un mese e mezzo, a questo balletto che tra l'altro hanno delegittimato gli assessori, i consiglieri e quindi l'istituzione. Allora, noi chiediamo semplicemente che si ponga rimedio, tra l'altro, a decorrere dalla prossima legislatura, non da questa. Grazie consigliere Cesetti. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Presidente, nominale, il nome Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 4.1/3. Prego. Votazione chiusa, emendamento respinto, favorevoli 8, contrari 15, astenuti 1. Passiamo all'emendamento 4.1 barra 4, consigliere Cesetti se lo vuole illustrare, grazie, grazie. Ma... Sì. No scusate. Eh, Presidente, Scus molto... Scusate realmente se possiamo fare silenzio e accomodarci ognuno al proprio posto. Fintanto che non facciamo questo non riprendiamo. Eh? Molto brevemente. No, scusi, consigliere Cesetti, ognuno al suo posto, per favore. Prego. Grazie. Sì, è un emendamento a scalare che, a differenza di quello di prima, la stessa sostanza, prevede l'abrogazione di quella norma, solo che qui non c'è il terzo comma che prevede l'entrata in vigore successivamente, ma decorrerebbe da questa legislatura. Mi rendo conto che avete votato contro a quello, voterete anche contro a questo. Però ecco, io con l'occasione vi invito a farci una riflessione perché avete visto tutti quello che che è successo in questi ultimi tempi e oggettivamente non va bene. E non è vero, Marinelli, che noi abbiamo fatto questa norma per noi, perché guarda, è, not è notorio, e questa l'abbiamo fatta alla fine della legislatura. Sostanzialmente anche il più sprovveduto degli osservatori avrebbe capito che noi alle elezioni avremmo perso. Che noi avremmo perso. E no, ma, 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 stiamo scherzando, ma stiamo scherzando, che non sapevamo che noi... Eh, perdavamo, perdavamo le elezioni qualcuno, qualcuno le ha volute perdere per la, per la verità perché quelli ad esempio che non hanno ricandidato il presidente uscente, presidente uscente e come avevo indicato io alla fine stavo in amandola dico ricandidiamo cericioli prendiamo Mangialardi gli facciamo fare il vicepresidente e lo farà la prossima volta se avessimo ricandidato cericioli Probabilmente in avremmo perso lo stesso, ma non in queste dimensioni, perché capite, una maggiore, un, un partito, un partito, un partito, il mio partito, che non ricandida il presidente uscente, dopo è ovvio che Puzzu ha gioco facile nel territorio nonostante quello che abbiamo fatto. Perché Puzzu andava dicendo che cosa? Come? Non avete ricandidato il presidente uscente? Beh sai, avevamo qualche difficoltà, quindi però noi lo sapevamo Bilò, lo sapevamo. Io l'ho messo anche a verbale perché non andava bene. Io vi dico solo questo: chi voterete contro? Però correggiamo questa norma per la prossima legislatura. No? Correggiamo questa norma, tanto voi la prossima perdete. Quindi il problema, no? Anche qui la facciamo, no? Ancora una volta, diciamo, ve la fate, ve la fate per voi, va bene? Bilò, nonostante i due sensi di colpa, grazie consigliere Cesetti. Se ci sono altri interventi. Dichiarazione di voto. Consigliere Mangialardi, prego. Sì, grazie presidente. Io non so come il consiglio precedente possa aver pensato solo non approvata, perché poi l'ha approvata una norma di questo tipo. No, 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 no non c'è a, ne, a ne a nessun livello istituzionale mondiale penso, mondiale e eh, no, vi assicuro questo, ve assicuro io che non l'hanno pensata per loro, proprio non l'hanno pensata, proprio niente, perché un, uno che si dimette per eh, assumere un altro ruolo, quello di governo, è eh, 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 la, la 81. La, è normale nei consigli comunali, no? Carancini funziona così tra l'altro anche con grandi valutazioni da parte di chi è stato votato per un ruolo e ne deve andare a assumere un altro. È una responsabilità enorme. E invece, qui abbiamo inventato che non si dimette, si sospende, assume il ruolo e inevitabilmente diventa anche blindato dal suo omologo che lo sostituisce, è normale, lo diceva Cesetti prima, chi vota un atto contro, con tutto rispetto, no? contro l'assessore sapendo che se ritorna a fare il consigliere, come era successo qualche la, due consigli fa, e, cioè, la, la, Rocco in, la, la Rocco si chiama così, scacchi, quindi viene sostituita e, 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 e quella è una sorta di blindatura immorale rispetto all'azione di governo. Perché limita l'azione del consigliere e quella del, 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 dell'assessore. Quindi eh, il, le scelte rispetto alle quali ovviamente non voglio entrare, che, non ha, che avete fatto, che avete blindato, che avete fatto finta che la crisi non ci fosse stata e, 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 e sappiamo tutti invece come sono andate le cose, è legata anche a questo meccanismo. E allora vi diciamo, noi, anzi loro, che l'hanno fatta, alzano la mano, dico: Abbiamo sbagliato tutto. E. La, solo la, per me il silenzio. La, la, no, va, la, chiedo scusa, la, la, il silenzio la, vale per tutti. E sinceramente mi inizio a meravigliare un po', però, eh, perché siamo qua, eh, stiamo portando avanti un lavoro anche credo abbastanza impegnativo. Lo dico ancora una volta: si parla uno, per uno alla volta e chi invece non ha interesse magari può uscire dall'aula. Prego. Grazie Presidente. Quindi per correggere gli errori eh, eh, c'è la disponibilità da parte di, anche da chi commesso, eh, di chi l'ha commesso di, di eh, modificare quella norma. Quindi vi invitiamo nell'interesse della, della gestione dell'Aula e nel, eh, nell'interesse di una eh, migliore, miglior funzionamento futuro perché vedete qui Cesetti eh, ovviamente non si so, sarebbe mai permesso di renderla eh, applicata immediatamente no? non è nemmeno no, no. pensabile quindi va, va nel, prossimo, nel prossimo mandato e che, come si dice noi eh, vediamo, lo andremo a vedere lì no? chi poi eh, la potrà utilizzare lo facciamo in modo laico eh, sperando che eh, eh, ci siano le, le condizioni di dare norme serie, non, non eh, formule che possano agevolare sì, sì, la gestione di questo o di quella coalizione. Grazie consigliere Mangialardi, la parola al consigliere Carlo Ciccioli. Prego consigliere. Ma, io sono molto tranquillo, cioè nel senso questa è una norma che ormai la metà delle regioni italiane hanno, cioè non è che l'abbiamo inventata noi anzi. Secondo me è una delle poche cose giuste che ha fatta la passata legislatura, no? <ride> quindi cioè, la metà delle regioni italiane hanno la figura del consigliere supplente, perché è diversa la modalità tra un consiglio comunale e il consiglio regionale. L'Assemblea regionale è un organo legislativo che ha un peso superiore e questa norma è, è stata anche pensata in funzione della riduzione dei consiglieri regionali. Tutti ricorderanno che Tremonti, quando era ministro, diminuì tutti i consigli del 20%. Qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno. Dopo c'erano gli aggiustamenti, cominciarono dai consigli comunali. Io la prima volta che, sei giovanissimo, sedetto in consiglio regionale, in comunale di Ancona a 27 anni... C'erano 50 consiglieri regionali, comunali, poi ridotti a 32. Oggi sono 32. E nei consigli comunali sono 32, 24 o 16. Cioè, ci fu proprio un, una riduzione della rappresentanza, un taglio della rappresentanza, come c'è stato recentemente in Camera e Senato, di cui ho dubbio se sia stata un'opera positiva o meno. Perché oggi le commissioni parlamentari hanno difficoltà a funzionare con grave danno, ma in quel momento, ahimè, eh, nell'euforia eh, del Movimento 5 Stelle tutti si accodarono e pensarono che fosse una cosa giusta, riducendo la rappresentanza. Leggi che oggi sono in, in corso di revisione, questo Consiglio regionale, poi parlare del futuro è molto complicato questo Consiglio regionale, nelle previsioni di una norma che è all'attenzione della Commissione alla Camera, mi sembra che la segua il Ministro Caldaroli, questa partita, passerà da 30 consiglieri regionali più il Presidente a 35. Cioè Ci saranno 4 consiglieri regionali in più nella Regione Marche che saranno attribuiti secondo la popolazione alle varie province. Quindi il fatto che il consigliere... L'assessore, il consigliere regionale diventa, diventato assessore, si è esentato dalle votazioni eh, in aula che quindi in qualche modo lascia anche più importanza all'aula rispetto alla giunta, perché l'aula potrebbe avere la forza di cassare una decisione della giunta. È chiaro che se tutti gli assessori votano c'è uno sbilanciamento forte rispetto al governo della L'aula, che è un'aula ridotta con una giunta che vota, e siamo in un'area molto, molto corta di dissonanza. Grazie consigliere Ciccioli. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Votazione aperta. Votazione chiusa. Emendamento respinto. Contrari 18, 7 favorevoli, 1 astenuto. Ora passiamo all'articolo 4 bis. L'articolo 4 bis eh, sono stati presentati 6 emendamenti. Quindi qui ci sarà una discussione unitaria per tutti gli emendamenti e eh, naturalmente per l'articolo. Ogni consigliere può intervenire su tutto. Consigliera Ruggeri, prego. Sì, Presidente, grazie. E praticamente con il primo emendamento che, a livello, eh, che chiede la soppressione dell'articolo 4 bis. Eh, indica eh, il fatto che siano stati aumentati i rimborso spesa dei eh, consiglieri di amministrazione dell'ERAP come fatto negativo e quindi chiediamo la soppressione dell'intero articolato, compreso il primo comma che contiene questa norma qui e in più gli altri commi. Eh, di cui via via chiederò in maniera eh, graduale, nel caso non passasse questo, eh, la, la soppressione: ehm, vogliono evitare che sia la Giunta a nominare il segretario e i responsabili dei presidi, escludendo da queste nomine il Consiglio d'amministrazione, che in questo caso non potrà avanzare nessun tipo di valutazione. Questo perché? Perché sappiamo bene. Che c'è un problema interno alla, alla maggioranza per quanto riguarda le nomine in ERAP. C'è stata una guerra fratricida, una battaglia che si è conclusa l'ultima volta a marzo scorso, quando sono stati prorogati i precedenti responsabili provinciali ed è stato nominato come segretario generale un dirigente che andrà in pensione tra poco. Quindi evidentemente la maggioranza ha intenzione, infilando proprio una modifica di legge, che è la legge 36 del 2005, proprio in assestamento, quindi esattamente una norma tipo quella che ha proposto Cesetti prima, una modifica di legge, cercate di risolvere la questione invece che internamente facendolo, addirittura cambiando la legge. E, e quindi trasformate in, in, e poltrone, in incarichi e poltrone politiche quelli che dovrebbero essere invece eh, ruoli che si hanno per meritocrazia. E questo a mio avviso è un errore molto eh, grosso che state compiendo e quindi per evitare di farlo ho proposto questi, questi emendamenti. Quindi a seguire Presidente, il primo chiede la soppressione. Di tutto, tutto l'articolo e quelli a seguire chiedono la soppressione del comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5. Grazie. Grazie consigliera. Altri interventi. Vicepresidente Biancani, prego. Solo per dire che sono completamente d'accordo con quello che ha appena dichiarato. La consigliera Ruggeri è un'intromissione della politica secondo me di cattivo gusto ma che non ha senso anche perché eh, quello è un ente che veramente ha bisogno di un consiglio di amministrazione fatta di persone competenti perché amministra soldi veri, amministra un aspetto importante della, della, nostra, della nostra regione, cioè amministra quella che è le l'edilizia pubblica e quindi ci vogliono persone che sappiano quello che fanno e penso che sia anche giusto, è vero che l'indicazione la, la viene data dalla Giunta, ma poi sia giusto che sia il CDA a decidere al proprio interno quello che può essere il, il segretario che quindi si occupa un po' di tutte le questioni. Quindi sono, sono d'accordo anche ovviamente, contrario all'aumento del gettone e tutto, tutto quello che, che ne deriva. Grazie. Grazie Vicepresidente, la parola alla consigliera Casini. Allora io condivido l'emendamento, poi insomma sarà il anche nostro capogruppo, no, no, anche faccio per... anche la dichiarazione di voto, quindi tutto il, il gruppo del Partito Democratico eh, condivide e ringrazia la consigliera Ruggeri per questo emendamento. E piuttosto che impegnarsi in questa modifica sarebbe stato forse opportuno sostituire il membro del CDA che si è dimesso ormai da due mesi. Quindi in questo momento noi abbiamo un organismo eh, di governo dell'ente che è zoppo e che non è perfetto e quindi sarebbe opportuno pensare a portare in consiglio la surroga di Bianchini che si è dimesso. Faccio anche il nome tanto eh, su tutti i giornali. Quindi io direi che eh, chiediamo appunto, questa è l'occasione per chiedere che venga portata in consiglio la surroga di Bianchini piuttosto che, ecco poi nel proseguo si vedrà che aumentare costi eh, aumentare costi quando si dice non abbiamo risorse e non riusciamo a risolvere il problema dell'RSA in questo momento ma magari risolveremo dopo, cioè stiamo parlando di risorse che vengono veramente sprecate Grazie consigliera Casini non ci sono altri interventi quindi non ci sono altri interventi, per cui passiamo alla dichiarazione di voto per l'emendamento 4 bis barra 1. Se ci sono dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'articolo 4 bis barra 1, votazione aperta. L'emendamento, scusate. Votazione chiusa. Respinto con 17 contrari, 8 favorevoli e nessuno astenuto. Dichiarazioni di voto sull'emendamento 4 bis barra 2. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 4 bis barra 2. Votazione aperta. Votazione chiusa. Emendamento respinto con 16 contrari, 8 favorevoli, nessuno astenuto. Dichiarazione di voto per l'emendamento 4 bis barra 3. Nessuna dichiarazione di voto, mettiamo in votazione l'emendamento 4 bis barra 3. Votazione chiusa. Emendamento respinto con 17 contrari. Sei favorevoli, nessuno astenuto. Ah, quindi il consigliere Carancini e la consigliera Menghi non hanno fatto, Casini hanno fa, hanno fatto, non hanno votato e dichiarano di votare favorevoli. Chiedo scusa io per l'errore nel cognome. Dichiarazione di voto, emendamento 4 bis barra 4. Nessuna, nessun intervento, nessuna dichiarazione di voto, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 4 bis barra 4. Votazione chiusa. Respinto, 17 contrari, 8 favorevoli, nessuno astenuto. Quindi l'emendamento 4 bis barra 5 decade, per cui passiamo all'emendamento 4 bis barra 6, dichiarazione di voto. Votazione aperta. Votazione aperta. Grazie. Prego votare. Ciccioli. Votazione chiusa. Emendamento respinto con 18 contrari, 8 favorevoli, nessuna astenuta. Passiamo ora all'articolo 4 bis. Dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione l'articolo quattro bis. Votazione aperta. Votazione chiusa. Approvato, 18 favorevoli, 8 contrari, nessun astenuto. Per quanto riguarda l'articolo 4 ter, c'è un emendamento, se il consigliere Marinelli lo vuole illustrare, prego. Presidente, solo un... Emendamento tecnico, quindi l'abbiamo visto in Commissione, presentato alla Giunta, ma non c'è niente di, di particolare. Qui dice che al comma 3 dell'articolo 4 terzo, sostituito dal seguente, le risorse sono iscritte con questa legge per ciascuna annualità del triennio a carico della missione 1, programma 1, titolo 1 dello stato di previsione della spesa. 3bis, la copertura degli oneri finanziari arrivanti al Comune è garantita dal complesso di variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti regolativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese, di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9. E non ha nessun effetto finanziario. quindi. Grazie consigliere Marinelli. Dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione l'emendamento 4 ter barra 1. Votazione chiusa. Approvato, 19 favorevoli, 2 contrari, 6 astenuti. Quindi articolo 4 ter, dichiarazione di voto. Nessuna, articolo 4 ter, consigliera, dichiarazione di voto. Prego. Eh, grazie Presidente, posso. Al mio chiedo al mio capogruppo allora, questo è, è un altro di quegli articoli non necessario, che sembra una captazione, ma forse sono maliziosa e maligna eh, perché aumentiamo eh, l'indennità dei revisori dei conti cosa che non mi pare che sia una grande priorità rispetto agli altri temi eh, i compensi del Presidente e degli altri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche allora, da 20.000 euro a 25.000 euro, da 27.000 euro a 35.000 euro. Ma questo non sarebbe uno scandalo tanto grande, eppure lo è, se non fosse che lo facciamo anche retrattivo, perché lo facciamo per il 2023. E siccome siamo in questo momento eh, ad ottobre, quasi novembre, stiamo arrivando a novembre. Praticamente paghiamo il eh, rimborso ai revisori dei conti per intero utilizzando l'articolo utilizzando, eh, 4 ter. Io credo che non sia assolutamente necessario, ma che non sia eh, neanche una buona azione da fare rispetto a quanto avete dichiarato prima, ovvero che le risorse non ci sono. Grazie consigliera. La parola al consigliere Carlo Ciccioli. Prego consigliere. Brevissimo per spiegare, i revisori ci hanno fatto presente che eravamo la penultima regione italiana e abbiamo visto come erano quelle delle altre regioni. Abbiamo scaltato le prime dieci e siamo nel secondo un aumento che dopo molti anni, insomma, è modesto. Hanno trovato da criticare, però insomma era una richiesta oggettiva cioè rispetto a regioni che arrivano fino a 100.000 euro, 100 euro eh. e noi abbiamo fatto un incremento molto modesto, 7, mi sembra 7.500 euro ai due consigli revisori e 10.000 10 nell'arco di un anno eh, è un'annualità. Grazie consigliere Ciccioli. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'articolo 4 ter. Votazione aperta. Votazione chiusa. Approvato con 16 favorevoli, 9 contrari, 1 astenuto articolo 5 discussione aperta prego consigliere cesetti io presidente intervengo su questo articolo 5 non l'ho fatto prima sul resto eh, ho detto bene da casini però voglio cogliere l'occasione per dire a ciccioli eh, anche noi come giusta e dico giustamente come indennità di Consigli Regionali siamo tra le ultime regioni, giustamente. Nessuno di noi giustamente e opportunamente si azzarda a chiedere un adeguamento, giustamente. E perché lo dobbiamo fare per il revisore dei conti? E eh, non l'ho capito. E poi perché dobbiamo farlo retroattivo? E come lo spiegate però che per il revisore dei conti che sono meritati eh, per carità, non è che. Però per loro si trovano, per loro si trovano, però per... Eh coloro che gestiscono le strutture sociosanitarie con gli emendamenti, gli emendamenti di Carancini. Ho capito, ho capito, ma se noi sommiamo, se noi sommiamo, se noi sommiamo le risorse della, della bocciofila di Osimo in via del passatempo, 80.000 euro, e le sommiamo agli altri 80.000 per il Ruzzodromo e per le altre bocciofile dove vanno a giocare gli anziani, gli anziani autosufficienti, li mettiamo insieme, insieme a quelli dei revisori e insieme a tante altre cose, perché anche questa, come diceva bene la vice capogruppo, anche questa io non la chiamo, diciamo, no? Questa sicuramente non è un'esigenza organica, ma questa è ovvio che è una captazio benevolenza del, luf, del settore, del servizio, della giunta nei confronti dei revisori dei conti, no? È evidente, è evidente, no? E allora si poteva fare un altro anno, anche questo si poteva rinviare, quantomeno quanto si poteva rinviare per un fatto di decenza, di dignità, perché è brutto dire, è, è difficile dire che noi diamo i soldi alle bucciofonie, ai ruzzodromi, l'aumento al revisore dei conti e poi non troviamo le risorse, le risorse per, per gli anziani che sono nelle RSA, no? Oppure lo sgambatoio, lo sgambatoio per i cani, addirittura lo sgambatoio per i cani, ma vi rendete conto? Lo sgambatoio per i cani, no? Eh? Comunque ho finito il tempo, ma ci torno, ci torno adesso. Non ci sono altri iscritti a parlare? Dichiarazione di voto, apro dichiarazione di voto per l'articolo 5. Voto, co Voto contrario perché Presidente devo, eh, devo terminare l'intervento, come avete visto non sono intervenuto sugli altri, non è che lo faccio, però rispetto pro proprio alla questione delle risorse per le residenze socio-sanitario-assistenziali, quando si dice, no? e l'ha fatto il capogruppo Ciccioli che è un relatore di maggioranza, oltre che il capogruppo del maggior partito e del partito del Presidente, che in un'altra sede, oltre all'assemblea legislativa, si sta decidendo che tra dieci giorni ci saranno le risorse per le, le strutture sociosanitarie, si decide in un'altra sede, ma vi rendete conto? Significa che l'assemblea legislativa, che è l'istituzione più alta, deputata all'approvazione della legge, è diciamo, sotto scacco da altri luoghi che devono decidere, ma stiamo scherzando. No, noi siamo la legge, noi siamo la legge regionale, la legge a cui tutti devono sottostare, va bene? Le strutture tecniche, i dipartimenti regionali devono sottostare alla legge, devono ubbidire ad essa. Non è vero il contrario, perché se facciamo quello che dice Ciccioli che in altra sede, magari negli uffici del dipartimento dell'assessorato, si decide quello che noi dobbiamo dare. Per gli anziani, per l'assistenza degli anziani, de, di coloro che sono affetti da demenza in altri luoghi, significa che noi stiamo a fare quello che si dicono in altri luoghi. È, è un concetto spregevole di sudditanza istituzionale che non può essere, perché quelle non sono neanche istituzioni, sono luoghi tecnici che devono rispettare la legge. Questo è, ma vi rendete conto, ma questa è l'Assemblea. Ma è qui che si decidono le risorse, si decide nella commissione, si decide in aula, la giunta propone, la giunta propone sulla base delle consulenze del, dei dirigenti del Consiglio, non della giunta. Quelli sono i consulenti della giunta che propongono e devono eseguire quello che la legge dice. Se non abbiamo questa consapevolezza, ma, ma vi rendete conto? Ma come si fa a dire questo? È qui che si decide, non in altri luoghi. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Carlo Ciccioli. Prego. Sì, per, semplicemente per dire che è ovvio che noi siamo supportati, ma non noi. Voi quando eravate giunta regionale e via di sé siete supportati dalla struttura tecnica. Una volta che è stato deciso che bisogna dare questi soldi ed è stato deciso politicamente qual era la quantità possibile, adesso bisogna che le risorse siano identificate dai tecnici che seguono l'area di bilancio. Non è che possiamo fare altro. Il, sì, la sanità ha impostato una delibera di giunta adesso questa delibera di giunta già, che già sta lì da un po di tempo non da pochi sono parecchi giorni sta aspettando di essere imputata delle risorse finanziarie possibili e siccome alcune sono mobili, perché continuamente arrivano fondi nell'area sanitaria con più capitoli dal Ministero della Sanità, sono trasferimenti, noi possiamo pescare solo da quei fondi e finché non ci sono i fondi sufficienti che noi abbiamo deciso, la delibera non può essere portata in giunta. Mi sembra che sia fisiologico, non patologico, fisiologico che sia così. Pensa se noi decidiamo e non ci sono i fondi. Eh, questo sì sarebbe è vergognoso noi dobbiamo decidere con la dotazione la dotazione finanziaria sufficiente per poterlo fare poi dove identifichiamo i fondi una volta che i tecnici ci hanno dato le opzioni lo stabiliamo noi e non Carancini consigliere Carancini siamo in dichiarazione di voto quindi ha già parlato a meno che non in dissenso non ci sono altri consiglieri iscritti, quindi apro la votazione dell'articolo 5. Chiudo la votazione. 16 voti a favore, 9 contrari, 1 astenuto. E quattro non espressi. Grazie. Adesso passiamo all'articolo 6. Nell'articolo 6 ci sono anche due emendamenti, il 6-1 e il 6-2. chiedo l'illustra lei, consigliere Marinelli? Prego. Anche questi sono due emendamenti tecnici. Il primo serve per rideterminare rispetto alla precedente quantificazione il riparto tra le risorse da scrivere a carico della missione 12 e 13 a seguito del eh, perfezionamento dell'estruttoria che è stata fatta. Quindi già abbiamo fatto un, una prima riparto in eh, sede di commissione, poi è stata rivista e queste sono le risultanze. Non ci sono altre richieste di intervento? Ah no, c'era la richiesta del Consiglio Cesetti, prego. Sì, proprio questo articolo mi dà l'occasione per rispondere in quest'Aula di come devono andare le cose. Ciccioli, tecnici, ce l'avevamo anche noi, certo. Gli stessi, con una differenza, con una differenza. che con noi loro facevano all'interno delle loro competenze e prerogative che nessuno si permetteva di, di mettere in discussione, loro facevano quello che dicevamo noi, che diceva la politica. Qui voi fate quello che dicono loro. È un esempio semplice, è così, è vero. E gli stessi dirigenti, guardate, io lo posso dire qui tranquillamente, eh? tanto si arrabbia allora, si può arrabbiare anche adesso, il mio amico Carancini, in modo simpatico lo dico. Quando io presi la delega al bilancio, Marinelli, e feci... E feci il primo bilancio dissi una cosa molto semplice al dirigente del bilancio Si finanzia l'ospedale di Fermo, altrimenti io non firmo il bilancio, punto. E i soldi li hanno trovati. È così, lo dico qui pubblicamente, quindi possono essere Si finanzia l'ospedale di Fermo, altrimenti l'assessore non firma il bilancio. Si fa così, si fa così. Quando quando qui parliamo degli oneri per il servizio pubblico sui aere, servizi aerei di linea bene, perché è puntuale l'argomento dico anche a Ciccioli e Mangialardi come si deve fare vedete, noi a suo tempo decidemmo l'aumento di capitale sociale Ciccioli per la per erdorica, per erdorica 6 milioni di euro 6 milioni di euro senza, senza con una delibera senza la firma dei dirigenti, l'andate a vedere, senza la firma dei dirigenti. Bene, io insieme alla Giunta sono stato tra virgolette inquisito dalla Corte dei Conti per danno erariale per 6 milioni di euro. E alla fine, sai perché noi siamo stati archiviati e prosciolti? Semplice, perché noi avevamo fatto la legge, perché noi eravamo la legge. E la legge, tra l'altro, era sotto la tutela della cosiddetta Costituzione. Quindi, se voi andate a prendere quel proscioglimento pieno, perché noi avevamo fatto tutto con legge, atti che i dirigenti non volevano firmare perché, ovviamente, non si volevano assumere la responsabilità. È, come si dice, la cautela della tecnica rispetto al coraggio della politica che noi ci abbiamo messo. Ma abbiamo avuto il coraggio perché abbiamo usato la spada della legge. Capito, Pilò? No. E questo è il punto. Perché la legge, appunto, è, è imperativa e tutti devono obbedire. Quindi non è come dice Ciccioli. Loro con noi facevano quello che dicevamo noi, l'assemblea legislativa, voi fate il contrario. Eh, grazie, consigliere Cesetti. Ora ha chiesto la parola alla consigliere Anna Casini. Grazie, presidente. Allora, Cesetti ha ragione, noi insomma abbiamo. Abbiamo subito questa, questo stress per oltre un anno e mezzo, però insomma alla fine avevamo ragione noi, infatti l'Erdonica è stata salvata. L'Erdonica quando l'abbiamo ereditata aveva 40 milioni di debiti perché i cespiti del, dell'aeroporto venivano messi in bilancio come proprietà e non come invece eh, concessione ed erano in concessione ad Enac. Da Enac eh, c'erano 104 dipendenti e 4 voli settimanali. I soldi, come sapete, che mancavano erano stati come dire, utilizzati per affittare le ciaspole piuttosto che per pagare le multe eh, delle entrate e le uscite eh, dalle aree eh, pedonali del centro eh? c'entra Marinelli molto. E, mh, Biancani, come sono stata ripresa io quando parlavo su Marinelli in maniera maleducata? Vorrei che tu richiamassi Marinelli so, quando parli Marinelli intrettanto maleducata. La in maniera altrettanto maleducata e ci sarebbe anche da dire poco cavalleresca nel caso di specie detto questo detto questo eh, se eh, Marinelli non ci fosse stato quello che ha detto Cesetti, se non ci fosse stato quel coraggio di andare anche contro la tecnica, se non ci fosse stato il coraggio di pensare a 140 famiglie, se non ci sta fosse stato il coraggio di investire sull'aeroporto e di crederci, e se non ci fosse stato il coraggio di fare falcide per il 70% con le banche, che sfido a lei di farlo se le riesce. Io credo che oggi questo articolo e questo comma non ci sarebbero perché non ci sarebbe l'aeroporto. E allora quando vedo che ci si vanta parte un volo, parte due voli, questo vuole questo, questo vuole quell'altro, per carità è giusto, ed è giusto ed è giusto stabilire finanziamenti per incentivare i voli. L'ideale sarebbe incentivare i voli in entrata, non i voli in uscita, perché non è importante un aeroporto bravo, che porta i marchigiani bravo. verso la loro meta turistica piuttosto importante, un aeroporto che invece sia in grado di attrarre dei turisti o l'economia nelle Marche, quindi dovrebbe essere invertito. Non siamo riusciti a farlo anche perché poi è arrivato il Covid e quindi da un periodo di completo abbandono dell'aeroporto al Covid è stata tutta, insomma, una non c'è stata continuità, senza soluzione di continuità. Però voglio dire Ricordiamocelo qualche volta. Quindi quando si fanno le critiche efferate, magari ricordarsi che qualcuno ci ha avuto la Corte dei Conti eh, sul collo per un anno e mezzo per aver fatto un'azione che era finalizzata al salvataggio, come poi è stato riconosciuto anche dalla Corte, per il salvataggio dell'erdorica. Quindi quando si parla di Ardorica, noi insomma. Grazie consigliera Casini, ora chiesto l'intervento il consigliere Carlo Ciccioli, prego. No, io volevo congratularmi con voi del salvataggio, perché eh, va, avete alla fine vi siete anche presi qualche responsabilità eh, importante, tant'è vero che vi siete dovuti difendere, tutelare, cioè. però il pregresso è che voi, le, le vostre amministrazioni, avevano fondato l'aeroporto. Tant'è vero che ci sono stati due, non uno, due, ben due processi penali in quelle gestioni. Due processi penali, uno in particolare con il vecchio presidente, mi sembra che era un commercialista, un professore all'Università di Modena, mi sembra, nominato da una giunta di centrosinistra nella precedente legislatura e c'erano state nelle precedenti organizzazioni aziendali, presidenti e consigli di amministrazione che avevano portato il numero dei dipendenti a 115, 120, che era un numero esuberante che non era il 124, mi dice. Non parlate cioè, tra è. di voi così. Comunque direi. che era esuberante rispetto al numero diciamo ordinario, l'equilibrio che era 65-70 dipendenti, c'erano cioè, stati assunti dalle vecchie gestioni 40 dipendenti oltre quelli che allora, ok, è vero che magari non c'entrava niente Cesetti perché era eh, eh, consigliere e eh, assessore successivamente, Quindi, eh, però quella gestione è in continuità, eh, eh, non è che c'era, voi vi siete trovati una gestione terribile dell'aeroporto, dell'aerodorica e via di seguito, disastrosa, in cui sono finiti sotto processo con i vari, vari, non uno solo, vari consigli di amministrazione rinnovati, il revisore dei conti e quant'altro, e alla fine è stata fatta un'operazione eroica di salvataggio, ma sui guai che erano stati combinati, sui guai combinati, e ancora, e ancora non ne siamo usciti. Perché dico che ancora non siamo usciti? Perché l'aeroporto adesso... Diciamo, se è rimesso in asse, è stato venduto e via di seguito. Ma ancora non fa i numeri che noi vorremmo e che dovrebbero essere i numeri essenziali per essere un riporto competitivo. Ancora lì non ci, non ci siamo, neanche noi, ma non per colpa nostra, perché siamo partiti da meno sotto zero. Prego, consigliere. Grazie Presidente per fatto personale, solo perché ero l'assessore che aveva come delega l'Ardorica e quindi insomma me la sono proprio vissuta sulla pelle, forse più di altri. E è stata venduta, sì, Ciccioli, è stata venduta per 15 milioni di euro. Incredibile! Cioè, qualcuno, un fondo inglese, tra l'altro verificato dalla Comunità europea e dal curatore fallimentare, perché noi eravamo in predisesto. Eh, è stato verificato il fondo inglese. Il fondo inglese in ha versato 15 milioni di euro in un'unica tranche dopo aver presentato una fideusione bancaria. E devo dire che in quel momento era d'estate, abbiamo aspettato quei dieci giorni eh, dopo aver, ripeto, falcidiato tutti i debiti, pagato tutti gli stipendi, malgrado fossero i dipendenti ne supero ha ragione. Ma io, io e la mia giunta li abbiamo trovati li abbiamo trovati e nessuno di quelli che abbiamo nominato noi nel CDA ha avuto mai problemi o è stato indagato. Quindi voglio dire, abbiamo scelto persone che ci hanno aiutato e non solo loro perché c'è stata una grande squadra anche con la comunità europea, con Enac, non possiamo dire di essere stati soli perché da soli non ce l'avremmo fatta. Però io voglio dire che c'è stata una squadra che ha lavorato e quindi ogni volta che vedo un aereo che parte da Falconara, o meglio, che atterra a Falconara, perché il mio sogno sarebbe che atterrassero eh, più aerei possibile per portare, eh, per portare turisti nelle Marche, io sono molto contenta e lo dico senza nascondere una grandissima emozione, perché io penso che sia la cosa più straordinaria, ha detto bene Ciccioli prima, eroica perché... Davvero non speravamo di potercela fare fino alla fine. E la chiusura dell'aeroporto alla vigilia del Covid, perché è stato salvato qualche mese prima, e la tenuta dell'acquirente, perché anche questo è importante, che l'acquirente ha tenuto dal punto di vista economico, malgrado il Covid e malgrado l'assenza di voli. Quindi tutto questo devo dire che è eh, una delle cose positive della regione Marche e sarà, e spero in continuità, perché un aeroporto non può essere attribuito ad una sola amministrazione. Sicuramente la nostra non ha fatto debili ma, ma li ha risanati. Grazie consigliere Casini. Ora vedo iscritto il consigliere Marinelli che però la faccio intervenire dopo con la dichiarazione di voto perché è già intervenuto. Non vedo altri iscritti a parlare. Apriamo con la dichiarazione di voto. Iniziamo con l'emendamento 6.1. Consigliere Marinelli, prego, può parlare. No, prima mi eh, ha detto che stavo a interrompere, non ho interrotto nessuno ma era solo per dire che la discussione doveva mettere sull'emendamento e non sull'articolo, quindi eh, era solo lì perché dico, no, la discussione doveva essere fatta sul, sull'emendamento invece si è passato all'articolo quindi, io di, ecco, quindi era, era solo quello che uno voleva era solo una precisazione perché stavamo parlando di cose che non erano inerenti a quello che doveva essere. Non vedo altri iscritti a parlare, apriamo la votazione. No, il consigliere Cesetti, prego consigliere. Per dichiarazione di voto, poi valga per l'emendamento per l'articolo, guadagniamo tempo. Ma anch'io mi sento come Anna Casini in parte chiamato in causa. Noi voteremo contro. Siamo, crediamo che sia opportuno sostenere l'aeroporto Per io voglio dirlo, lo dico con orgoglio: a me è arrivato un avviso. Arrivò a suo tempo un avviso di conclusione, no, di proroga e indagini da parte della Procura della Repubblica di Ancona per la vicenda Erdoria quindi anche in penale. E poi eh, perlomeno io venni archiviato addirittura in istruttoria dallo stesso Procuratore, come appunto sono stato archiviato insieme ad altri. Dalla Procura della Corte dei Conti. È evidente, voglio dire subito una cosa: che sia la Procura della Repubblica che la Procura della Corte dei Conti non potevano fare diversamente, no? È ovvio. Siccome non risultava paradossalmente agli atti, non si capisce come, non risultava quella legge, non risultava quella legge è evidente, no? Che non potevano fare diversamente. Non appena noi abbiamo attraverso uno studio approfondito, portato quella legge, perché avevamo stanziato le risorse, proprio con legge di bilancio, con legge una, i primi 3 milioni con legge di bilancio, i secondi 3 milioni con una variazione di bilancio, dove addirittura c'erano le dichiarazioni anche del relatore di maggioranza Giacinti e della relatrice di minoranza Jessica Marcozzi, che io ho citato nelle mie... Nelle mie difese è evidente, avevamo fatto tutto con legge, non potevamo essere perseguiti, perché la legge non la si può perseguire, la legge se la, la si può impugnare, la si può impugnare, ma non si può perseguire la legge, no? Che di questo per dire che cosa? Che dovreste avere un pochino più di coraggio, no? Certo che non si può e non si deve abusare dello strumento legislativo, anche perché poi lo stesso può essere impugnato anche dalla stessa Corte dei Conti. Però. Un po' di coraggio ci vuole, no? Come l'avete messo qui? Perché qui lo fate con legge? Perché facendo così mettete a riparo, mettete a riparo, diciamo, i tecnici, i tecnici e voi stessi, e la Giunta, come è giusto che sia. Come giusto che sia. Però, ecco, come si può fare qui per l'Aerodolica, io credo per l'aeroporto, io credo che si poteva fare per le residenze sociosanitari e assistenziali approvando l'emendamento di Carancini che pure aveva trovato una copertura che era stata dichiarata ammissibile dalla segreteria della prima commissione. Quindi la legge poteva tranquillamente affermare se stessa e poi le strutture tecniche si adeguavano e ubbidivano al dettato legislativo. Tutto qui. Non bisognerebbe fare il contrario. Come fate voi? Grazie consigliere, non ci sono altri iscritti a parlare. Apriamo la votazione dell'emendamento 6 barra 1. Chiudo la votazione. 17 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto. E ora passiamo alla alla dichiarazione di voto, o eh, no, la discussione dell'emendamento no, no, dichiar dichiarazione di voto dell'emendamento barra prego. Prego consigliere Marinelli. È un emendamento tecnico. Cesetti diceva che magari potevamo fare con eh, eh, la 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 questione finale del Mm, soluzioni tecniche però io penso che sia più opportuno portare all'attenzione dei consiglieri come stanno le cose piuttosto che poi fare l'allevamento tecnico alla fine e, e nascondiamo quello che c'è quindi è una questione di chiarezza eh, che vogliamo portare avanti e fare quindi tutto qua Non ci sono altre, altre prenotazioni, apro la votazione dell'emendamento 6 barra 2. Chiudo la votazione. 17, 15 voti a favore, 7 contrari, 1 astenuto. Ora apriamo la, eh, la dichiarazione di voto dell'articolo 6 così come emendato. Prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, eh, apriamo la votazione dell'articolo 6. Chiusa la votazione, 15 voti a favore, 7 contrari, 1 astenuto. Ora passiamo all'articolo 7 che non ha emendamenti, eh, chi vuole intervenire si prenoti. Non ci sono iscritti a parlare, apriamo la dichiarazione di voto. Non c'è nessuno per la dichiarazione di voto, apriamo la votazione dell'articolo 7. Sì. Sì. Chiudo la votazione. 15 voti a favore, 7 contrari, 1 astenuto. Ora passiamo all'articolo 8. Nell'articolo 8 c'è un emendamento, l'8-1. Apriamo la discussione per quanto riguarda l'emendamento 8-1. Prego consigliere Marinelli che ha chiesto la parola. Sì, l'emendamento oh, riguarda il Comma 1 di grotto l'importo è di 1.350.000, sostituito al seguente euro 417.000 e alla fine del periodo prima del punto sono aggiunte le parole seguenti per l'annualità 24 e ridotta di euro 295.000. Quindi eh, i fondi. Speciali che essendo stati impegnati, questo è quello che resta. Non ci sono altri interventi? Sì, consigliere Garancini, prego. Sì, presidente, solamente per dire, solamente per dire che questo è uno degli articoli uno degli articoli più, diciamo, odiosi di questo assestamento. Tecnicamente è un fondo che serve per finanziare, fondo preventivo evidentemente, per finanziare eventuali oneri correnti riguardanti nuovi eh, provvedimenti legislativi. A rigor di logica, quindi a rigor di logica, quindi dovrebbero essere destinati a, solo a questa specifica finalità. In realtà altro non sono che una forma, diciamo, elusiva della destinazione. Sarebbe interessante avere l'ammissibilità e il controllo di questi, perché è evidente che le risorse che abbiamo consumato anche in relazione a questo emendamento, a questa Norma, scusate, all'articolo 8 non si riferiscono tutti a provvedimenti legislativi successivi alla predisposizione. Quindi il controllo andrebbe fatto. Non credo che non voteremo favorevolmente, poi dirà il capogruppo. Consigliere Cesetti, prego. Sì, presidente, chiedo scusa, ma qui il problema c'è pure poco spazio. Eh. Allora, questo è la norma, l'articolo la norma, 8, vabbè vado a memoria, appunto fondi speciali per far fronte alle nuove derivanti e provvedimenti legislativi che sistematicamente vengono, diciamo, farcidiati, farcidiati per, finanziare, per finanziare le marchette. Si attinge sempre da lì. Eh, ma questo non va bene perché questo fondo speciale è un fondo necessario, se vogliamo anche obbligatorio, perché il finanziamento delle leggi è un obbligo costituzionale. È un obbligo costituzionale perché eh, ci dice la Costituzione appunto che tutte le leggi devono essere finanziate, anche le leggi regionali e che i comuni, le province, le città metropolitane eccetera eccetera no, devono adempere e via dicendo allora eh, non è possibile che ogni volta qui si fanno leggi che hanno finanziamenti minimi poi vengono definanziate nel corso degli anni non vengono attuate si fa il fondo speciale per far fondaglione derivanti dalla legge e poi questo lo si riduce sempre drasticamente ogni volta è avvenuto anche in occasione in occasione del bilancio, del bilancio di previsione, lo abbiamo visto, che si attingeva sempre lì, anche lì, quando si sono state fatte la famosa, famosa tabella E, si è presi i soldi, Marinelli lo sa perché eh, guida la prima commissione, si prende sempre lì i soldi. E questo non è possibile, addirittura l'altra volta anche sulla parte delle spese di investimento, che vennero quasi azzerati. Allora, su questo noi ci permettiamo. Che cosa? Di segnalare perché ci sia qualche responsabilità? No, la responsabilità è evidente che è solo politica, non può essere di, una, di altro tipo perché appunto è la legge, però io mi permetto di eh, segnalare eh, diciamo che in sede di parifica, in sede di parifica si affronti questa questione. Eh, perché non è possibile che le leggi regionali eh, vengano sempre eh, definanziate e poi si mettono i soldi sulla tabella E, che di fatto la tabella E diventa un atto amministrativo diventa una legge provvedimento, no? Perché mi dici che cosa legiferiamo noi con la tabella E? È una legge provvedimento per assegnare le risorse Tizio Caglio e Sempronio, no? Al di là, al di fuori di qualsiasi tipo di controllo. E questo non può essere. Ho finito il tempo, vado avanti dopo. Grazie consigliere Cesetti. Non ci sono altri interventi, quindi dichiarazioni di voto. Prego consigliere Giosetti. Sì, votiamo, noi votiamo contro perché avremmo votato a favore di questo qualora non fosse stato decurtato questo articolo. Però proprio questo è il punto, no? che non è, questi emendamenti sono in violazione, tra l'altro, del dettato costituzionale. E tra l'altro, ripeto, si mettono nella tabella E e ci torno. Perché? La tabella E che si fa con legge, perché diventa di fatto un articolo di legge, no Marinelli? Quando si attribuiscono le risorse in quel modo, ripeto, diventa una sorta di legge provvedimento. Anche per questo è illegittimo. Dice, ma lo facevi anche tu, vero? Ma io, la, la mia tabella C che voi volevate, volevate abolire perché parlavate di traffico di influenze... Di influenze era una cosa molto diversa, primo perché era più giusto, secondo perché utilizzava un meccanismo molto più lineare a differenza del vostro, perché voi date ai comuni, ma io vorrei dire ai comuni che quando voi gli date a un comune le risorse per finanziare la bocciofila in via del passatempo, o il ruzzodromo o l'addestramento cani, che stiano attenti sindaci, i sindaci e i dirigenti che destinano quelle risorse. Perché se voi siete coperti dalla legge per la responsabilità, quindi non siete responsabili, come non lo ero io, dalla legge, valate bene che se date quelle risorse, se il Comune dà quelle risorse, non lo so, io non credo che il Comune, il dirigente poi, e eh, mi ascoltino, sia, sia coperto dalla legge. Non credo che sia coperto dalla legge quando si danno comunque risorse pubbliche per addestrare i cani oppure per un ruzzodromo o per una recinzione, non so se siano coperti dalla legge. Quindi voi non gli fate un favore, no, non gli fate un favore. Io gli dico ai sindaci e ai dirigenti, attenti ai dirigenti comunali, di come utilizzate quelle risorse, perché sono risorse pubbliche. Quando lo facevo io era diverso, era diverso come avveniva, Presidente. C'era la richiesta del dirigente, c'era la richiesta del dirigente. O nel momento in cui c'era la richiesta dei dirigenti io facevo la legge a posto qui siccome i dirigenti non si vogliono prendere la responsabilità con voi mentre con me se la prendevano perché altrimenti io non la finanziavo la tabella C se la prendevano i dirigenti perché quando Castelli l'altra volta parlava del tirassegno di Monteciorcio tra l'altro l'amministrazione di destra che gli aveva dato i soldi di destra la richiesta l'aveva fatta il dirigente eh! E noi la davamo con legge direttamente a tirassegno Oggi non c'è la richiesta del dirigente, voi date i soldi al comune, che li dà, poi alla bocciofila. Guardatela bene, perché mettete nei guai i comuni e ci torniamo su questo con una bella Grazie, grazie consigliere. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione votazione aperta. Votazione chiusa. Emendamento approvato. 16 favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. Articolo 8. Aperta la discussione. Dichiarazione di voto. Noi siamo contrari perché, tra l'altro, oltre, oltre al dettato costituzionale che ve l'ho detto io prima, 81 e 119, mi pare adesso. scusate ma Bilò. Guarda, che attendo con le fisarmoniche perché. Eh, capito? Però tu intelligentemente hai fatto la legge, eh? vero? Ti ricordi? Mentre Roma brucia, la regione brucia e Bilò suona la fisarmonica, allora. Te la ricordi? Eh. Allora, l'obbligo delle Allora, articolo 38, siccome qui si parla sempre del 118, no? del 2011, famoso 118. Allora, l'articolo 38 del 118 del 2011 dice: Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nei bilanci di previsione. E indicano l'onere al regime, ovvero nel caso in cui si tratti di spese obbligatorie, possono riempire la penalità. Eccetera, eccetera, che dice anche questo? Ci dice che le leggi devono essere coperte, quindi il fatto il fondo speciale eh, non è dice, Sai, io ci metto il fondo speciale quattro becchi e ho assolto l'onere. Non è così. Non è così. E non è che poi io, se rassegno prima la, la necessità, perché il fondo speciale è stato quantificato in un milione e trecentocinquanta mila. E poi perché agli ho di investimento 400.000, questi azzerati, mi ricordo, il bilancio di previsione azzerati, no? Quindi c'è stata rimessa nel, nell'assestamento. Poi vengono ridotti, vengono ridotti di molto. Allora delle due l'una, delle due è nulla, lo dico a Marinelli. O lo stanziamento iniziale è stato fatto a caso? non ci voglio credere che è stato fatto a caso, non ci voglio credere, oppure se è stato fatto a ragione, secondo scienza e coscienza come si dice, no? ma qui la coscienza, no? e allora non si doveva ridurre e non si può ridurre, ripeto, per distoglierla da una legge, da leggi che ci sono eh, per finanziarci la tabella E, non si può fare, secondo me non si può fare questo, perché noi li togliamo da una legge in essere... Ad un'altra che al più deve essere, deve essere ancora varata. Quindi non lo so, mettetevi d'accordo con questo meccanismo. Io spero che, ripeto, non c'è alcuna responsabilità, eh, sia chiaro. Però politica sì. E allora su questo io credo che la Corte dei Conti dovrebbe valutare anche, lo voglio dire, se la legge di assestamento, se anche impugnarla davanti alla Corte costituzionale. Perché se la legge di assestamento, la legge di bilancio viola il dettato costituzionale 118 la corte di conti la deve impugnare in via incidentale grazie consigliere cesetti Al consigliere marinelli prego non solo per dire che eh, siamo favorevoli a questa votazione il discorso è che i fondi speciali so che prima neanche venivano previsti per niente, quindi che poi adesso noi li andiamo a decurtare penso che 400.000 euro ancora rimangono, cosa che invece prima non succedeva. Quindi penso che stiamo oh, procedendo nel rispetto delle norme e delle leggi e quindi andiamo avanti e votiamo a favore di questo articolo. Grazie consigliere Marinelli. Altre dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Mettiamo in votazione l'articolo 8, prego. Votazione chiusa? Approvato. 15 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto. Articolo 9. Eh, Sull'articolo 9 troviamo un emendamento, che è l'emendamento 9-1. Eh, se il consigliere Marinelli vuole illustrarlo, prego. Sì, grazie Presidente. È solo una rideterminazione del fondo di riserva, quindi eh, che questo è un emendamento tecnico che viene decurtato di. 7 milioni 350 quindi dai 100.000 passa a 92,650 circa. Grazie. Non ci sono altri interventi. Prego, consigliere Carancini. Ah, sì. sì, Presidente. In realtà non sono 100.000 ma 100 milioni, leggermente differente. E sarebbe interessante capire dove vanno a finire questi 7 milioni. Allora, questo è uno, a nostro parere, delle cose più ignobili che vengono previste in questo, in questo ehm, assestamento. Non troviamo le risorse... Per, eh, per le residenze sanitarie, anzi, non le troviamo perché le chiede il Partito Democratico, però le trovate fra sette giorni. Davvero uno scandalo, vi dovreste vergognare. Qui facciamo un'operazione peraltro. Le chiedo scusa in combinato disposto con l'articolo successivo il 9 bis perché. Mettiamo nel, nell'assestato 100 milioni come fondo di riserva per cassa. Il fondo di riserva per cassa, diverso dal fondo di riserva per competenza, può essere sostanzialmente distribuito ad altri capitoli di bilancio senza che questo passi all'interno del Consiglio regionale. È una, come dire, dei magheggi che vengono fatti per crearsi delle, sac, dei sacchetti, eh, dei fondi per poter utilizzare e non passare in Consiglio regionale. Non ci abbiamo messo 3 milioni, 100 milioni. Questo vuol dire che il dirigente, poi lo vedremo dopo, il dirigente, ovviamente, dietro mandato, immagino, della Giunta regionale può fare quello che vuole utilizzando una piccola risorsa, 100 milioni. Io mi chiedo se questo è un atto trasparente di rispetto del Consiglio, di rispetto della programmazione, di rispetto degli strumenti di bilancio che devono essere usati in sede ovviamente di amministrazione. Ovviamente. Non ci direte a che dove sono andati i 7 milioni che sono previsti qui, non ci risponderete perché i 92 milioni di mutuo del 22 sono stati azzerati, non come dire, vi eserciterete perché per voi il rapporto con l'opposizione in sede di bilancio è un rapporto di sufficienza, di arroganza, non vi sprecate neanche, e eh, io adesso dico che è veramente uno scandalo che si possa approvare un articolo come questo grazie consigliere Carancini, la parola al consigliere Cesetti, prego sì grazie presidente, ma ha detto Carancini però io non posso sottrarmi dal parlare anche perché sono stato chiamato in causa da Marinelli io sa so, prima non veniva previsto nulla nel fondo speciale per le leggi eccetera eccetera ma non credo sia così ma se anche fosse ma sono passati tre anni ma voi non avete vinto le elezioni per cambiare no? non avete vinto le elezioni per cambiare fatelo perché dovete dire voi facevate tra l'altro non vi assolve dai vostri, dai vostri peccati non vi assolve pensate qui quello che succede diceva Carancini il fondo di riserva sul primo comma addirittura si prevede, si incrementa il fondo di riserva Garancini per 21.000 euro, 21 euro per l'annualità 2024. Manco fosse il comune di Massafermano dove io ho fatto il sindaco 32 anni fa, no? Più 116.000 euro per l'annualità 2025, no, no, 2025 è 7.000 euro addirittura. 7.799. Pensa che cosa scriviamo noi in una legge. Quando la leggo dice, ma questi che fanno, no? Ma come si fa come si fa a scrivere una legge 7 incremento di 7799? Perché c'è un dirigente che non si vuole prendere la responsabilità. Bene. Poi però, al terzo comma, al secondo comma, si prevede un fondo di 100 milioni. 100 milioni. Lo diceva Carancini. Quello è il cassetto che si dà alle, al dipartimento competente. Al dipartimento competente che poi all'occorrenza, ovviamente, lo distribuisce ai servizi, agli altri dipartimenti, bypassando la politica, bypassando l'istituzione. E l'istituzione è questa assemblea legislativa, no? Perché sono 100 milioni. E come voi che fate? Voi, da una parte, con legge, prevedete una, un aumento di 7.790 milioni. 9 7.799,37, nell'annualità 2025, Bilò, qui ritenete che ci sia bisogno della legge, no? Per questo. Nello stesso tempo con la legge prevedete 100 milioni, ma Bilò, non capisci, comprendi che c'è una struttura, su cui mi rivolgo a te, mi, ti chiedo scusa, ma perché sai che ti stimo e sei un amico. Ma c'è una struttura ex se no? Che, che, non, che deve essere in qualche modo, è, diciamo, rimossa, no? Almeno... Le declinazioni al verbale, però Presidente, ho quasi finito, 17 minuti, dopo dandomi prenoto, così prosegue. Eh. Grazie consigliere Cesetti. Non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto. Prego. Sì, perché, perché dovevo finire, non certamente per la voglia di parlare, anche perché diciamo sono sufficientemente, no, non sono stanco, eh sufficientemente accaldato oggi però va bene no, io Presidente tranquilli perché io più vado avanti e più diciamo le energie miei, eh... no esatto allora questo qui dicevo prima e chiudo perché non la voglio fare lunga eh? cioè prevedere questo significa ripeto bypassare questa assemblea legislativa io ricordo per dire quando Maria dice ma quello che facevi tu io ricordo che facevo le variazioni di bilancio, ma guardate, no? guardate che lo dava prima, l'unica che è stata fatta e che io, noi abbiamo votato, la variazione che ha fatto Puzzo. Puzzo per le, le, il ponte di Rubianello e per la, la, il raccordo li, li, al, al, casello, al casello che noi abbiamo votato, 4-5 mi, mi, milioni, Puzzo ha fatto una variazione lui, l'unica che è stata fatta in tre anni, che noi abbiamo votato. E noi nello stesso tempo lì facciamo una variazione di bilancio con legge e poi mettiamo nel fondo di riserva cento milioni. Questo è, è l'espropriazione dell'assemblea legislativa da parte, da parte delle strutture tecniche della regione, non soltanto del, del dipartimento bilancio ma di tutti i dipartimenti, perché questo a beneficio di tutti i dipartimenti che fanno quel che vogliono, bypassando diciamo, l'assemblea legislativa delle marche. E questo non può essere perché sono loro che devono fare quello che decidiamo noi. Non è vero il contrario, che noi facciamo quello che dicono loro, quindi ci chiedono 100 milioni nel fondo di riserva e noi come diciamo, scolaretti disciplinati... Eh, Diamo. noi non siamo un'aula, diciamo un'aula di scuola, no? No, no, noi non siamo questo, quindi, questa è l'espropriazione dell'assemblea legislativa e da una parte, dall'altra è l'abdicazione, l'abdicazione dell'assemblea legislativa alle proprie prerogative e perché no anche ai propri poteri che poi sono i poteri della legge alla quale tutti devono e dovrebbero. Sottostare, vedete voi se dopo tre anni volete continuare di questo passo. Io che vi posso dire, in bocca al lupo a voi ma soprattutto alla comunità marchigiana. Grazie consigliere Cesetti. Altre dichiarazioni di voto? Mettiamo in votazione l'emendamento 9/1, votazione aperta. Votazione chiusa. Emendamento approvato. 16 favorevoli, 6 contrari, nessun astenuto. Articolo 9. Dichiarazione di voto, prego. Consigliere Cesetti. Sì, noi sull'articolo 9 siamo contrari. Per quello pensavo che fosse Nobis per quello che ho detto poc'anzi Presidente quindi non approfitto ulteriormente mettiamo in votazione l'articolo 9 votazione aperta votazione chiusa Approvato, 15 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto. Articolo 9 bis, discussione aperta. Consigliere Garancini, prego. Senta Presidente, qua io chiedo che in realtà siccome ci apprestiamo a votare un emendamento, un articolo composito e articolato, Impedisce di fatto questo a ogni consiglio cortesemente, se possiamo riprendere il posto, ognuno il suo. Allora dicevo, questo presidente lo chiedo al segretario regionale, al segretario dell'aula. Queste sono dentro al 9 bis, ci sono tutta una serie di modifiche che riguardano sì la legge 31 del 2001, ma in realtà sono tutte diverse. Queste di fatto impediscono a ogni consigliere di votare analiticamente ogni modifica. Quindi, a mio modesto parere, così come formulato, è inattendibile. Eh, inammissibile, inammissibile, quindi le chiedo perché io potrei votare evidentemente siccome riguardano tutti eh, eh, diciamo emendamenti, tutti gli articoli, eh, tutti i commi distinti, è evidente che costringerci ad approvare o non approvare... Non sembra diciamo, la, la linea corretta, quindi le chiederei su questo una interpretazione andrebbero suddivisi per ognuno degli articoli. Attendiamo il segretario generale. Scusate, sospendiamo il Consiglio e riuniamo la Commissione per comprendere bene quello che va fatto. Bitri consiglieri di Riccardo Marinala okay. e... Yeah. Eh? Prego i consiglieri di accomodarsi, riprendiamo i lavori. Allora riprendiamo, riprendiamo i lavori e eh, la votazione dell'articolo 9 bis sarà un'unica votazione, così ha stabilito la Commissione, perché l'articolo 9 bis modifica la legge regionale di contabilità, legge 31 del 2001. Consigliere Cesetti, prego, per dichiarazione di voto. Ho visto che è... Passiamo alla dichiarazione di voto. La discussione. meno mi sembra che eravamo. Ecco. Siamo... Sì, mi riauto il tempo, grazie. Ma noi votiamo contro. Va bene, bene l'unica votazione, sebbene la Commissione abbia ritenuto che comunque l'eccezione di Garancini fosse più che fondata. Però a questo punto, come eh, diciamo, abbiamo seguito l'indicazione più agevole. Eh, Puntualmente diciamo prospettata dal segretario generale dell'Assemblea. Ma noi votiamo contro, oltre perché questo diciamo, è un adeguamento, si diceva alle due, alla legge al 118 del 2001. Dopo 22 anni, Marinelli dice meglio tardi che mai. Però dopo 22 anni si fa un adeguamento. Perché? Perché è un adeguamento molto articolato. È coerente con quello che dicevo prima Marinelli perché, perché presidente e per questo votiamo contro all'articolo 9 si prevede il fondo di riserva per l'autorizzazione di cassa 100 milioni udite udite all'articolo all 9 bis e tra le altre cose al comma al comma 3 al comma 4 lettera b si dice che cosa i prelevamenti del fond dal fondo di riserva Carancini per le autorizzazioni di cassa, i 100 milioni, sono effettuati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di bilancio per l'integrazione degli stanziamenti di cassa e dei capitoli di spesa ai sensi dell'articolo 48 del 118 che è questo qua. Quindi significa, senti che vedo che mi guardi con attenzione perché ti ti vengano almeno i sensi di colpa, no? Eh, almeno questi? E questo è il punto, 100 milioni che poi si fa con decreto del dirigente. Quindi espropriazione dell'assemblea legislativa, abdicazione da parte dell'assemblea legislativa e ovviamente la giunta, è, che problema è? Tanto la giunta è d'accordo con i dirigenti, questo è. Poi lo stesso se prendiamo la lettera B del comma 2, i prelievi al fondo di riserva per le spese obbligatorie sono effettuati con decreto del dirigente. E poi lo stesso, eh, que, quello abbiamo detto, quella lì sull'autorizzazione di cassa, quindi ditemi voi, ditemi voi se questi sono adeguamenti tecnici. No, questi non sono adeguamenti tecnici. Questa è l'arma. Eh, per espropriare, espropriare l'Assemblea legislativa eh no? e di poter utilizzare come si ritiene, sempre per fini istituzionali ci mancherebbe altro il cosiddetto fondo di riserva per 100 milioni. Guardate voi, 100 milioni e poi si scrive un aumento di 7 mila. Prego, consigliere Carancini. Sì, Presidente, siccome siamo in eh, dichiarazione di voto, io ovviamente mi distingo in questa perché, mi dispiace, ovviamente non è una questione personale col eh, segretario. Credo che attraverso questa modalità si violi la legge in modo, diciamo, palese. palese. Giustamente io avevo presentato un ordine del giorno nel quale come dire, la struttura burocratica con, molta, con molto scrupolo e devo dire anche con serietà. Mi dice: guarda eh, consigliere, che non puoi presentare un ordine al giorno su una certa tematica perché non c'entra niente con l'assestamento. Questo articolo 9 bis è il manifesto che non c'entra assolutamente niente con l'assestamento. Questo semmai o con una legge omnibus o con altro strumento sarebbe stato corretto da portare e non da infilare dentro un assestamento, perché questa è un atto di arroganza rispetto alle regole. È un atto di arroganza rispetto alle regole. Ovviamente voterò da solo, quindi come di che ve frega. È però. Introduce un precedente, cari colleghi consiglieri. Significa che un'assemblea legislativa si fa le norme come le regioni delle banane, perché questo introduce una regola che da domani mattina si potrà fare in ogni occasione. Io capisco che bisognerebbe stare qui e fare 9-10 emendamenti, a me dispiace pure perché. Eh, però. Se stiamo neppure in un consiglio comunale, perché in un consiglio comunale le regole si rispettano e forse neanche nella bocciofila e allora questo non è secondo me un passaggio, come dire, corrispondente all'autorevolezza di un'assemblea legislativa regionale. Quindi, ovviamente, non ce l'ho con nessuno, lo dico in rapporto al, al, alle regole che fra di noi debbono esserci in relazione all'ingaggio, cioè a che cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa si può votare, cosa non si può votare. Questo è il ragionamento che io faccio. Certo, da domani mattina mi riesce difficile non accettare, non connettere un ordine del giorno che si riferisce alla sanità, seppur non è inserito nel, nell'assestamento e mi si dice... Comprensibilmente e giustamente, amico mio, tu questo lo devi togliere. Io credo che la politica su questo debba, Grazie consigliere Garancini. Non ci sono altre dichiarazioni, mettiamo in votazione l'articolo 9 bis, aperta la votazione. Prego votare. Votazione chiusa. Approvata, 15 favorevoli, 7 contrari, nessuno astenuto. Siamo all'articolo 10 dove troviamo 29 emendamenti che vanno discussi. 29, 29 emendamenti. Qui c'è un'unica discussione insieme degli emendamenti insieme al, all'articolo e tutti naturalmente possono intervenire. Apro la discussione, Vicepresidente Biancani, prego. Sì, grazie Presidente, per quanto riguarda l'articolo 10 ho presentato diversi emendamenti, il primo emendamento è la richiesta che ho già fatto in Commissione di 500 mila Euro per peso Capitale della Cultura, devo dire che ritengo veramente... Come dire, eh, scandaloso il fatto che dopo due anni la giunta regionale ancora a due mesi dall'inizio di peso capitale della cultura non abbia eh, previsto le risorse necessarie. Mi chiedo come fa un'amministrazione comunale a programmare quando gli è stato promesso nel 2022 un milione di euro è stato tolto in commissione nel corso del piano della cultura del 2022 500 mila euro e con l'impegno di rimetterli entro il 2022 siamo a fine 2023 Appunto a due mesi ancora le risorse non sono stanziate. L'assessore Baldelli in un'intervista ha garantito che verranno messi nel bilancio quindi vorrà dire che verranno messi nel, più, 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 probabilmente il 23 dicembre. Io penso che sia veramente una cosa che denota quanto la regione non ha capito quanto era importante partecipare e sostenere il peso capitale della cultura come città delle Marche e ricordo che la Regione Basilicata per Matera ha messo 10 milioni di euro. Quindi già un milione di euro. Era scandaloso. L'altro emendamento che vado a presentare è quello dove chiedo un finanziamento di 150.000 euro per completare, visto che è stata finanziata con altre risorse la gradatoria, 150.000 euro per completare l'intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere di Levante e Sottomonte, che permetterebbero appunto di completare. Eh, l'intervento. L'altro emendamento è il 10-11 che ritiro come primo firmatario, quindi il 10-11 non lo presento ma lo ritiro, non, non aggiungo altro perché è meglio che non lo aggiungo. L'altro emendamento è che invece non ritiro il 10-14 il 10-15 che è quello per finanziare la legge regionale 18 del 2017 che aveva ah, come obiettivo la promozione e la valorizzazione e culturale della tradizione motoristica a livello regionale, quest'anno non è stata finanziata. L'associazione Terra Piloti Motori, che vede come soci il comune di Pesaro e il comune di Tavuglia, eh, e non, eh, come dire, nel corso del 2023 non ha potuto portare avanti le proprie attività e quindi, visto il lavoro che è stato fatto negli anni, ritengo veramente inconcepibile non voler sostenere questo che è una promozione della regione che sta portando migliaia e migliaia di persone, ma che la regione continua a non sostenere perché non ha veramente capito quello che è il valore dell'attività che, che questa associazione sta portando avanti per conto anche della regione l'altro emendamento eh, che volevo presentare eh, no non ci sono, altri no, ci sono altri emendamenti adesso non lo trovo aspettate un attimo allora 150 un tempo è il mio comunque mio L'altro emendamento è sempre il 10-9, dove si chiedono 500.000 euro per la copertura della parte di tetto dell'ex manicomio San Benedetto di Pesaro. Ricordo che il comune di Pesaro, con un accordo con la regione, ha vinto un bando di 15 milioni di euro a nome del comune di Pesaro. La regione Marche non ha partecipato perché ha partecipato con altri progetti. Il comune di Pesoro è pronto, quasi entro qualche mese avvierà la gara d'appalto noi ci ritroveremo con un edificio dove partono i lavori e dall'altra parte dove praticamente il tetto è crollato e quindi chiedo, visto che questo è di proprietà di Asur, di stanziare 500 mila euro, visto che l'intervento della regione non sarà fatto sicuramente nei prossimi anni, per evitare l'ulteriore eh, degrado di questo fabbricato molto importante e, e quindi è già la quarta volta che lo presento e quindi ritenevo importante presentarlo questa volta. Quello per la cultura motoristica l'ho già presentato, mi fermo un attimo a presentare meglio quello di peso capitale della cultura, ricordo che abbiamo presentato emendamenti dalla fine del 2022. All'inizio del 2023 e adesso sono tre o quattro volte che presentiamo emendamenti, la Regione continua a non finanziare Pesaro Capitale della Cultura, penso che sia veramente uno sgarbo istituzionale eh, gravissimo, anche perché non è che non ci sono le risorse, come è stato evidenziato con questo bilancio vengono date le risorse a tutto di più. Lasciare la città di Pesaro eh, fino all'ultimo momento senza avere garanzie penso che sia veramente. Eh, una brutta cosa. Quindi chiedo eh, il responsabile e chiedo ovviamente alla maggioranza di votare questi emendamenti, soprattutto questo di peso del capitale della cultura, perché è veramente molto importante. Grazie vicepresidente. La parola alla consigliera Anna Casini, prego. Allora. Sicuramente non mi fa piacere appoggiare questo emendamento di Biancani dal punto di vista campanilistico perché essendo di Ascolana avrei preferito eh, che questi soldi fossero arrivati, questi soldi, questo riconoscimento fosse arrivato ad Ascoli Piceno che è la mia città. Quindi questo premesso, però io mi ricordo bene l'audizione che fu fatta dal comune di Ascoli e dal comune di Pesaro eh, con la commissione esaminatrice. L'ho seguita tutta dal vivo e quindi vi invito a andarla a vedere se volete, così potete riscontrare quello che vi sto dicendo. E in quell'occasione io mi resi conto della differenza proprio dal punto di vista della presentazione progettuale. È chiaro che Ascoli è molto più bella, non c'è paragone, ma questo non è un merito culturale perché ce l'hanno lasciata così e noi la stiamo soltanto rovinando. E invece, la città della cultura è un'altra cosa, è la capacità invece proprio di costruire dei progetti culturali. Però mi ricordo una cosa che all'epoca l'attuale segretaria, segretaria del partito della Lega regionale eh, intervenne in qualità di assessore al, alla cultura e disse: se non sbaglio, potrei sbagliare, ma vi invito ad andarla a vedere. Disse che la Regione avrebbe messo, se fosse stata Ascoli-Piceno, un milione di euro. Eh, lo disse anche lei. Lo disse lei nell'occasione perché lei partecipò all'audizione e partecipò eh, dicendo che avrebbe messo un milione di euro. Allora, io oggi ricordo questa promessa perché se un milione di euro per Ascoli o per Pesaro e comunque per le marche, perché io non credo che... In un fazzoletto di terra come le Marche non sia vantaggioso comunque avere una città che è capitale della cultura. Io credo che serva a tutti, perché insomma la distanza di, cento, di 150 chilometri è risibile rispetto, eh, rispetto a tutto il resto d'Italia. E quindi credo che eh, dovrebbe essere accettata, malgrado mi dispiaccia un po'. Dal, ripeto, dal punto di vista campanilistico avrei preferito che queste risorse fossero arrivate nel Piceno, però dal punto di vista invece eh, della mh, contentezza, in ogni caso, perché è stata scelta una città delle marche. Io invito tutti, visto anche le promesse che erano state fatte all'epoca per le marche. Eh, Dall'allora assessore, io invito a mettere almeno la metà di quello che l'assessore aveva promesso di stanziare. Grazie consigliera, la... grazie. La parola al consigliere Bagliocchi, prego. Sì, grazie Vicepresidente. Chiaramente adesso mi soffermo un secondo sull'emendamento sul peso recitato della cultura. E... Sinceramente mi dispiace che il consigliere Biancani eh, consig continua a fare questi emendamenti, ma basterebbe che potesse tranquillamente parlare al Presidente della Regione, Presidente della Giunta, Francesco Coroli, o all'Assessore e gli avrebbe sicuramente detto che l'impegno che la Regione ha preso, come confermato anche dall'Assessore Baldelli qualche giorno fa sul, sul giornale, è un impegno che verrà assolutamente, assolutamente rispettato. Eh, io capisco la, la fobia e la, e la voglia a tutti i costi di dover. Di dover apparire su questa vicenda, ma facendo un danno alla stessa città che rappresenta in questa, in questa sede. Perché non c'è assolutamente bisogno, perché il Presidente Acquaroli l'ha detto più volte, ed è stato detto anche dall'assessore Chiara Biondi, e questi fondi verranno messi, poi interverrà sicuramente successivamente anche l'assessore Biondi verranno messi nel, 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 nel bilancio di previsione. Quindi non è assolutamente logico portare avanti questo tipo di, di modalità, eh, consigliere Biancani, anche perché sono gli Compagni di partito suoi, compagni in questo caso non è noi ci chiamiamo compagni, voi ve lo posso dire sicuramente compagni, che osteggiano questo suo comportamento perché non porta assolutamente a nulla, almeno per quello che mi riguarda e per quello che mi rappresentano. Chiaramente magari a lei non glielo dicono, e io capisco che le sue ambizioni, chiaramente di fare il candidato sindaco peso, la portano ad avere, ad avere delle, delle posizioni che non, non hanno nessun senso perché. Sarebbe bastato assolutamente che parlasse, parlasse con il presidente Acquaroli e le avrebbe sicuramente detto Andrea. Non ti preoccupare, i soldi che ho promesso di dare li darò. Quindi mi dispiace che bisogna arrivare ad presentare l'ennesimo emendamento perché non c'era assolutamente bisogno. Su altre circostanze, ad esempio come terra piloti motori, c'è sicuramente la, la volontà e, la, e la, la voglia di trovare una soluzione nell'ambito del, del bilancio di previsione, anche perché ne abbiamo parlato e non è un segreto su questa, su questa vicenda, mi sembra. E, e, e basta, sinceramente questo è il, questo è il mio... Cioè, io sono convinto che, vista anche le sue capacità, se perdessi meno tempo a cercare di trovare... Eh, modi che incasinano solamente la situazione, invece di trovare una soluzione, sicuramente avremo meno problemi in regione. Grazie, grazie consigliere. La parola al consigliere Cesetti, Sì, grazie presidente. In questo articolo ci sono due emendamenti, soltanto due a mia prima firma. Non ne ho presentati altri nella consapevolezza ovviamente che non c'era spazio per eh, l'opposizione oramai il gioco lo conosciamo giusto Marinelli diciamo no allora uno è, è uno è un emendamento di 70.000 euro eh, sull'annualità 24 contributo alla provincia di Fermo per la realizzazione di uno studio preliminare di prefattibilità per la realizzazione di una metro adriatico appennino ad alimentazione elettrica idrogeno questo emendamento è stato presentato già in Commissione e è stato respinto. Poi, per la verità, il centrodestra, immagino a iniziativa di Puzzo, Marinangeli e Marcozzi, hanno fatto approvare un emendamento di 25 mila euro sull'annualità 23 e ovviamente io di questo, di questo li ringrazio. Però io credo che sia necessarie anche queste ulteriori risorse sull'annualità 24 per i 70 mila euro. Perché sappiamo bene che venticinque euro è un primo passo ma non sono sicuramente sufficienti. La realizzazione della ferrotranvia, tra l'altro ci vede d'accordo, sia a me che Puzzu, Marinangeli e, e, e la Marcozzi abbiamo partecipato anche a delle riunioni, è uno studio, secondo me, da fare, da verificare, perché magari si potesse realizzare quell'opera. Questo contributo, tra l'altro, è alla provincia di Fermo. È finalizzato, è la provincia di Fermo che deve fare, lei deve dare l'incarico per lo studio appunto, il preliminare di prefattibilità, non che lo dà associazioni, niente, proprio alla provincia di Fermo, tra l'altro governata dal centro quindi non è che si può dire. No? Che quindi, ecco, chiedo che venga, che venga approvato, anche se ci spero poco. L'altro è un emendamento sul cosiddetto Fondo regionale per il finanziamento del reddito di libertà. Sul reddito di libertà sapete che c'è una, una nostra proposta di legge a, mio prima, a mia prima firma, è la PDL 193, la 193 appunto con eh, la finalità di promuovere misure di solidarietà e di sostegno in favore delle donne vittime di violenza per consentire a loro diciamo, percorsi di autonomia e per affrancarsi appunto da quella violenza. Questo è uno stanziamento previsto sul 2023 perché la proposta di legge ha la copertura sul 2024. Vedo qui l'assessore Biondi: 300 mila euro sul 24, 300.000 sul 25. I 50.000 euro sul 23 perché? Proprio perché eh, leggendo la stampa vedo qui il Corriere Adriatico dove si dice reddito di libertà, mancano i fondi accolti appena tre domande su 64 c'è anche una, una dichiarazione dello stesso Presidente del Consiglio regionale latini dove dice a margine di questo incontro siamo qui per imparare quello che insieme possiamo svolgere per contrastare la violenza di genere siamo tutti impegnati in un percorso di servizio di formazione con queste parole il Presidente del Consiglio quindi sono 50.000 euro so bene che andiamo qui alla fine dell'anno però ci sono ancora due mesi è una piccola somma e Costituisce comunque un segnale, un segnale di attenzione verso questo, questi fenomeni che anche recentemente, anche recentemente, recentemente negli ultimi giorni hanno vista colpita la nostra regione, perché quando si colpisce una donna si colpisce l'intera comunità regionale. Abbiamo visto una donna, una madre di famiglia, un'infermiera massacrata, massacrata dal proprio partner. Allora, ecco, Dare questo significa dare anche un segnale, segnale di attenzione. D'altra parte, se diamo risorse, appunto, per le bocciofli, per i ruzzodromi, per le recinzioni, per tutto e di più, io dico diamo diamo, all'addestramento dei cani, diamo questo segnale per dire che almeno l'Assemblea la, eh, legislativa delle Marche su questo tema c'è, poi andremo ad esaminare la legge. E tra l'altro è anche un atto di rispetto nei confronti del Presidente dell'Assemblea legislativa che ha fatto una dichiarazione assolutamente condivisibile appunto in quella, in quella circostanza. Quindi veramente io raccomando l'approvazione di questi due emendamenti, in, sottolineando in particolare l'importanza, se vogliamo. Eh, istituzionale di questo secondo appunto sul reddito della libertà di libertà rispetto al quale c'è pendente una legge una legge regionale. La parola alla consigliera Vitri, prego. Grazie, Vicepresidente Pasqui. Vorrei ribadire l'importanza dell'emendamento presentato dal mio collega Andrea Biancani sul finanziamento mancante per Pesaro Capitale della Cultura 2024. Quando sono state presentate le due candidature, Pesaro e Ascoli, come diceva giustamente la collega Casini, l'allora la, assessora alla cultura Lattini. Aveva speso ufficialmente anche a Pesaro, in teatro, in occasione della presentazione, parole a cui noi avevamo creduto: aveva detto: Daremo un milione di euro poi non appena Pesaro è stata giudicata la vincitrice del riconoscimento sono arrivati solo 500 euro 500 sono stati tolti subito perché voleva usarli lei per altri piccoli progetti suoi con l'impegno di, di metterli ora Baiocchi continua a dire che dobbiamo credere alle promesse noi le promesse ci abbiamo creduto ma non sono state mantenute perché Baiocchi continua a dire ve l'ha promesso Baldelli sul giornale, ve l'ha promessa Cuaroli, ve l'hanno promesso tutti ma è dal 2022 ad oggi che noi aspettiamo promesse ma era perché? Ma perché era stato promesso entro il 2022? Siamo nel 2023. Siccome lei è pesarese, dovrebbe essere il primo ad arrabbiarsi e venire qua e fare il diavolo a quattro con il suo presidente e i suoi assessori. Dovrebbe essere il primo, se tiene alla sua città, a prendersela e a dire questi 500 mila euro favore, mi sono arrivati silenzio. entro il 2022, come aveva promesso l'assessora Latini. Non ha mantenuto la promessa, almeno mettiamoli nell'assestamento. Perché se arriveranno a Pesaro nel 2023, cioè noi non parliamo di pagare con le promesse con le parole, un impegno di Verso una compagnia teatrale, verso un'associazione che presenta un progetto, va mantenuto. Non è che puoi dire, Oh, ti pago fra due anni. Ma Pesaro co cosa deve fare? Deve anticipare tutto? Ogni assessore dice: Anticiperanno, anticiperanno nel sociale, nella sanità e ora anche nella cultura. Avevano promesso un milione di euro e. Avete l'occasione oggi di metterla. Lei stesso, Baiocchi, si impegni per far votare questo emendamento e dica: 'La mia città votiamo assieme. Questi 500.000 euro sono indispensabili per fare programmazione, perché se dovessero arrivare nel 2024 saranno inutili. Io mi permetto anche di aggiungere un'altra cosa di cui. Si è parlato poco la Regione ha promesso un milione di euro a Pesaro pensando di omaggiare la capitale della cultura, Biancani ha detto che la Basilicata ha messo 10 milioni per Matera e io aggiungo De Luca, De Luca la settimana scorsa agli stati generali del turismo ha detto pubblicamente quanto ha messo lui come Presidente della campagna per Procida Procida Capitale della Cultura lo scorso anno 15 milioni e De Luca ha aggiunto noi come Regione Campania abbiamo voluto credere in Procida Capitale della Cultura perché è stata un volano ha portato 10 volte l'investimento previsto in tutta la Campania e la Regione che Vediamo che ancora rispetto ai 15 milioni della campagna continua a mettere 500 mila euro. Anzi, gli altri 500 mila euro promessi ce li dobbiamo sudare, pregare, raccomandare. E addirittura oggi ci sentiamo insultati perché non crediamo alle promesse. La prima promessa era stata quella dell'assessora Latini. Lo ribadisco, non mantenuta perché aveva detto entro il 2023 avete un milione. Ora chiedo all'assessora Biondi, ma soprattutto al presidente Acquaroli riprendete questa promessa abbandonata in mano e cercate di onorare la parola che aveva dato perché è il, minimo, è il minimo che Pesaro può avere anzi cercate di valorizzare questo riconoscimento che non è solo di Pesaro deve essere di tutte le marche perché è un riconoscimento che fa onore a tutto il territorio regionale e a proposito dell'altro emendamento quello che riguarda la terra dei motori, dei motori e dei piloti, la legge sulla cultura motoristica, vorrei aggiungere che nel 2023 questa legge non è stata finanziata. Per la prima volta anche questa Baiocchi ne ha parlato dicendo di sostenerla, ma per la prima volta dal 2017 quest'anno non ha un euro. Ha sempre avuto 50.000 euro e per la prima volta questa legge non è stata finanziata. 50.000 euro dal 2017 sono sempre stati garantiti ogni anno, quest'anno ancora non ha avuto un euro, quindi per il 2023 non si potrà fare nulla. Gra grazie consigliera, la parola al consigliere Mangialardi. Sì, grazie vicepresidente. Sì, io, ah, io, uh, Rimango, rimango sorpreso dire, delle, delle valutazioni rispetto ad una richiesta, ritengo legittima e non, di Pesaro, e non di Pesaro, perché quella non è la vostra, non è la, eh, la capitale della cultura italiana del 2024, non è di Pesaro. Ecco perché è un, un, un riconoscimento nazionale che ha come giustamente aveva ricordato l'assessore Alattini, ha una, una rilevanza regionale e faceva bene a investire, anche se c'era allora una competizione tra Ascoli e Pesaro, e nel, nel già dichiarare un investimento importante, perché quello è un volano, un volano, e lo vedrete, un volano enorme, enorme per la nostra regione. E siccome... Come dire, al di là delle bellezze anche di qualche città, no, che, eh, anche la mia che diceva partecipiamo, poi non sono nemmeno in grado di, di, di fare eh, aderire al bando, perché poi è successo questo, non è che ritornerà nelle marche domani, eh, ci cioè sarà come al solito un giro. E inevitabilmente prima che, che, che una città marchigiana verrà rinsignita di, di questo riconoscimento passeranno degli anni. Quindi tutti, tutti noi dovremmo essere dire, consapevoli di questo e pronti per, come diceva Vitri prima, consentire ai, ai comuni e ai territori, perché non è solo Pesaro che ci lavora, di programmare. Perché non è che se arriva al 24 danno la, da, ci danno la... La peccetta e finisce lì. Cioè ci, sono, ci sono tutte delle attività che fortunatamente eh, eh, Pesaro e la provincia di Pesaro hanno messo in campo, anche coinvolgendo le, eh, spero l'intero territorio, che, ha, che, hanno bisogno, che hanno bisogno di, di essere sostenute. E, 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 eh, come dire, no, non è che lo, il finanziamento deve arrivare a rendiconto, perché se no hanno difficoltà. E quindi, io ho ritenuto un milione di euro dire, assolutamente squilibrata perché i valori sono quelli che se, sì, sì, se, se ci si crede si investe con quella modalità e quindi eh, fa, faremmo bene ad approvare immediatamente perché poi non è, adesso, non è lì, la, la, la promessa, l'impegno, eh, eh, dovrebbe essere uno slancio vero di questa amministrazione per consentire alla, alla Regione di avere la visibilità che si merita. E, e quindi spero che ci sia questo passaggio. Invece eh, ho presentato un, un solo emendamento perché per me, come dire, era paradigmatico del, della modalità che è stata più volte richiamata dai colleghi eh, della gestione di questo assestamento. Vedete. Eh, C'è una legge, la legge 15 del 1973 votata da questo Consiglio che individua eh, l'istituto eh, Scuola Marche eh, come un eh, riferimento per eh, le attività di, di, eh, di, di quelle, che quelle che conosciamo e che hanno svolto come dire, eh, nei, nei tanti anni per... Eh, Uh, l'approfondimento, la, lo studio, uh, la partecipazione, la, la, la condivisione, lo sapete, sono stati qui in occasione uh, della, uh, della giornata della memoria uh, per, per, uh, per uh, ricordare gli eventi uh, terribili, ricostruire gli eventi terribili uh, della Shoah. Ecco, uh, lo schema però è sempre questo. Intanto fate soffrire l'Istituto perché a bilancio lo scorso anno non ce l'avete messo dicendo siamo in difficoltà. Ciccioli ci ricorda tutto l'elenco delle disgrazie che sono capitate in questa regione, che sono quelle consuete, non, non, non mi sembra che siano novità che, che, che devono eh, dire, eh, imporre eh, scelte e eh, individuare soluzioni non l'avete messo a bilancio ci sono state una serie di interlocuzioni eh, che hanno portato poi invece di 65 mila euro a individuare eh, la cifra eh, assolutamente inadeguata di 25 euro e siamo a ottobre ottobre, cioè pronti per eh, per eh, approvare il prossimo bilancio di previsione ma quello che è eh, Caro Cesetti, è lo schema, è qui. Ancora vo una volta. Grazie consigliere. Forno. Forno. Grazie. La parola al consigliere Carancini, prego. Sì, Presidente, intanto... La presentazione dei, degli emendamenti a mia prima firma. Il primo riguarda la coerenza rispetto a un emendamento approvato nel DEFR riguardo alla concessione di risorse per la piantumazione degli alberi. Ovviamente, con molto senso di responsabilità, ci siamo limitati come Partito Democratico a prevedere solo 200 mila euro. 40.000 euro per ogni capoluogo di provincia non sarebbe altro che la risposta coerente in relazione, eh, a, eh, in relazione appunto alla questione approvata il DEF. Secondo emendamento di 4 milioni, eh, consigliere Ciccioli ovviamente glielo dico perché ha detto una cosa non vera o una bugia, chiamiamola così. Quando ha detto che il rimborso per. Ancona sul trasporto pubblico è il più basso. Non è assolutamente vero, non è so assolutamente vero. Ancona, Ancona percepisce a chilometro 2,38 euro. Che è il più alto fra i capoluoghi di provincia nel trasporto pubblico urbano. Il più basso è Macerata 1,56. Poi viene fermo 1.72 poi viene eh, Ascoli Piceno che ha, che ha eh, lo dico subito Ascoli Piceno ugualmente 1.72 poi 1.79 Sul provinciale il trasporto pubblico extraurbano il più basso è certamente eh, Ancona 1,49,08 centesimi. Tutto questo per dire che i 4 milioni e 400 mila euro che voi mettete nel bilancio del trasporto pubblico riesce a coprire solo rispetto all'inflazione il 7% di un'inflazione cresciuta dal 2015 del 30%. Per questa ragione inseriamo nel... nel nell'assestato nella ulteriori 4 milioni. Chi conosce lo stato delle varie società sa bene come stanno le questioni. Quindi ci sorprenderemmo, mica tanto perché eh, ovviamente non ascolterete per niente i numeri e i contenuti, ve ne infischierete di un ulteriore contributo di 4 milioni attinto al fondo crediti dubbia esigibilità che è un fondo esuberante rispetto a quello che è previsto dalla norma come somma vincolante, quindi voi, piuttosto che come dire, occuparvi delle cose importanti e serie nell'assestamento, cito la sanità, rispetto alla quale dite ci va bene ma non approviamo eh, gli emendamenti che mettono più soldi e rispetto al trasporto pubblico locale che è la seconda voce di spesa della regione che riguarda, che investe famiglie, ragazzi e via dicendo. Lasciatemi dire che però trovate i soldi per dare al presidente del CAL, nonché vostro amico, sindaco di Pieve Torina, al quale date 100.000 euro, per realizzare un'opera pubblica senza che, sia stato senza che in questo sia, siano stati coinvolti gli altri tu fammi come, come dici eh, avete regalato centomila euro perché non li date agli altri comuni montani? È lo stesso sindaco che voleva buttare fuori gli altri comuni in sede di omnibus rispetto all'Unione Montana e rispetto alla quale avete ricevuto una bella palata nei denti dal TAR ultimamente rispetto a una modifica. Ultima questione, Baiocchi, tu fai l'amministratore o forse no? no, no. Quell'attacco che hai fatto a Biancani fa sorridere perché quei soldi servono per investire sul capitale della cultura. È evidente che se gliel glieli dai dopo serve per metterli in difficoltà. E questo è così. E capisco pure che gli dice a Biancani, perché la tua preoccupazione, l'ambizione di Biancani è quella, la tua è che Biancani non si candidi, perché se vi can si candida vi straccia. Questa è la. Grazie consigliere. La parola al consigliere Mastro Vincenzo, prego. Grazie presidente. Allora. Per quanto mi riguarda ho presentato sei emendamenti, chiederei Presidente, Presidente, Presidente un quarto e 15 secondi, se per favore può chiedere il silenzio perché io sto sempre in silenzio Prego. e anche un po' di tempo, grazie. Si è notato che i secondi l'ho ridati abbondantemente a tutti, a passato... senza dire nulla, quindi eh, grazie. Allora... Allora, per quanto mi riguarda ho presentato sei emendamenti, il, tutti e sei per rifinanziare leggi regionali che voi pensate bene di non finanziare, come tutti gli anni, a partire dalla legge 14 del 2017, che magari qualcuno dice è poco importante ma siccome riguarda i bambini, riguarda i bambini della nostra regione, riguarda la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo di progetti per le città sostenibili a misura di bambini, quindi riguarda lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, coinvolge scuole, associazioni, cittadini. E I primi anni, nella scorsa legislatura, questa legge veniva puntualmente finanziata e, invece, da quando è iniziata la vostra amministrazione, la legge non viene mai finanziata. Io lo ripropongo ogni anno la ripropongo anche in sede di assestamento. Il secondo emendamento riguarda la legge regionale 3 del 2018, l'istituzione del servizio civile volontario degli anziani, in cui chiedo... Per Prego. Chiedo di inserire 25.000 euro per il 2023, 25.000 euro per il 2024 e per il 2025. La terza... È un'altra in cui all'inizio della legislatura vi eravate riempiti la bocca, quelle a, riguardo al contrasto e alla prevenzione eh, del, del contrasto dei fenomeni del bullismo, cyberbullismo, una legge che avevamo approvato nel 2018 e che avevamo attuato con un progetto eh, ottimo che aveva coinvolto scuole, ragazzi e che purtroppo si è arenato e che non sta andando avanti da quando. Siete voi al governo di questa regione. Puntualmente ogni anno non finanziate questa legge. Oggi vi ripropongo per la fine dell'anno, appunto per l'assestamento, 20.000 euro per il 2023 più altri fondi per il 2024 e il 2025. Quarto emendamento riguarda eh, lo dico così per prevenire il vostro imbarazzo: fra due mesi in quest'Aula in piena notte, riguarda la legge Carlo Urbani. Ci ritroviamo ogni anno a parlare di questa. Avete inserito, dopo su movimenti popolari e dopo imbarazzi costanti in quest'Aula, 30.000 euro oggi, oggi, per il 2023, ma non prevedete nulla per i prossimi anni. Quindi fra due mesi noi in piena notte ci ritroveremo a, a dibattere nel, nell'imbarazzo generale quale cifra inserire a bilancio per questa legge. Il quinto emendamento riguarda la legge regionale numero 20 del 2021. Ora, per coloro che sono distratti, questa legge è l'istituzione della giornata regionale per il, divertimento, per il diritto al divertimento in sicurezza che evidentemente era stata approvata all'unanimità in quest'Aula su proposta di, tu, da, di tutti i capirupo, primo firmatario il Presidente Latini ed era stata approvata per ricordare i ragazzi morti nella tragedia della lanterna azzurra nel 2018. E credo che questa legge sia stata una legge da tutti quanti apprezzata, poi l'avevamo anche eh, trasformata, eh, eh, avevamo ripetuto questa proposta sotto forma di deliberazione per una proposta di legge alle Camere. E aveva trovato larga, larga condivisione. Ebbene nessuno di voi, a partire dal Presidente del Consiglio regionale, si è ricordato di finanziare questa legge, lo propongo io oggi, e da, da due giorni e eh, sottolineo due giorni di grandi come dire, sollecitazioni, l'unica persona che viene doato è l'assessora Chiara Blondi che si è mobilitata per trovare dei, dei finanziamenti, dei, delle risorse per finanziare questa legge, ma nessuno degli interpellati dall'associazione si è mosso a, sostene, a sostegno di questa legge. Lo ritengo molto grave perché poi non celebriamo la giornata dei ragazzi purtroppo morti in quella tragedia, tutti quanti parlando in quest'Aula, riempendoci la bocca per una legge importante, se poi non la finanziamo e quando l'associazione chiama tutti si danno per dispersi. Non credo che sia questo un modo corretto di fare politica, di fare amministrazione. So che ci sarà un subemendamento da parte vostra, ne parleremo dopo. Da parte nostra noi proponiamo 15.000 euro per il 2023, 35.000 euro per il 2024 e il 2025. Voi penserete bene di non proporre alcun finanziamento per il 2024 e il 2025. Renderete conto ai genitori e all'associazione Cogeo che da tanto si impegna su questo fronte del vostro comportamento oggi e nei mesi passati. Ultimo emendamento per quanto riguarda la psicologia scolastica, 10.000 euro perché il vostro fa veramente ridere, 2.500 euro di stanziamento a fine anno su una legge che non è mai stata finanziata e avete fatto voi, complimenti. Grazie consigliere, c'era il consigliere Nicola Bagliocchi per, per fatto personale, qual è il fatto personale? Eh, mi sembra abbastanza evidente, visto che sono stato citato più volte dalla consigliera Vitri con delle imprecisioni e delle argomentazioni molto, molto sbagliate. Non è solamente la citazione, sono stati usati i termini e da Carancini prima. Prima ho fatto finta di niente, adesso mi dovrei vedere la possibilità di replicare. Allora, Ci sono state delle grosse imprecisioni, soprattutto da parte della consigliera dalla parte della consigliera Michela, Michela Vitri, perché eh, i fondi i, che erano stati promessi sono tutti imputabili nel 2024, quindi una grossissima imprecisione è quello che state dicendo. E riguardava il 2024 come i fondi del Ministero che arriveranno nel 2024. Lei sicuramente sa che il Ministero del vostro caro amico di allora, ministro Franceschini, diede a Pesaro un milione di euro, quindi non cifre stratosferiche, quindi io sono assolutamente favorevole alla concessione di questi soldi. Mi sono adoperato assolutamente con la Giunta, con il presidente Acquaroli per far sì che questi soldi, giustamente, perché sono anch'io di Pesaro, come lo siete voi, non pensate di essere gli unici difensori di questa città. Vengano dati, non cambia assolutamente niente se vengono dati nella previsione del 2024, perché il Comune di Pesaro può fare tranquillamente, con i soldi che arrivano dal ministero, una previsione per il 2024. Quindi questo dimostra totalmente la strumentalità del vostro, del vostro attacco. Fate dei paragoni completamente inutili con Matera e con Procida, perché Matera. Non era capitale della cultura, ma capitale europea della cultura. Quindi presuppone dei finanziamenti molto diversi. E Procida, come sapete, sicuramente lei lo sa: è un'isoletta piccolina di 4 km quadrati, e i soldi che De Luca ha evidenziato di aver investito sono soldi legati a infrastrutture mediche o logistiche che non c'erano. Lo ha detto De Luca. Alla manifestazione di delle stati generali del turismo. Secondo me, c'ero anch'io, mi sono collegato, non ero presente, mi sono collegato e ha detto: questo. Quindi, prima di dire certe cose, almeno cerchi di verificare le sue, cerchi di le sue fonti, perché i soldi dati nel 2024 sono assolutamente utili e spendibili per peso e capitale della cultura. Quindi, la sua. Quindi, mi faccia parlare, per favore. Mi faccia parlare. Per favore, presidente, per, favore. per favore. Per favore, per favore. Quello che dite, soprattutto anche in virtù del fatto che eh, il vostro ministro della cultura di allora diede un milione di euro a Pesaro per il 2024. Quindi quello che avete detto è assolutamente falso e le persone lo devono assolutamente sapere. Grazie consigliere. Per repli, prego. Evidentemente il consigliere Baiocchi dovrà informarsi un po' di più. Io ero presente agli stati generali, lei no. De Luca ha detto che hanno dato 15 milioni proprio a Procida, più hanno investito altrettanto in infrastrutture viarie e sanitarie. Oltretutto Procida, come ha detto lei, è una piccola isoletta, a maggior ragione a Pesaro, a maggior ragione a Pesaro. Cortesemente, Oltre uno alla volta. A questo che evidentemente non sapeva perché lì non c'era, io se fossi lei mi sentirei in imbarazzo a ribadirlo, visto che la Regione dà solo un milione. Mi sentirei in imbarazzo. E Carancino l'ha detto benissimo prima, nel 2024 queste risorse saranno inutili. Cioè servono adesso per programmare. Servono adesso. Gra Grazie. Pre Prego, allora io faccio un appello. La vicenda del fatto personale, siamo arrivati al ridicolo, diciamoci la verità, complessivamente, poi chi ne fa più? Il fatto personale è un fatto personale, non una critica politica. Quando Biancani dice mettiamo 500 mila euro e qualcuno prova a a trasmettere un'opinione e dice guardate che chi amministra sa bene che se oggi metto 500 mila euro per pesaro significa che la mia programmazione nel 2024 sulla capitale della cultura la posso fare questo come dire anche il sindaco il sindaco di bolognola lo sa anzi lo sa meglio di noi perché è pure brava in realtà in realtà in realtà Significa consentire a una città che in Italia è stata designata capitale della cultura. Magari dico io di programmare qualche evento in più. Che fa solo bene alla regione Marche: solo bene, solo bene. Allora, se uno vi dice che oggi dire no a questi 500.000 euro davvero non si spiega, non è un fatto personale, è una semplice argomentazione tecnico-amministrativa, politico-amministrativa. Ribadisco, state facendo una, come dire, un danno alla Regione Marche, non a Pesaro, anche a Pesaro, ma alla Regione Marche, perché Pesaro potrebbe oggi, se approvato, programmare alcuni eventi in più, potrebbe da questo punto di vista essere diciamo, valorizzare complessivamente la Regione Marche e quindi non si capisce perché ve la pigliate con Biancani. Penso che se fosse capitato a voi altri voi l'avreste fatto anche prima. Questa è la cifra politica quando voi dite che praticamente dobbiamo trovarci tutti insieme. Bilò, Mirko, lo dico a te. Ci hai fatto prima una lezione che io condivido sulla vicenda... Allora, Pesaro, indipendentemente se è governata da un sindaco di centrosinistra, simpatico o antipatico, non ha diritto a poter programmare con delle risorse? Io penso di sì. Metterle nell'assestamento, che è il 24, 24 di ottobre, consente al Comune di Pesaro di poter programmare ulteriori 500.000 euro. Quando arriverete, io non lo so quando, è evidente che diventa una corsa, diventa complicato, non è, pro, non è serio dal punto di vista della programmazione. Quindi non è un fatto personale, è semplicemente un'argomentazione che credo. Grazie. La parola al consigliere Marinangeli, prego. Grazie Presidente, nominerò il collega Giusetti, ma non sarà un fatto personale. Parlo in riferimento all'emendamento presentato dal collega Gesetti sul contributo alla provincia di Fermo per la realizzazione di uno studio preliminare di prefattibilità per la realizzazione di una metro tranvia Adriatica a Pennino. Ecco è evidente che è assolutamente apprezzabile la richiesta. Condividiamo completamente il contenuto perché è un argomento che, ci ha visti, che mi ha visto coinvolto con i colleghi Andrea Puzzo e Jessica Marcozzi, tra l'altro in un incontro pubblico dove era anche presente il collega Cesetti. E, eh, la cifra che già noi abbiamo messo nelle nostre previsioni, quindi era già promessa e oggi è pianificata, diventa cosa certa. L'importo che scaturisce i 25 mila euro sono semplicemente la conseguenza di ciò che la provincia di Fermo ha ritenuto, sommando altre risorse che metteranno loro come ente, la cifra giusta e corretta per poter procedere a questo primo stralcio di ehm, studio di prefattibilità che, ripeto, condividiamo assolutamente perché parliamo di una ferrovia che è stata dismessa negli anni, fine anni, 50 credo adesso non ricordo la data e quindi l'ipotesi 56. 56 di pensare a valutare la possibilità appunto che si possa in qualche modo ripristinare chiaramente con una formula innovata con una formula eh, congura con le nuove tecnologie e quelli che possono essere gli sviluppi di collegamento tra la costa e l'entroterra visto che era un eh, ferrovia che collegava appunto Porto San Giorgio con Amandola quindi questo sarà ed è un primo passo concreto ci auguriamo che ce ne possano essere altri per arrivare a quella che è l'obiettivo finale appunto alla realizzazione di questa ferro tramvia adriatico appennina. Eh, queste sono le motivazioni per cui pur condividendo il contenuto respingiamo la richiesta che il consigliere fa nel 2024 per i 70.000 euro noi ne abbiamo pensati e pianificati 25 da subito nel 2023, dando risposta e concretezza a un'esigenza che ci è stata sottoposta. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Ciccioli, prego. Mi alzo in piedi perché sarà un intervento particolarmente rilevante. Allora, io non vorrei fare la parte qui di quello che fa il critico ma a me mi viene in mente di stare nel film qualunque mente la qualunque 500.000 euro a Pesaro? no, di più, 1.500 no, un milione e mezzo bisogna fare perché 500.000 cos'è? è poco allora, noi dobbiamo fare i conti con la quadratura del cerchio che è complicato noi dobbiamo cercare di mantenere gli impegni Cito un'altra, il banco paga, quindi noi pagheremo e daremo 500 mila euro a pesaro come garantito dal precedente assessore alla cultura, dall'attuale assessore Biondi e via di seguito. Ma dobbiamo riuscire secondo le urgenze e secondo le necessità a garantire un finanziamento a tutte le cose importanti. Se a me mi chiedete. Cioè, mi puoi fare una lista di tutte le cose che vuoi finanziare? Io ho decine di sospesi, decine di, di iniziative brillantissime. e Via di seguito. Io tengo molto il prossimo anno alla celebrazione degli 830 anni della nascita di Federico II a Jesi e vorrei finanziarla con una serie di attività che dovrebbero partire quest'anno, ma a parte pochi spicci. Fino all'anno prossimo non ce la facciamo e quindi bisogna riuscire a prima parlavamo dei mutui cercare di distribuire nel tempo le situazioni se io devo restaurare una casa privata e non posso cominciare i lavori fino all'anno prossimo, il mutuo lo faccio scorrere, non prendo i soldi quest'anno, cerco di rinviarli fino a che non mi servono veramente. Molte di queste spese che sono state scalettate in questo assestamento di bilancio e che trasferiamo alle annualità successive al duemilaventiquattro duemilaventicinque è perché sappiamo che comunque l'impegno di spesa non potrà essere impiegato prima e cerchiamo di dare una risposta possibile a tutte le cose non possiamo fare come l'illustrissimo sindaco cetto la qualunque che dice no, triplichiamo di più, quattruplichiamo, cioè, ma com come siamo messi? Cioè, siamo amministratori, io vorrei fare una cosa seria, corretta, per bene. Che questa è la possibilità di in questo assestamento di riuscire a finanziare le cose che sono di pronto impiego e poi immediatamente a gennaio siamo praticamente quando sarà approvato, due mesi prima del primo gennaio, metterci le altre col bilancio preventivo e poi nel triennale scalettare altre spese indispensabili, indifferibili, che però possono essere impiegate nel corso delle annualità successive. Grazie, consigliere Ciccioli. Quindi passiamo all'emendamento 10-1 e, e dichiarazione di voto. Prego Vicepresidente Bianchi. Sì, eh, io volevo dire che l'ultimo Ciccioli, sai che finanziamo prima le cose importanti cioè, e questa è la dichiarazione ufficiale, che il peso il capitale della cultura non è la cosa importante, perché nel momento in cui vengono messi un milione di euro nel 2022, l'assessore Latini viene in commissione scippa 500 mila euro per metterli in un altro progetto la commissione, non l'assessore la commissione vota per togliere i soldi nel piano di cultura 2022 con l'impegno di metterli entro il 2022 per fare in modo che pesero Carancini ha spiegato bene come funziona l'amministrazione probabilmente non tutti hanno fatto l'esperienza di assessore ma quando un'amministrazione mette i soldi a bilancio per il comune vuol dire che i soldi sono certi e gli consente di fare impegni di spesa Fino a quando non sono a bilancio non gli consente gli impegni di spesa. Il ministero l'impegno di spesa l'ha fatto nel 2022, non è che gli ha dato i soldi nel 2022, gli ha fatto un decreto e gli ha detto che gli dà un milione di euro. Lo stesso doveva fare la regione, ma in maniera tale che il comune già dal 2022 aveva la garanzia di avere un milione di euro. Ma non è questo. Oltre ad aver dichiarato che non è tra le cose prioritarie, perché ovviamente dal 2022 ad oggi. Tra, non voglio dire le bocciofile perché ogni cosa ha la sua, ha la sua dignità ma probabilmente 500.000 euro dal 2022 oggi si potevano trovare il sottoscritto ha presentato un emendamento all'assestamento 2022 un emendamento al bilancio 2022 un emendamento al piano culturale 2023 un emendamento all'assistamento 2023 mica colpa mia ma se voi lo rimettete è mica colpa mia che, che faccio la richiesta il problema è la giunta ma a questo punto anche il Consiglio che non ritiene Pesaro capitale della cultura stra prioritaria e importante per, per la regione e gli scorsi sono pochi in due anni la regione non trova 500 mila e che non è nei pensieri di nessuno, vi dico io perché il sottoscritto siccome va anche alle fiere del turismo ovviamente per i, per i cavoli miei come si dice, ho visto dov'era Pesaro ad esempio al TTC di Rimini sia nell'iniziativa 2022 sia nell'iniziativa 23, aveva un banchetto come la Proloco di Monte Cerignone o come eh, boh, qualsiasi società privata. Cioè la regione, nella scritta Lef Marche, mica ha scritto per Marche con peso, capitale della cultura. Io se fossi stato il presidente, Lef Marche. Pesero, le marche capitali italiane della cultura, manco, per il, manco pensarci, troppo, è troppo, è troppo intelligente la roba del genere. Si è continuato con uno che sta perdendo dappertutto, le smarche la faccia di Mancini. Ma, ma ragazzi, ma, ma dove cavolo che vivete tutti quanti? Grazie. Gra grazie, grazie vicepresidente. Dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 10-1. Prego, si vota. Votazione chiusa. Emendamento respinto, 8 favorevoli, 16 contrari, 1 astenuto. L'emendamento 10-2 è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione. Emendamento 10-3, dichiarazioni di voto. Il 10-3 è sempre il mio, visto che sia la tabella E della Giunta, di questa volta ma degli ultimi due anni, sia la tabella E fatta dal, dal, dal Consiglio prevede risorse in lungo e in largo per la Regione e siccome sono previste praticamente risorse dirette senza bandi per tutti i comuni costieri della Regione, tranne che per Pesaro e Gavice, Chiedo 150 mila euro per completare. Il consigliere Baiocchi ha presentato l'altro giorno, giustamente ha dichiarato che sono stati, la graduatoria ha consentito altri 190 mila euro di finanziare un ulteriore stralcetto del progetto Levante Sottomonte. Adesso comunque que con questi 150.000 euro consentirebbero di completare l'intervento e di chiudere quelli che sono gli interventi delle Vante Sottomonte. Anche perché, siccome il sottoscritto è anche geologo, quando si fa un intervento a mare non bisogna mai farlo a metà, perché se c'è un progetto complessivo, se lo fai a metà sono più i danni che si fanno rispetto a che, ai benefici che si hanno. Questo lo sa anche un bambino dall'elementare elementari che abbia fatto geologia ovviamente. Grazie Vicepresidente, non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo in votazione l'emendamento 10-3. Votazione aperta. Votazione chiusa, emendamento respinto, 16 contrari, 8, fa, 8 favorevoli, 1 astenuto. Passiamo all'emendamento 10-3 bis. Dichiarazioni di voto. Non ci sono. dichiarazioni, Consigliere Carancini, prego. Già faccia correre, Presidente Pasqui. Questo cercava di essere veloce perché. Questo è il pacchetto della maggioranza arrivato all'ultimo minuto da, da diciamo, gli amici del Consigliere Marinelli. Questo è il famoso emendamento di 100.000 euro, contributo straordinario al Comune di Pieve Torina per l'impianto di sollevamento e per l'acquedotto, spese di investimento, annualità 24. Ora, ribadisco, questa è la classica marchetta. È evidente, è la marchetta fatta a un sindaco amico dell'amministrazione, presidente del Calle, il quale. Il quale approva i provvedimenti, gli strumenti eh, diciamo, di bilancio del, della regione come dire, a scatola chiusa. Lui non si preoccupa per esempio dei fondi sanitari per le RSA, che gli importa. L'importante ovviamente è che ci siano... Io non dico che non c'è bisogno di questa quest opera pubblica, Peraltro un'opera pubblica è arrivata all'ultimo momento, insomma ci saremmo aspettati che qualcuno l'avesse programmata, eh, pensata di notte, credo non so quando è stato depositato. Sarebbe interessante capire se rispetto a questa somma, che non è poco, 100.000 euro, siano stati interessati, siano stati interessati tutti, tutti i comuni rispetto a questo finanziamento. È lo stesso Presidente dell'Unione Montana che voi avete sostenuto come amministrazione con una sciagurata legge e una modifica alla legge che riguardava le Unioni Montane sostenuta da Marinelli e dagli altri, che però, ricordo a tutti, ha subito non più tardi di qualche giorno fa, ribadisco, una una eh, diciamo, condanna severa dal Tar dicendovi che i padroni sulla montagna non li potete fare, bisogna che rispettate le regole. È evidente che per questo si trovano soldi, per altri provvedimenti che riguardano sanità, che riguardano trasporto pubblico, ovviamente non li trovate. Ovviamente noi voteremo contro. consigliere Marinelli prego allora se posso chiarire perché mi sembra che il consigliere Carangini stavolta l'ha fatta grossa perché eh, c'erano 150.000 ne abbiamo tolti 50.000 quindi figurati se, se ci sono stati messi questi sono serviti per, era un impegno per l'acquedotto per portare l'acqua a Magereto. mi sorprende che dobbiamo finanziare la per il pian perduto perché là è un posto caratteristico, no? e abbiamo finanziato una legge da te voluta fortemente e a tre chilometri dove c'è un santuario di Macereto che è importante per tutto il territorio sul quale c'era bisogno di fare l'acquedotto, erano stati stanziati 150.000 euro. Dopodiché, di 150 ne erano sufficienti 100, ne abbiamo tolti 50. Poi per quanto riguarda il fatto degli amici che abbiamo fatto la delibera, la delibera è come era stata fatta. Lì se poi c'è un problema interno di una... Di un, scendi, eh, eh, fammi parlare. Allora, lì c'è stato un allunnamento di una delibera dell'Unione Montana nella quale no, veniva... Mm, Contestato il fatto che alcuni comuni non potevano entrare, non ha niente a che fare quello che eh, due anni fa la regione Marche ha fatto, anche perché, in base a quel provvedimento, oggi tutti i comuni potrebbero entrare in Montana. È una questione che va. Risolta tra i sindaci interessati, quindi noi non centriamo, la regione non ha fatto nulla di sbagliato e qui viene a contestare che abbiamo tolto i 50.000 euro, ti dirò di più però. Sono stati rimessi gli stessi 50.000 su opere stradali, perché poi rifatto l'acquedotto c'è bisogno di risistemare anche la strada. Quindi diciamo che chi ha fatto questa operazione l'ha fatto per il bene della montagna. No, chi si è in stato di fare il lavoro, quindi non ci vedo niente di speciale. E ben vengano di queste iniziative e noi su queste seguiremo a finanziarle perché sono importanti per i territori, soprattutto per i territori montani. Bravo. Grazie consigliere, mettiamo in votazione l'emendamento 10/3bis, votazione aperta. Votazione chiusa. Emendamento approvato. 16 favorevoli, 7 contrari, nessuna astenuta. Emendamento 10-3-TER. Dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto. Mettiamo in votazione l'emendamento 10-3-TER. Votazione chiusa. Votato? Eh, approvato. 10 e eh, non. Ok. Approvato 16 favorevoli, 6 contrari, nessuna astenuta. Emendamento 10/4. Dichiarazioni di voto. Mettiamo in votazione. Chiedo scusa consigliere Garancini, sembra che lo faccia apposta, ma non è così. Prego. No, la cosa che è così, siccome ascolto sempre Marinelli con piacere, non so se, se Macereto è passato con Pieve Torina, nel comune di Pieve Torina, non fa parte del comune di Viso eh, Macereto. Ma ah, questa è una domanda, forse ho detto una sciocchezza, forse hai detto una sciocchezza tu, ma può darsi che mi sbaglio io. Quindi, Tornando al precedente, perché dire che l'impianto di sollevamento per Pieve Torina serve a Macereto, Macereto sta sotto visto, Assessore, lei che è più preciso, sta sotto Pieve Torina, ho visto, vedo che, sorride, che mi sorride, è un segno buono se mi sorride, se mi sorride. ma va bene uguale, ben uguale. Macereto passerà a Pieve Torina nei prossimi, nelle prossime ore. Questo è un emendamento che fa... Che è, coerente, che è coerente rispetto a un emendamento al DEFRE che avete approvato insieme. Che abbiamo approvato tutti insieme. Come sapete, eh, la situazione dal punto di vista ambientale è drammatica, non sto a ricordare il buco della zona, molti non sanno, o molti sottovalutano l'importanza della, della necessità di poter. Eh, eh, attenuare questo tema attraverso la piantumazione. È un tema sostenuto dai più importanti scienziati dell'ambiente. Questo Consiglio aveva approvato, secondo me molto positivamente, un emendamento che in una qualche maniera impegnava la Regione, le Regioni, altre Regioni già lo fanno in maniera rilevante. Capisco che può apparire forse risibile, ma non lo è. Eh, basta vedere alcune azioni di altre regioni ma anche di altri paesi che in realtà incidono su questo aspetto. Ovviamente, tenendo conto noi avevamo messo un'ipotesi di un milione, prevediamo solo duecentomila eh, euro con quaranta mila euro per ogni capoluogo di provincia. È un primo segnale, è piccolo, non è particolarmente impattante, ma sarebbe, andrebbe nella direzione di quello che dicevo all'inizio. Il Partito Democratico prova a dare un'anima a, eh, a questo assestamento. Un pezzo di anima è certamente quello relativo a risorse ambientali, quindi vi chiediamo di approvarlo. Grazie. Grazie. Mettiamo in votazione l'emendamento 10-4, aperta la votazione. Vota votazione chiusa. Non ha preso? Ha preso? Ok. Respinto con 17 contrari, 7 favorevoli e nessuno astenuto. emendamento 10 barra 5 dichiarazione di voto prego consigliere Cesetti Presidente ho già detto l'emendamento che stanzia 70.000 euro sull'analità 24 come contributo alla provincia di Fermo per la realizzazione dello studio preliminare di prefattibilità per la metro tramvia Adriatico Appenninico Ma, dice Marinangeli che La provincia ritiene sufficienti 25.000 euro, per carità. Beata la provincia che ce la fa con 25.000 euro. Io credo che invece i in 70 sul 2024 possano essere sicuramente utili perché credo che quello studio di prefattibilità debba essere una cosa seria per cercare di farla, eh, questa metro tranvia Adriatico-Apennino. Io vedo che nella provincia di Fermo. C'è ancora che fanno gli studi Marinangeli, no? gli studi, i convegni, i convegni. la compagnia delle opere che parlano ancora di arretramento della a partire da Porto Sant'Elpidio. Roba, roba che non si può sentire, non si può sentire, no? spero che ecco, Puzzo è d'accordo con me. Non si può sentire, non si può ascoltare. Sanno benissimo che non si farà mai l'arretramento della tostrada perché perché costa miliardi, perché comunque gli enti locali saranno contrari, perché siamo contrari, perché devasterebbe il territorio, quindi l'unica opera seria intanto è di cantierare l'intervento a sud di Porto Sant'Elpidio, però che voglio dire, dove rispetto al quale, ad esempio, anche, anche in questo assestamento ci sono degli interventi che vanno in quella direzione come opere di adduzione, no? che completano quelle che ci abbiamo messo in passato e rispetto alle quali siamo tutti d'accordo, no? mi pare, centro-destra e centro-sinistra, e questa è una cosa molto utile. Però dico, ripeto, mentre se da una parte si parla addirittura di arretramento, che è una cosa impossibile, il ripristino, o meglio, la realizzazione di questa meto tranvia, come avvie, avviene, mi pare, in Trentino da quelle parti, io credo che sia una cosa, diciamo, possibile, non dico probabile, possibile. Però ci vuole, deve essere sostenuto da uno studio serio. Quindi secondo me i 70.000 euro sul 2024, ripeto, oltre a quelli che avete messo voi nel 2023, io credo che poteva essere un'opportunità. D'altra parte, ripeto, se si finanziano le bocciofile e l'addestramento cani e i ruzzodromi si possono dare 70.000 euro alla provincia di Fermo, tra l'altro governata dal centrodestra destra no? per un'opera di così straordinaria importanza. Ed anche per avere un segnale, perché gli stanziamenti spesso sono anche dei segnali evocativi rispetto alla volontà politica intorno a una determinata progettualità. Quindi io insisto perché per il voto favorevole e altrimenti ovviamente a me non procura alcun dolore, eh? quindi vi lo tranquillo perché non è capito. Mettiamo in votazione l'emendamento 10-5, apriamo la votazione. Votazione chiusa. Respinto. 17 contrari, 6 favorevoli, nessun astenuto. Contrario il consigliere Ciccioli. Non so se potete. Va bene, grazie. Emendamento 10-6. Dichiaraz eh, Dichiarazioni di voto. Ho bisogno di Il mio. Sì. È l'emendamento sì. Sei. Questo è Prego, consigliere. No, è solo per un eh, cambio di intervento, quindi dalla realizzazione eh, di un rimessaggio dei mezzi e per l'acquisto di arredo urbano per la riqualificazione del capoluogo. Questo è quello che è. Quindi, diciamo quindi, di voto. Bene, capoluogo Allora capoluogo inteso camerino penso no però questo non è... Dichiarazioni, mettiamo in votazione l'emendamento 10-6. Di dichiarazione di voto, Pasqui. Di no. Pasqui, però io devo votare contro perché sono contrario. Eh no, sono contrario perché eh, ovviamente anche qui, no? Eh, questi sono. Emendamento Pasqui, ma a parte che, ripeto, è, è generico, non si capisce quale... Era per il comune di Valfornace. <ride> allora, a pagina 4 della tabella E, nella missione ho visto. 10, ho visto. Eh, va a sostituire soltanto le parole ed era beh, per il comune di Valfornace, se non erro, perché poi ce n'era un altro che, che era per il comune di Muccia. E adesso mi sembra questo che era per il comune di Valfornace. Però allora sul programma 02... Sul programma 02 Anzi direi non... che sono sicuro che è per il comune di Valfornace e questo qua va solo a sostituire, mi sbaglio. io, io su... Presidente, io al programma 02 non vedo alcuna... Ah sì, contributo al comune di Valfornace per la realizzazione di una tettoia per, per il rimessaggio dei mezzi. Quindi noi finanziamo anche le tettoie. No, no, Ma... Eh sì, certo, la tettoia adesso l'abbiamo modificata perché la tettoia non la facciamo più, realizziamo una tettoia per rimessaggio dei mezzi. Ma a parte questo, vabbè, è la solita anche qui, no? se si possono dare questi contributi al Red Urbano. Io però mi meraviglio, se posso, finire, se posso finire, qual è il punto? Non è che non ci sia, non è che non ci sia la necessità o l'opportunità di questi finanziamenti quando si dà un comune per interventi sul comune. Ma, ma quando noi facevamo la tabella C, su tutte le province si usava la cosiddetta equità, si davano risorse in modo uguale No, Non si facevano figli e figliastri. Se noi qui andiamo a vedere la domatica tabella E, no? c'è una sperequazione tra le varie province, è enorme. E questo non va bene. E mi meraviglio io che nel Calle nessuno, alla conferenza dell'autonomia locale, dove ci sono i sindaci, i presidenti delle province, unioni e montane, nessuno si accorga di questo. In più, questo emendamento che significa per la rifinitura del capoluogo? Il capoluogo è un capoluogo di provincia, non mi pare. È il capoluogo di quel comune al quale faceva riferimento. No? Sì, ho capito, però diciamo è una, una, dicitura, una dicitura alquanto impropria, quindi sono contrario. Rossi, a me mi dispiace diciamo per te, però per la cena eh, come si dice, deve aspettare, deve aspettare. anzi. Se continuate di questo passo, dopo vi dico. Per dichiarazione di voto chiedo scusa perché dalla, dalla se, da dove siedo non mi piace fare, fare interventi, ma è un po' che sto sentendo delle cose che onestamente eh, eh, mi trovano molto lontano dalla politica intesa vicinanza verso i cittadini, caro. Collega consigliere Cesetti, allora intanto capoluogo anche i piccoli centri hanno il loro capoluogo. Io capisco che chi viene dalla grande città non si rende conto che eh, le, le piccole comunità hanno un capoluogo, oltretutto eh, eh, e poi hanno le loro frazioni, non c'è bisogno di avere Roma metropoli o capitale del mondo per avere il capoluogo. Poi mi rimane ancora più difficile comprendere come del, un illustre ed esperto politico, nel senso più importante del termine, come, come lei, eh, non, eh, non sappia bene che questi piccoli centri hanno proprio bisogno di queste cose, come il Ruzzodromo, che sembra una cosa. Particolarmente strana. No? Io l'ho sentito ripetere tante volte e mi vergogno anche un po' di quello che sento, no? di essere un politico pure io, un amministratore che va a criticare il ruzzodromo. Allora, in posto che la ruzzola è ampiamente riconosciuta dal Coni, quindi alla pari di tanti altri sport come sport eh, tradizionali, quindi parliamo di uno sport del Coni, e il ruzzodromo serve per eh, poter far sì che quello sport riconosciuto dal CONIE in certi territori, che vi invito un giorno magari eh, ci andiamo insieme, prendiamo un pulmino perché forse non sapete nemmeno l'esistenza di queste cose, in questi territori il ruzzodromo non serve anche a fare una funzione turistica perché nessuno andrebbe a cupi di viso. c'è cioè visso No, Pievedoria c'è tutto un percorso stradale da affrontare, ma uh, Google Maps ti, uh, ci, ma, ci, ci fa arrivare chiunque. Eh, eh, nessuno andrebbe se non ci fosse o a Val Fornace. Se non ci fosse il Ruzzodromo e tante persone da tutte le parti d'Italia e anche oltre arrivano in questi territori grazie, per esempio, alla Ruzzola. Se non c'è il Ruzzodromo, non c'è la Ruzzola. E se non c'è il Ruzzodromo, non ci sono tante famiglie. Parliamo di centinaia, migliaia di famiglie. Ecco, tutto questo è attestato ufficialmente a livello nazionale da un'istituzione come il CONI. E quindi io direi che anziché sorridere su determinati discorsi, anzi aiutiamoli e via dicendo. Capoluogo, purtroppo certi territori hanno quel capoluogo, consigliere Giusetti, ma sicuramente non mancherà l'occasione per visitare quei capoluoghi insieme, così diventiamo più informati sulla situazione. Prego, consigliere Marinelli. Grazie San Luca, ma il mio intervento o mi hai preceduto, però io vado sopra. È ora di finirla con gli interventi da 10, 15 mila euro che vengono fatti nei piccoli comuni. Abbiamo difficoltà a comprare due, due, due panchine. Cioè, è ora di lasciare perdere, perché qui stiamo tutti, Fano, Pesaro, Macerata. Ancora, ci sono delle piccole realtà dove i 2.000 euro sono fondamentali, quindi come diceva Gianluca prendiamo un pullman soprattutto nelle aree del sisma e ora definirla di, di ridere quelle popolazioni, perché anche le 10.000 euro, le 15, le 20, le 30 o, o i soldi per le luminarie sono fondamentali per far vivere certi territori e non vogliamo che ci si rida sopra, perché abbiamo la nostra dignità. Mettiamo in votazione l'emendamento 10 barra 6. Votazione chiusa. Favorevoli 18, contrari 6, astenuti 0, approvato. Emendamento 10-7. Dichiarazioni di voto. Consigliere Carancini, prego. Sì, grazie Presidente. Marinelli, lasciamole perdere queste sceneggiate, perché, perché prevedere 60.000 euro per le luminarie a Castel Raimondo è una vergogna, diciamoci la verità. E dico ancora un'altra cosa, caro Marinelli, i soldi per l'acquedotto, siccome un'area di un comune del sisma, ci doveva pensare... Castelli, no. non la regione, questa è la realtà, sono solo marchette, il bazar delle marchette, le lezioni le fai agli altri perché mandare 60.000 euro per poter pagare le liminare di Natale significa sfruttare il clientelismo di una giunta che non si fa etica di queste cose. Questo è il punto, caro Marinelli, siccome me l'hai tirato, capito? Me l'hai tirato, e allora, e allora su questo, però, nonostante tutto, nonostante tutto, sono io non ti ho disturbato prima, nonostante tutto, sono certo che voterai contro i 4 milioni del TPL, perché anche una società del territorio montano, come tu sai meglio di me, la Contra me la saspe che trasporta i ragazzi dalla zona montana per le scuole non la voterai perché sei un incoerente sei un incoerente 4 milioni per il TPL sono certo che non la voterai di questo le elezioni lasciatele a casa tenetele verso il cassetto aperta la votazione emendamento 10 7 Votazione chiusa. Respinto. Favorevoli 7, contrari 17, astenuti nessuno. Emendamento 10-7 bis. Dichiarazione di voto. Presidente, consigliere Marinelli. Consigliere Cesetti, prego. Presidente, ma io prima, prevedendo diciamo, l'obiezione del sempre attento Presidente Pasqui, voglio dire che vengo volentieri a Valfornace, ma ci sono già stato. Io a Valfornace io ho fatto un'iniziativa pubblica come assessore regionale, prima dell'Unione dei due comuni. Ce l'ho fatta lì, proprio un'iniziativa pubblica con tante persone, con tutte le istituzioni del territorio. L'ho visitato, ci sono stato a cena, ci sono tornato dopo il terremoto, ci sono stato tre volte, sono testimoni. Quindi, segno evidente che questi posti, li conosco, questi posti, quindi, nessuna tana. Che voglio dire, che non è allora, io ho già detto. Che non sono a priori prioristemente contrario quando si danno questi contributi ai comuni. Figuriamoci, io ho fatto, ripeto, 32 anni fa il sindaco a Massafermana, mille abitanti, saprò qual è l'importanza, no? Qual è l'importanza? Però bisogna darli innanzitutto con equità a tutti. Poi c'è un tema di priorità. Perché vedete, i comuni è vero che hanno bisogno della tettoia, dell'arredo urbano, anche delle luminarie, ma i comuni, ad esempio, devono farsi carico. Talvolta degli anziani che sono ricoverati nelle strutture socio sanitarie assistenziali, laddove non hanno i familiari o i familiari non possono, sapete chi è che deve integrare la retta? Le deve integrare i comuni e tante volte i comuni non lo fanno, non ce la fanno. Allora, stabilire prioritariamente le risorse, ad esempio sull'emendamento Carancini che dava le risorse alle strutture socio assistenziali è, deve essere una priorità rispetto al resto. Questo è il tema. Non è che qualcuno ce l'ha con i piccoli comuni, figuriamoci: io ci sono nato, ci vivo, ci ho fatto il sindaco, lo saprò, però c'è un ordine di priorità prima e poi c'è un ordine di giustizia dopo e di equità. Le priorità, innanzitutto, è il sociale, no? Perché io preferirei, anziché dare, è vero Pasqui, che è importante anche il ruzzodromo, e io non dico di non dargli, ma prima del ruzzodromo o della bocciofia dove vanno a giocare gli anziani che pure quello è importante per una comunità locale ma prima ancora dobbiamo pensare agli anziani che stanno all'interno delle strutture capito oppure per assistere oppure la realtà sociale questo è il tema è un tema di priorità e quando io facevo la, la famosa tabella C andatela a vedere innanzitutto era uguale su tutto il territorio regionale sulle cinque province e poi c'era un ordine di priorità perché altrimenti non passava quindi semplicemente questo diciamo, non è che diciamo contro qualcosa o contro, contro qualcuno. Mettiamo in votazione l'emendamento 10-7 bis. Votazione aperta. Votazione chiusa. Approvato, 17 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto. Emendamento 10-8, dichiarazione di voto. Consigliere Cesetti, prego. Questi sono i 50.000 euro per il Fondo regionale per il finanziamento del reddito di libertà. Dicevo prima mi avete ascoltato, non ci torno sopra c'è agli atti una proposta di legge del Partito Democratico ma su questo tema credo che ci sia una sensibilità condivisa tant'è che citavo prima il Presidente del Consiglio regionale che diceva appunto siamo qui per imparare quello che insieme possiamo svolgere per contrastare la violenza di genere c'è, si lamenta vedo il Corriere Adriatico del 12 ottobre reddito di libertà, mancano i fondi, accolti appena tre domande su 64, quindi destinare a fine anno questi 50.000 euro, nella PDL se ne prevedono 300 su 24, e 300 su 25, già di per sé insufficienti, io credo che questi 50.000 euro, oltre a dare una mano, magari fosse soltanto per, per alcune donne, credo che sia importante, ma quello che è ancora più importante è il segnale di attenzione, specialmente dopo gli ultimi episodi drammatici episodi che sono intervenuti in questa regione. Non credo che questo sia meno importante delle coperture degli arredi urbani, dei ruzzodromi, delle bocciofile e di tante altre cose. Credo che quindi ecco, su questo emendamento l'Assemblea legislativa possa votare a favore appunto, per dare almeno un segnale di attenzione ed essere conseguenti con quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio regionale delle Marche che quando opera e parla nella sua veste diciamo, istituzionale non di parte, possiamo dire che rappresenta questa, questa assemblea legislativa. E nell'occasione mi pare che parlasse, in quella, che parlasse in, quella, in quella veste, anche perché, ripeto, vedo il post proprio sulla, sulla pagina del Consiglio regionale delle marche. No? Siccome ha parlato sulla pagina del Consiglio regionale delle marche, dove dice che siamo tutti impegnati in un percorso per contrastare la violenza di genere, oggi questa assemblea, dopo questo annuncio, c'è un emendamento di 50.000 euro, non so come si possa votare contro. Quindi io vi invito ad essere conseguenti e quindi a votare questo emendamento. Mettiamo in votazione l'emendamento emenda... 10-8. Grazie. Votazione chiusa. Emendamento respinto. 17 contrari, 6 favorevoli, nessuna astenuta. Emendamento 10-9. Dichiarazione di voto. Vicepresidente Biancani, prego. Questo l'ho in qualche modo già accennato, ma sarò brevissimo, è 3-4 volte che lo presento, è sempre stato bocciato, purtroppo si tratta di recuperare un fabbricato di proprietà dell'Ast numero 1, attualmente eh, il tetto è praticamente venuto giù, eh, dal mio punto di vista è urgente intervenire per evitare ulteriori danni, ma soprattutto per evitare che l'intervento che il Comune di Pesaro sta portando avanti eh, abbia difficoltà perché avere un edificio praticamente senza tetto a fianco di un edificio che, deve essere, che sarà ristrutturato a breve penso che sia un errore. Era un segnale da, per, dare, per, dare, per far capire quanto si vuole investire su questo edificio e mi auguro che venga votato. Mettiamo in voto. Ah, prego, consigliere Bagliocchi. Grazie, vicepresidente. Velocissimo, chiaramente questo è un tema che conosciamo e il, il consigliere. Biancani ha sollecitato più volte, c'è questo immobile molto grande dell'Aster, il comune di Pesaro ha partecipato a un progetto Pinqua ed è riuscito a vincerlo grazie alla Regione, questo è un immobile che era fermo lì, eh, cadente da oltre 30 anni, quindi io penso che si debba anche riconoscere il ruolo che ha avuto la Regione in ordine a questo, in ordine a questo progetto, adesso ancora ci devono essere i rogiti, giusto consigliere, affinché ci sia il passaggio di una porzione dal Comune di Pesaro alla, alla Regione e anche la corresponsione di, di un milione di euro da parte del Comune di Pesaro all'Ast all di Pesurbino. Sono certo che questo sia anche il momento iniziale di partenza per poter fare una progettazione di questi spazi, che sono spazi veramente enormi, un investimento molto grande, ma anche in relazione al futuro spostamento dell'ospedale di Pesaro e quindi gestire un po' in maniera organica tutti gli spazi per il prossimo periodo. Grazie. Grazie consigliere Bagliocchi. Mettiamo in votazione l'emendamento 10-9. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Rispinto. 16 contrari, 7 favorevoli, nessuno astenuto. emendamento 10 barra 9 bis dichiarazione di voto consigliere, consigliere Marinelli Sì, è un emendamento che va a um, correggere un errore materiale quindi non incide solo un emendamento tecnico grazie mettiamo in votazione l'emendamento 10 barra 9 bis Votazione aperta. Votazione chiusa. Approvato. 17 favorevoli, 7 contrari, nessuno astenuto. Emendamento 10-10 dichiarazioni di voto consigliere Mangialardi, prego eh, Presidente, guardate lo dicevo nel dibattito generale eh, si tratta di un emend emendamento di dignità perché non eh, si richiedono risorse non, non, eh, si, non si tolgono risorse ad altri capitoli ma si ricolloca e si rifinanzia la legge 15 del 1973 e non si assegnano le risorse al comune di Ancona per finanziare le attività general generiche di istituti di storia. Lo dico, guardate, io non ne capisco le ragioni perché poi vi dicevo l'istituto Storia Marche è un patrimonio bibliotecario di, di, di 36.000 volumi, eh, tutti inventariati, 2.000 attestati dei periodici locali, eh, 1.500 fascicoli e, e, e tra quelli propri e quelli donati, una, fa un'attività di formazione, eh, di ricerca, eh, di collaborazione con le, 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 le scuole, l'università, con gli istituti, quindi cioè, dovremmo essere noi eh, come dire, che eh, la, lo sosteniamo e, ed essere insieme orgogliosi dell'attività eh, che viene svolta vedete lasciarlo nella, nel limbo intanto come dire, del, eh, del, con un'assegnazione dal punto di vista quantitativo non adeguata, sono 25.000 euro contro i 65, 65 che erano stati eh, assegnati non dal governo precedente eh, ma dal, dall'assessore precedente, lo dico a, a, a Brandoni che, che da remoto ci ascolta, è, vuol dire uh, un colpo mortale per l'Istituto di Storia e Marche. Colpo mortale, dobbiamo essere responsabili di questo. Io penso che invece eh, non, non, non tocchiamo niente. Si cambia il capitolo, si assegna all'Istituto, eh, si finanzia la legge. La legge lo riportiamo dentro il quadro e magari nel prossimo bilancio potremo trovare una cifra adeguata. Anche questo tipo di emendamento è imbarazzante perché noi lo stavo riguardando adesso sul cellulare, è da novembre 2020 che abbiamo avviato questo percorso. Eh, con l'assessore Castelli eh, aveva capito e, e quindi eh, in un assestamento l'aveva finanziato, qui eh, nonostante ci siano state sollecitazioni eh, non è avvenuto e io spero che ci sia responsabilità da parte di questo Consiglio. Grazie. Grazie consigliere, mettiamo in votazione l'emendamento 10-10. Aperta la votazione. Votazione chiusa. Respinto. 17 contrari, 7 favorevoli, nessuno astenuto. L'emendamento 10-11 è stato ritirato, come detto precedentemente dal vicepresidente Biancani. Emendamento 10-12. Dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione. Mettiamo in votazione. Votazione aperta. a favore, Votazione chiusa. No, voto anch'io. Respinto, 16 contrari, 5 favorevoli, nessuno astenuto. Emendamento 10 barra di. 13 dichiarazione di voto 10? Barra 13 dichiarazione di voto consigliere Mastro Sì, vabbè, l'ho presentato prima riguarda la legge regionale 14 del 2017 le città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti delle Marche e, mh, la proposta è di inserire 15.000 euro in questa variazione 15.000 euro anche per gli anni prossimi quindi il nostro gruppo voterà a favore votazione aperta chiusa la votazione emendamento respinto 16 contrari 7 favorevoli nessuno astenuto Emendamento 10-14. Vicepresidente Biancani, prego. Sì, descriverò insieme il 10-14 e il 10-15. Tutti e due riguardano il finanziamento della legge regionale 18 del 2017 per quanto riguarda la promozione e la valorizzazione della cultura e tradizione motoristica. Io devo dire eh, la verità non avrei voluto presentarlo, ma se non lo presentavo oggi a meno di 10.000 euro per il 2023 l'associazione non riuscirà come dire, a rendicontare niente, perché se il, il prossimo bilancio lo faremo a, a, dicembre, a fine dicembre nessuno riuscirà poi a rendicontare. Era importante metterli oggi. Una parte sono 10.000 euro per il 2023, più 50.000 euro per consentire all'associazione di riprendere l'attività nel 2024, un'associazione che sta promuovendo la cultura motoristica e il mototurismo a livello regionale. E purtroppo eh, ha il difetto di essere stata approvata nella precedente legislatura. Ma secondo me è un grandissimo errore non sostenere questo tipo di turismo perché è un turismo che sta portando migliaia e migliaia di persone nella nostra regione, non è solamente legato alle moto ma anche alle auto, sia storiche che non storiche. È stato finanziato con 100.000 100 euro l'iniziativa per Tavuglia. Tavuglia giustamente è stata finanziata ma ovviamente non è che si può finanziare una, una iniziativa sola, sarebbe opportuno finanziare chi oltre a Tavuglia, chi che ha un progetto complessivo di promozione del mototurismo nelle Marche. Grazie. Mettiamo in votazione l'emendamento 10 14, aperta la votazione. Votazione chiusa. Emendamento respinto. 15 contrari, 5 favorevoli, nessuno astenuto. Emendamento 10-15. Mettiamo in votazione. Vot apriamo la votazione. Votazione chiusa. 16 contrari, 5 favorevoli, nessuno astenuto. Emendamento 10-16. La consigliera Casini, prego. Allora, grazie, pare fatto apposta, nel senso che l'articolo 2 di questa legge stabilisce che chi ha compiuto 60 anni di età eh, è anziano, quindi io mi ritrovo nella categoria. E penso che mi sia stato dato apposta, comunque detto questo è una legge importante del 2018 che prevede proprio questa possibilità per gli anziani di partecipare al servizio civile volontario e quindi io credo che eh, abbia fatto bene Mastro Vincenzo a presentare questo quest emendamento e vi invito a votarlo. Ora ne approfitto per dire due cose, sono veramente sconvolta per quello che avete votato poco fa, cioè voi avete votato eh, un... Eh, avete votato contro un emendamento che prevedeva che fossero date le risorse all'istituto di storia regionale e non al comune di Ancona. Io non so se tutti voi ve ne siete resi conto, ma insomma è la prima volta che succede ed è un fatto molto grave perché l'istituto di storia eh, che ha svolto un ruolo e svolge un ruolo importantissimo, rimane senza risorse. Detto questo, invece ne approfitto per parlare del fatto che io ho aspettato, aspettato, ma non ho visto nulla eh, rispetto all'ospedale di San Benedetto. Perché il 2 di luglio del 2023, assenti, scrive, arriveranno 3 milioni, la Casini è una eh, bugiarda, il PD ha compiuto l'ennesima brutta figura, noi metteremo 3 milioni di euro per la progettazione, perché sapete che ce ne sono soltanto 400 mila ed essendo cambiato il codice degli appalti. Il progetto di tipo preliminare è diventato in realtà un definitivo e quindi ha bisogno di, eh, ha bisogno di soldi ma di una progettazione più eh, come dire, complessa e non è più uno studio di fattibilità tecnico-economica ma diventa una progettazione che può essere quasi messa a bando e quindi chiaramente servono maggiori soldi. Guarda caso il eh, decreto viene modificato, il, entra in vigore il primo di luglio e prontamente assenti il 2 di luglio fa subito l'intervento e dice ma sì è vero servono più soldi la Casini dice che servono più soldi ma non lo dice la Casini lo dice il 50 2016 così come è modificato eh, da questo governo peraltro e lui dice li metteremo nell'assestamento di bilancio che faremo tra l'11 e il 12 di luglio quindi non solo ha sbagliato la data perché insomma siamo a novembre ma non mi pare che questi 3 milioni di euro ci siano di, a, di anno, l'anno non lo diceva da, non ha detto l'anno però io dico però vado a, con, vado a controllare scusate però Presidente lasciate parlare così allora, vado a controllare la missione 13 nella speranza di trovare questi 3 milioni di euro perché sono eh, un'estimatrice di Andrea Senti e invece trovo 9 milioni e mezzo per Pesaro eh, 1 milione e 7 per Fermo che non posso parlare 2 milioni e 8 per i corsi Parli, 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 finisca, finisca è stata interrotta e 13 milioni di risorse regionali aggiuntive per il PNRR quindi le risorse c'erano allora dico assenti non sono priorità, sicuramente assenti mi dirà, ma li metteremo nel bilancio di previsione, allora siccome io quando vedrò scritta la cifra di 3 milioni dirò, finalmente possiamo partire con il progetto preliminare, se non il povero Spazzafumo che fa il geometra e va girando tutta la città per trovare le aree donne con la fettuccia, eh, che insomma non sarebbe di sua competenza, forse neanche tanto legittimo, che cosa, che cosa gli diciamo a Spazzafumo che va girando e firma gli accordi a destra e manca? Ecco, quindi in questo assestamento di bilancio i soldi per la progettazione preliminare, quindi non per realizzare l'ospedale, non ci sono grazie consigliera, non vedo altri a parlare apriamo la votazione per l'emendamento 10 barra 16 chiudiamo la votazione 6 eh, voti favorevoli, 15 contrari, nessuno astenuto. Procediamo con l'emendamento 10-17. Non c'è nessuno che si è iscritto a parlare, dichiarazione di voto? Non c'è nessuno, apriamo la votazione dell'emendamento 10-17. Votazione aperta. Chiuso la votazione. Sei voti favorevoli, 15 contrari e nessuno astenuto. Andiamo avanti con l'emendamento 10-18 che è del consigliere Marta Ruggeri. La consigliera Marta Ruggeri non c'è. Praticamente la consigliera vuole incentivare finanziare la legge regionale 22 per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti di cemento amianto. Ha chiesto un intervento il consigliere Cesetti. Prego. Siccome il Presidente Puzzo invocava diciamo, il mio intervento, io lo faccio volentieri perché condivido questo emendamento, anche se la Ruggeri non c'è momentaneamente, perché finanzia una legge correttamente, quello che si deve fare, quindi io voterò a favore. Però voglio evidenziare, per questo ho preso la parola, la gravità istituzionale del comportamento della maggioranza. Quando a parte respinto il mio emendamento sul reddito di libertà, l'emendamento Mangialardi per l'Istituto Storia e dell delle Marche, dove stato si diceva semplicemente di finanziare una legge e non il Comune d'Ancona, che se c'è una legge, per quale motivo si devono dare le risorse al comune, al comune di Ancona? Questi sono atteggiamenti, tra l'altro, non corretti sotto il profilo istituzionale. E allora io voglio dire al collega Rossi che aveva fretta per la cena, che guardate, guardate, se aveva fretta per la cena, vi dico una cosa, questo atteggiamento, ripeto, poi un assestamento dove si inseriscono norme 100 milioni sul fondo di riserva con autorizzazione al dirigente di prelevare, allora quando ci sarà, noi avremo il DEFRE, avremo il bilancio. Io Faccio un invito sotto il profilo istituzionale. Se voi presentate il bilancio con le stesse modalità con cui avete presentato questo, questo assestamento, come avete fatto le, con le altre volte, io vi dico molto correttamente, perché oltre diciamo, i ruoli siamo amici, io dico molto correttamente a voi, lo dico anche agli uffici, ma non potranno dare la responsabilità a noi, non prenotate le vacanze di Natale. Ho presentate in tempo l'emendamento, altrimenti non prenotate le vacanze di Natale, ve lo dico prima, in quest'Aula, perché se voi presentate ule, un, bilancio, un bilancio con le stesse modalità con cui avete presentato questo assestamento, con la stessa arroganza, con la stessa tracotanza, espropriando l'Assemblea legislativa dei, loro, dei poteri e delle prerogative a vantaggio delle strutture tecniche, dove la politica abdica a se stessa. Se voi fate questo che, che ne dica diciamo, il gruppo a cui io appartengo, abbia, sappiate, sappiate una cosa, non pre presentatelo per tempo, altrimenti non prenotate le vacanze di Natale perché questa volta io vi ci faccio stare perché la comunità regionale deve sapere, deve conoscere punto per punto, virgola per virgola, parola per parola, quello che voi state facendo. Questa è Sotto il profilo istituzionale è una cosa indecente quello che è avvenuto con questo assestamento e io non consentirò, non consentiremo che si ripeta con il bilancio di previsione. Grazie consigliere Cesetti, non ci sono altri iscritti a parlare. Consigliere Bilò. Eh, sì, anche qui eh, all'amico e collega Fabrizio Cesetti che non ci fa fare Natale né Capodanno, dico solo questo, ma vorrei lanciare una spada a favore del personale, dei, dei, dei funzionari che sono secondo me figure importanti di supporto alla politica. Io non ci vedo niente di strano Fabrizio, se un funzionario, un dirigente... Eh, si prenda carico anche eh, di poter destinare o accogliere diciamo, istanze che i funzionari i dirigenti ascoltano i territori, collaborano con la politica con l'assessore, con il presidente quindi io non eh, così ridurrei questa, questa oh, eh, figura diciamo, del dirigente che magari si occupa anche di gestire un po' la parte diciamo, economica che è a carico della politica, dall'assessore o dalla giunta o del presidente, perché sono collaboratori. Io ho fatto il sindaco, come hai fatto te Fabri, io credo che se mi arrivava un dirigente che ha ascoltato il territorio, le aziende, le imprese, per ogni settore, la parte sociale, turistica, e che viene e che fa delle proposte e che ci diciamo, eh, aiuta in questa missione difficile, io non ci vedo niente di, di, di strano, quindi mi sentivo in dovere di dare, ecco, lanciare ecco, anche questo messaggio che i dirigenti, i funzionari ci aiutano e, e non sono sostituiti e sostituiscono la politica. Ecco tutto qua. Grazie consigliere Bilò. E ora apriamo la votazione dell'emendamento 10-18. Votazione aperta. Chiudo la votazione, 6 voti favorevoli, 14 contrari e nessuno astenuto. Passiamo all'emendamento 10-19 che è sempre della consigliera Marta Ruggeri che, vuole che chiede di finanziare con 40.000 euro la legge regionale 22 del 2020 per la promozione del libro e della lettura. Chiesto la parola per la dichiarazione di voto il consigliere Cesetti. Anche su questo io voterò a favore perché finanzia una legge, però con l'occasione... Io dico a Bilò che non è come dice lui, perché, caro Mirko, innanzitutto qui bisogna distinguere: non è il presidente, il presidente della giunta, noi, la regione è un'entità istituzionale complessa. C'è il presidente della giunta regionale e c'è l'assemblea legislativa, ok? Sono due cose diverse, dove, dove il. Presidente della Giunta regionale e gli assessori sono cosa altra rispetto all'Assemblea legislativa. Tant'è che il Presidente e gli assessori propongono la legge di bilancio, la legge di bilancio o l'assestamento, o le variazioni, ma chi è che approva è l'Assemblea legislativa. Allora, il sostegno di cui dici tu non è che noi possiamo, ben venga, ma un conto è l'ausilio del dirigente, un conto è la sostituzione del dirigente alle prerogative nostre. E c'è un conto, caro Mirko, del, caro Mirko Milò, la, i dirigenti della Giunta e come la Segreteria Generale non c'entra nulla con questa Assemblea. Questa Assemblea ha un segretario generale che è lì seduto, le commissioni hanno dei dirigenti sono seduti dietro di te, tra l'altro sempre molto puntuali, sempre molto puntuali e scrupolosi, Quegli, gli altri sono altri, loro fanno le proposte. Io stamattina mi sono opposto a che mettessero a verbale le dichiarazioni del dirigente a bilancio, che io tra l'altro stimo, stimo tantissimo, perché non c'entra nulla. Che c'entra con noi? E noi chiediamo, noi possiamo disporre le audizioni, questi possono essere destinatari dei nostri atti ispettivi, gli assessori, i dirigenti sono cosa altra, capito? non potete confondere. Io capisco che voi pendete po politicamente dalla, diciamo, dalla, dal, dalla, dal Presidente della Giunta regionale, ma siete altra cosa, dovete avere questa consapevolezza. Non vi potete diciamo, piegare eh, supinamente adesso. Noi siamo l'Assemblea legislativa delle marche, che, ha, che fa le leggi. Che fa le... Se non abbiamo questa consapevolezza, che cosa che gli andiamo a raccontare? Non serviamo, non se... allora hanno ragione coloro che vogliono ridurre, ma ampliare che cosa il Consiglio? A cosa serve se deve fare il passacarte o, o lo zerbino del presidente, degli assessori e financo dei dirigenti? A cosa serve se si autorizza un dirigente con decreto di, di prelevare 100 milioni, 100 milioni? dal fondo di riserva quando non si trovano i soldi per finanziare le strutture. Non ci sono altri iscritti a parlare, procediamo con la votazione dell'emendamento 10-19, apriamo la votazione. Chiusa la votazione. 6 oh, favorevoli, 15 contrari e nessuno ha procediamo con l'emendamento 10-20 a firma del consigliere mi sembra Antonio Mastro Vincenzo eh, apriamo, eh, apriamo la votazione, non c'è nessuno iscritto a parlare aperta la votazione chiuso la votazione chiusa la votazione, 4 favorevoli, 16 contrari, stavamo votando l'emendamento 10 barra 20 del consigliere Mastro Vincenzo, allora correggete la votazione della consigliera, cioè hai votato, ha votato consigliera o non ha votato? Ah, vogliamo, facciamo così, per non sbagliare riapriamo la votazione, così non sbagliamo, riapriamo la votazione dell'emendamento 10, dell 10 barra 20, Aperta la votazione, votate, chiusa la votazione, 6 favorevoli, 17 contrari e 0 astenuti. Procediamo con l'emendamento 10-21 del. Sempre così consigliere Marta Ruggeri che le chiede il finanziamento della legge regionale 10 del 2021 con 40 mila euro, interventi di promozione e sostegno delle istituzioni e gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili. Ha chiesto la parola il consigliere Rossi per dichiarazione di voto. Sì, io noto. Mi dispiace che non c'è la consigliera Ruggeri, però noto sempre con attenzione che lei eh, le risorse le vorrebbe trovare Sempre dai miei emendamenti, un caso non lo so perché, e quindi tra l'altro non ritiene necessario lemendamento che dà un comune e che dà un contributo necessario al restauro della fontana di Piazza Matteotti di, di, come? Ah, de, de, di Cagli, un intervento eh, necessario che il Comune sta predisponendo e che grazie anche a queste risorse verrà compiuto. Quindi eh, ecco, questo lo, lo voglio dire anche agli amici cagliesi. E ai tanti amici del 5 Stelle di Cagli, grazie. Non vedo altri iscritti a parlare. Procediamo con la votazione dell'emendamento 10 21. Votazione aperta. Ma della consigliera Ruggeri. Chiusa la votazione. 5 voti favorevoli, 14 contrari, nessuno astenuto. Parliamo con l'emendamento subemendamento 10 22 1, è un sub sostitutivo dell'emendamento 10 22. È stato firmato dal Presidente della Commissione. Presidente lo vuole illustrare? Allora, è un subemendamento per quanto riguarda uh, la L'emendamento che era stato presentato da Mastro Vincenzo per divertimento in sicurezza dove prevedeva tre anni e per adesso noi volevamo e abbiamo cambiato anche la fonte di finanziamento quindi facciamo 2023 mila euro e vengono presi al fondo speciale. E questo, ecco. Grazie consigliere Marinelli, ha chiesto la parola il consigliere Mastro Vincenzo, prego. Non solo però appunto, come diceva il Presidente Marinelli, eh, cambiate la fonte di finanziamento ma appunto, non prevedete per il momento alcun finanziamento per il 2024-2025. Tra l'altro eh, il finanziamento per il 2023 è stato deciso solo oggi e coloro che vorranno organizzare, le associazioni che vorranno organizzare iniziative in ricordo dei ragazzi morti alla Lanterna Azzurra hanno solamente 50 giorni di tempo per organizzare e questo penso che li metterà in fortissima difficoltà. Ricordo ancora che da legge Regione e Consiglio regionale avevano l'obbligo di eh, prevedere iniziative sul territorio nel corso dell'anno, non solo l'8 dicembre, ricordo di questi ragazzi. e Oggi quindi cambiate la fonte di finanziamento e non prevedete niente per il 2024-2025 quando fra due mesi saremo a discutere del bilancio preventivo. Io ritengo questo un fatto grave e noi voteremo contro questo subemendamento. Grazie, consigliere Mastro Vincenzo. Non ho altri iscritti a parlare. Apriamo le votazioni dell'emendamento 10-22-1. Votazione aperta. Chiusa la votazione. Eh, 17 favorevoli, 6 contrari e nessuno astenuto. Ora andiamo avanti con l'emendamento 10 barra ventitré a firma se non sbaglio sempre del consigliere Antonio Mastro Vincenzo, che ha chiesto la parola. Prego così. Velocemente, solo per ribadire l'importanza di questa legge che abbiamo votato tutti proposta dalla maggioranza sulla psicologia scolastica e le altre regioni finanziano questa importante materia. 800 mila euro la Campania, 600 mila euro il Piemonte, 3 milioni di euro la Lombardia, 300 mila euro l'Abruzzo e così via. Voi cosa fate? Per due anni non finanziate una legge che avete pensato voi, che avete fatto approvare voi con il nostro voto e oggi in assestamento prevedete una somma risibile di 2.500 euro. Ecco, io per ridare dignità a questa Legge propongo una cifra leggermente più alta, 10.000 euro in questi ultimi due mesi e vedete voi, visto che l'avete proposta voi, con l'ordine dei psicologi, conferenze stampa eccetera, se avete il coraggio anche di respingere questo emendamento. Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Marco Ausili, prego. No, giusto per dire che non sono precise le parole del consigliere Mastro Vincenzo perché la legge viene rifinanziata per l'anno scolastico in corso con 50.000 euro come negli anni precedenti e di questo ringrazio ovviamente l'assessore Biondi e tutti gli altri colleghi. No. No. <ride> sono un po'... <ride> Dopo quello che lo vedete voi, eh, apriamo la votazione dell'emendamento 10-23. Votazione aperta. 23 parlava il consigliere. Oh, ragazzi, consiglieri votazione aperta chiusa la votazione aspetti un attimo aspettiamo il consigliere Cesetti chiusa la votazione 6 favorevoli 16 contrari nessuno astenuto basta. ora dichiarazione di voto sull'articolo 10 nel suo complesso o Così come aggiornato in base agli emendamenti approvati o non approvati, dichiarazione di voto. Invito i consiglieri a prenotarsi, se no devo chiudere. Chiedo, do la parola al consigliere Carancini. Prego, consigliere. Tu no, Chiedo scusa, presidente, siamo in un'aula legislativa. Se qualcuno deve andare a casa, va a casa. Mi può lasciare per favore il tempo? La regione del presidente Francesco Acquaroli vota contro emendamenti del PD che stanziano risorse a favore delle strutture residenziali sanitarie per anziani che avrebbero fatto respirare quelle gestioni e tutelato le loro famiglie. Però afferma il suo assessore al bilancio Brandoni che fra sette giorni quelle risorse le troveranno. La regione del presidente Acquaroli vota contro un emendamento del Partito democratico che stanzia quattro milioni di euro a favore della società che gestiscono il tra trasporto pubblico locale, che avrebbero evitato il rischio di default e di molte di esse, non solo problemi per le società che sono obbligate al servizio pubblico, ma soprattutto anche qui per famiglie e studenti. La regione il Presidente Francesco Acquaroli vota contro un emendamento del PD che stanzia 200.000 euro per i cinque capoluoghi di provincia con la finalità di piantumazione di alberi per fare, propria la, per fare proprio la, la propria parte rispetto alla a crisi ambientali votano contro e rinnegano se stessi dopo averlo votato nel, nel bilancio di previsione. La, le, de, le destre hanno votato contro nonostante sì, questo eh, era, era stato votato in previsione. La, la regione del Presidente Francesco Acquaroli vota contro un emendamento del Partito Democratico a prima firma Mangialardi. Di venticinero euro che stanza il contributo a favore dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle marche. Nel bazar delle marchette che oggi vi accingete a votare. È andato, in scena nel corso della delibera, che è andato in scena nel corso della delibera di assestamento la Regione e il Presidente Francesco Acquaroli sceglie di non mettere risorse nelle due materie più importanti per i cittadini marchigiani, come sanità e trasporto pubblico locale. Ma anche, grave fatto simbolico, seppur con risorse quasi irrisorie, dopo 50 anni cancella di fatto la legge regionale 15 del 1973, che aveva il compito di fare memoria, alimentare la cultura di una regione antifascista. Oggi un giorno triste per la nostra regione e per i suoi cittadini. Non vedo altri iscritti a parlare. sono rischendo... Apriamo la votazione dell'articolo 10. Chiusa la votazione. 16 favorevoli, 6 contrari e nessuno astenuti. Ora procediamo con l'articolo 11, apriamo la discussione per chi vuole intervenire. Non c'è nessuno iscritto a parlare, dichiarazione di voto, articolo 11. Non c'è nessuno iscritto, apriamo la votazione, articolo 11. Dopo, ormai abbiamo fatto, abbiamo aperto la votazione, consigliere. Chiusa la votazione, 16 voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto. Passiamo con l'articolo 12, qui abbiamo un emendamento, il 12-1. Apriamo le, la dichiarazione di voto dell'emendamento 12-1. L'ha presentato il consigliere il Presidente della Commissione Marinelli. Anche questo è un emendamento tecnico, quindi chiedo l'approvazione da parte del Consiglio. Prego, consigliere Carancini. Voteremo contro questo, questo articolo. Fa parte di un assestamento che veramente non ha senso. Nell'articolo precedente all'articolo 11 sostanzialmente si dà autorizzazione a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento, pensate che follia hanno cancellato prima cancellano 92 milioni per contrarre un mutuo nel 22 e adesso nel 23 ne mettono altri per circa 400 mila euro veramente non si capisce che cosa state facendo vi dovete vergognare oltre al fatto che ancora non ci spiegate che cosa ci avete fatto con i 92 milioni che era autorizzato come debito. Guardate, siete indecenti dal punto di vista amministrativo, è una cosa grave e magari dopo l'intervento ci riderete, ma guardate, fatevi un esame di coscienza di quello che state facendo. Eh, prego consigliere Ciccioli, chiesto Presidente la parola. Presidente Biancani, mi rivolgo a lei perché è coerente con lo stesso partito che rappresenta il consigliere che ha parlato poc'anzi. Eh, mi sento di dire che non si può dire sempre indecente, vergognoso, dovete vergognare, è una roba che non, alla fine è stronca, alla fine... Eh, cioè uno poi perde la pazienza, perde la pazienza, meglio evitare. Io direi che ognuno di noi può dire tutto quello che pensa nel migliore dei modi, però con un buon ton, ecco, questo è quello che vorrei. Poi eh, sono sbagliate le cose che fa la, la coalizione di centrodestra, eh, saranno state fatte bene prima alcune loro, poi erano altre, anche quelle non adeguate, però un buon ton nell'Assemblea credo che vada rispettato. Grazie consigliere Ciccioli. Ovviamente condivido che all'interno di questa assemblea debba essere mantenuto, come dice lei, un buon tono. E comunque, e quindi condivido, non c'è nessuno che richiede di parlare. Apro la dichiarazione di voto dell'emendamento insieme all'articolo 12. Se qualcuno che vuole prenotarsi, Romano Carancini. Nessuno, non c'è nessuno iscritto a parlare, apro la votazione, articolo 12 così come emendato, aperta la votazione, ah sì ho sbagliato, prima votiamo l'emendamento 12-1, scusatemi, aperta la votazione, chiusa la votazione, 17 voti a favore, 4 contrari, nessuno ha Ora apriamo la votazione dell'articolo 12 così come emendato. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Eh, 15 voti a favore, 5 contrari e 0 astenuti. Ora procediamo con l'articolo eh, 13. C'è un emendamento che è il 13-1. Eh, per chi si vuole pronunciare, prego Consigliere Marinelli. Quindi, Quindi chiediamo il voto favorevole. Qui è un fondo per il contributo alla finanza pubblica da parte della Regione. Quindi c'è uno stanziamento di 6.93.000 euro che vanno. E questo è per gli anni 2023, 2024, 2025. Non vedo nessun altro iscritto a parlare, quindi apriamo la votazione dell'emendamento 13-1, votazione aperta. Chiusa la votazione. È eh, uguale, siamo 14 voti a favore, 5 contrari, 0 astenuti. Chi è che deve votare ancora? No, no. La allora facciamo così: per non sbagliare, ripetiamo la votazione dell'emendamento 13 barra 1, votazione aperta. Chiusa la votazione. 16 voti a favore, 5 contrari, 0 astenuti. Abbiamo fatto bene a rivotare. Ora apriamo la votazione dell'articolo 13. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. 17 favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti. Ora procediamo con l'articolo 14 che non ha nessun emendamento. Quindi dichiarazione di voto sull'articolo 14. Non c'è nessun prenotato sull'articolo sull 14. Apriamo la votazione. Chiuso la votazione. 16 a favore, 5 contrari, 0 astenuti. Eh, ora eh, eh, c'è l'articolo 15 che è la dichiarazione di urgenza. Eh, se qualcuno vuole intervenire si deve prenotare. Aperta la votazione, non ho prenotati, chiusa la votazione. 17 voti a favore, 6 contrari, 0 astenuti. Adesso votiamo il coordinamento tecnico. C'è qualcuno che vuole intervenire? Non vedo iscritti a parlare. Apriamo la votazione dell'articolo della, del coordinamento tecnico. Coordinamento tecnico? Eh vabbè, l'ora è questo. Consiglieri, votate. Chiusa la votazione. 17 voti a favore, 4 contra contrari, 0 astenuti. Aggiungiamo il, vo il voto contrario del consigliere Carancini e della consigliera Casini. Eh, ora eh, è stato presentato un ordine del giorno a, firma, a prima firma del consigliere eh, Carancini. Chiedo al consigliere Carancini se lo vuole illustrare. Grazie consigliere. Sì, Presidente. È un ordine del giorno che va sostanzialmente a tentare di migliorare la possibilità di analizzare ogni anno quando ci troveremo di fronte l'assestamento. È sostanzialmente, non ce l'ho sotto mano e quindi potrei anche essere impreciso, sostanzialmente. Uno dei temi principali dei consiglieri regionali che si occupano di assestamento è capire esattamente quali siano le risorse messe a disposizione della Regione in una certa fase del bilancio. Noi lo approviamo in genere in ottobre o comunque in questa fase. Ora, nella, attraverso la legge 1922 vi è stata una modifica sostanziale dell'impostazione della sanità, perché passiamo da un'azienda sanitaria unica, seppur ibrida, con altre aziende territoriali come era una volta Pesaro e, ed Ancona, oggi con cinque nuove aziende territoriali. Eh, L'intento di questo ordine del giorno, proprio per mettere in condizione di sapere quali siano le, le situazioni economiche o finanziarie, che poi evidentemente possono essere modificate, migliorate, integrate in sede di assestamento, è che queste aziende, che peraltro non fatturano, non, non si occupino di pochi milioni, ma io ricordo Macerata circa oltre 500 milioni e, e altre di più, il tema è quello di far sì che queste aziende prevedano la cosiddetta semestrale cioè lo strumento per comprendere quale sia lo stato della situazione dopo i sei mesi, che ovviamente andrebbe messa a disposizione della, della struttura ma soprattutto del Consiglio regionale eh, in vista dell'assestamento. È un atto, è un impegno secondo noi molto importante, è un impegno che per certi aspetti è di servizio ai consiglieri regionali, che poi evidentemente in sede di, ehm, in sede di assestamento possono contribuire rispetto per esempio all'approvazione di integrazioni di riequilibrio qualora mancassero oppure no. Certo francamente ci saremmo aspettati che la struttura burocratica potesse mettere a disposizione questo dato, che peraltro è particolarmente importante, ma considerarlo un impegno politico-amministrativo credo, credo che possa consentire un salto di qualità del lavoro dei consiglieri regionali, ma anche di eh, sostenibilità e serietà nell'attività nell amministrativa delle singole aziende territoriali. Grazie. Grazie consigliere Carancini, non vedo nessuno iscritto a parlare per questo ordine del giorno. Non consigliere Mastro Vincenzo, prego. Sì, solo per ricordare a tutti che su questa tematica avevamo approvato una risoluzione nel 2022 che sosteneva proprio anche le richieste del, dei lavoratori della sanità privata per un'applicazione del contratto e per uh, quindi riuscire a, ad avere retribuzioni eque e su questo il Consiglio regionale si era espresso impegnando il Presidente e la Giunta regionale a continuare il confronto con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, a continuare il confronto con le parti sociali per verificare le iniziative volte, po, eh, volte a porre in essere ogni azione necessaria per raggiungere l'obiettivo dell'estensione dell'applicazione del contratto sanità privata anche ai centri di riabilitazione e a intervenire presso il Ministero competente per richiedere ulteriori risorse per ottemperare l'impegno sopraindicato. Quindi c'era un impegno di tutta l'Aula, ricordo solo questo. Non vedo nessun altro iscritto a parlare. Se non ci sono altri pronotati, eh, dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Prego, Consigliere Carancini. Sì, Presidente, grazie. Francamente dispiace che non vi sia la possibilità di poter interloquire eh, su questi aspetti. Eh, dispiace soprattutto perché ho ascoltato e quasi sorriso in un intervento della Presidente del Consiglio Meloni, favorevole al suo intervento, in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria, quando dice in maniera esplicita che le regioni, oltre a pretendere legittimamente risorse, dovrebbero svolgere anche un ruolo di efficientamento della spesa non so se vi è capitato di ascoltare questo passaggio cioè la sanità non va meglio solo con maggiori risorse ma va meglio anche con una spesa spesa meglio eh, utilizzata meglio lo dico perché credo che sia stato uno degli argomenti che il Partito Democratico ha utilizzato costantemente nei confronti dell'attività dell'assessore Filippo Saltamartini questa specifica iniziativa, cioè quella che i consiglieri regionali, che i direttori generali delle aziende sanitarie dovrebbero mettere a disposizione la cosiddetta semestrale che, vi ricordo, fa parte di tutte le grandi aziende e se azienda deve essere, è evidente che da questo punto di vista il come dire, restare indifferenti dimostra ancora una volta purtroppo anche nell'interlocuzione, anche nell'affermazione del dire guardate è inutile non serve a niente dimostra una scarsa volontà democratica di confronto anche nell'interesse dei cittadini, quindi non so quale sarà il voto, presumo data l'indifferenza che voterete contro. Grazie. Grazie consigliere Cesetti, ha chiesto la parola il consigliere Baiocchi, prego consigliere la testa Cesetti, mi scusi, consigliere Carancini. Grazie, vicepresidente Presidente. Um, L'ordine del giorno del, del consigliere Mastro Vincenzo è, è, Pone sostanzialmente. Ah, Carancini, perdonatemi. Sì, sono le sette che per noi. No, è colpa mia, che ho fatto confusione con i nomi. Mi hai confuso. La, lasciate mi hai confuso. prego consigliere Baiocchi. Non interrompiamolo. Per, perdo, perdonami. Perdonami Romano. Perdonami. Chiaramente. Esistono già forme di, di controllo economico gestionale da parte delle singole asti, i direttori generali hanno, hanno, con il Dipartimento Salute hanno tutti gli strumenti per poter controllare, effettuare, effettuare controlli sull'attività giuridico-amministrativa fiscale e contabile delle singole asti, quindi non si ritiene in questo momento di, di dover dare altri, altri vincoli in quanto esistono già a livello di di controlli di gestione a livello regionale non, eh, si ritiene superfluo e, e inutile anche se non c'è nessun problema, nessuna volontà di celare o nascondere alcun, alcun dato che sono comunque sia dati pubblici nell'ambito dei bilanci sanitari. Grazie. Ha chiesto no, il consigliere Cisoli eh, siamo nella dichiarazione di voto, è già intervenuto il consigliere Baiocchi. Non vedo altri iscritti a parlare, vota, apriamo la votazione dell'ordine del giorno. Votazione aperta. Un'altra volta consigliere. Chiusa la votazione. Eh, sei voti a favore, 16 contrari e 0 astenuti. Eh, ora apriamo la dichiarazione di voto. L'assessore vuole intervenire? Può intervenire, giusto? Prima della si sulla proposta, prego Assessore. Si pronoti. Prego la parola all'assessore Chiara Biondi. Grazie, grazie Presidente. Rubo solo pochissimi minuti. Innanzitutto per ringraziare di questo risultato oggi ottenuto il Presidente, i miei colleghi di Giunta e tutti i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali. È un risultato importante, è una cifra considerevole che ripaga tutti gli sforzi compiuti. Con questa proposta di legge infatti completiamo, per lo meno per quello che riguarda il settore cultura, un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro. Quindi agli oltre 3 milioni già stanziati si aggiungono infatti altri 6 milioni di euro previsti con questa manovra di assestamento. In questi mesi abbiamo raggiunto una semplificazione delle procedure con il bando unico della cultura, grazie anche al lavoro svolto in sinergia tra i diversi servizi regionali e alla piattaforma Smart Bandi. Viste le urgenze a cui far fronte alcuni degli interventi messi in campo, avevano tuttavia bisogno di un incremento finanziario, incremento che è arrivato e che ci consentirà di dare risposte concrete a tutti i soggetti, associazioni e non solo, che sono impegnati nelle attività culturali. Le risorse finanziarie con questa manovra dicevo ammontano ad oltre 6 milioni di euro. La maggior parte delle quali sarà impegnata per lo scorrimento delle graduatorie di merito dei bandi. Mentre la parte rimanente consentirà l'attivazione di due nuovi bandi: il finanziamento di altre progettualità che erano rimaste escluse dal primo stralcio ed il finanziamento di leggi minori. Soprattutto il fatto di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie significa dare ossigeno al mondo della cultura, andare a sostenere le tante iniziative di qualità che vengono realizzate nei territori. In particolare per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie saranno interessati i bandi ovviamente che afferiscono alle leggi principali della cultura, quindi la legge 4/2010, la legge 11/2009 e la legge 7 del 2009. Come dicevo, con le risorse finanziarie saranno inoltre attivati eh, ulteriori bandi, e cioè il bando di progetti speciali presentati dai soggetti dello spettacolo con riconoscimento FUS e il bando a sostegno del teatro amatoriale. E sostenuti i progetti riguardanti i festival del cinema di rilievo nazionale, il sostegno alle circuitazioni cinematografiche. Sono inoltre eh, state finanziate ulteriori leggi, sempre che afferiscono al settore cultura, per circa 420 mila euro. Ribadisco comunque l'impegno dell'amministrazione per quello che riguarda eh, Pesaro, appunto, capitale eh, della cultura, come già è stato ampiamente eh, detto da, dai colleghi eh, consiglieri. L'ultima parola la voglio spendere comunque anche per il settore sport, eh, dove sono stati stanziati per il Fondo Unico dello Sport 450 mila Euro, di cui 100 andranno ad integrare la misura 2, che sono appunto le attività sportive paralimpiche, 150 mila Euro per le manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale ed internazionale e la restante cifra, 200 mila Euro, sarà destinata alla nuova programmazione di promozione sportiva. A tali fondi si aggiungono ulteriori 740 mila euro sul 2024 ed un milione di euro che andranno ad integrazione delle risorse dell'avviso della misura 3 per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature sportive che sono attualmente in fase di istruttoria. Sono stati inoltre finanziati con ulteriori fondi l'ERDIS e il diritto allo studio, la legge sulla psicologia scolastica. Ehm, per gli anni sia 24 che 25 così da garantire pertanto eh, questo servizio per due anni scolastici. Quindi grazie. Grazie assessore, la parola al consigliere Renzo Marinelli, prego. Sì, voglio solo due parole per ringraziare i componenti della commissione, i funzionari, tutti coloro che hanno collaborato per questo assestamento e vorrei dire anche che è un assestamento positivo perché poi al di là di in, che non finanziamo gli enti gestori che poi c'è un impegno che ci siamo presi e che manterremo, non è vero che non abbiamo finanziato il trasporto pubblico locale perché abbiamo oltre 4 milioni e i 4 proposti alla minoranza vanno ad essere presi su un fondo che è, sappiamo tutti al quale non si può attingere quindi è inutile che ce, ne, ce lo nascondiamo però è un assestamento che porta ad incrementare di 108 milioni le varie missioni a partire da 6 milioni e 4 nella missione istruzione e diritto allo studio abbiamo 6, ,6 milioni e 6 nella tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali poi abbiamo nella missione 6 politiche giovanili e sport libero 3 milioni e mezzo nella missione turismo abbiamo 8 milioni e 4 Abbiamo nella missione 8 quella che assetto il territorio e edilizia abitativa 1 milione. Poi abbiamo nello sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente abbiamo 9 milioni. Per quanto riguarda trasporti e diritto alla mobilità abbiamo 34 milioni di investimento, quindi voglio dire che eh, sono degli investimenti pesanti che vanno a sia su strutture sanitarie sia sulla realizzazione di strade importanti e quindi penso che sia più che significativo. Abbiamo 6 milioni e 8 per quanto riguarda i diritti sociali, politiche sociali e la famiglia e per quanto riguarda la missione 13 tutela della salute abbiamo 28 milioni. 14 poi nella missione 14 abbiamo, per quanto riguarda sviluppo economico e competitività, 6 milioni e 7 e 2 milioni nella missione 16 che è agricoltura e politica agroalimentare. Quindi penso che sia un assestamento di tutto rilievo importante che dà un segnale di vicinanza a quelle che sono le varie problematiche della regione Marche che le abbiamo affrontate con serietà e con coerenza. Dopodiché si poteva far meglio, questo può sempre essere migliorabile però pensiamo di aver fatto un buon lavoro e di questo ne ringrazio tutti coloro che l'hanno collaborato grazie grazie consigliere Marinelli la parola alla consigliera Jessica Marcozzi. dichiarazione di voto no? E sarò breve visto considerato che sono già intervenuta ma credo che questo sia un atto importante di voto, così sì. come ha detto il Consigliere Marinelli rappresenta un momento di valutazione complessiva, riprogrammazione degli stanziamenti vicenti per consentire la migliore allocazione delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi, obiettivi che sono molto chiari a questa amministrazione regionale, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, cosa che ho sentito dal, dalla minoranza il contrario, che noi non abbiamo le idee molto chiare, ma invece le idee sono chiare a questa maggioranza. Quindi il nostro voto di Forza Italia è sicuramente favorevole. Grazie consigliera Marcozzi. Prego, consigliere Mangialardi. Sì, grazie presidente. Mi deve perdonare perché non avevo capito che fossimo in, in dichiarazione di voto. Anche perché, come dire, i banchi del governo eccoli qui. Io ringrazio l'unica assessora che non ci doveva essere più che, che l'avevate la, 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 mandata a casa e invece è l'unica che è rimasta, Adesso anche la, la, lui, no, lui non è stato forse mai toccato. Ma il, guardate come dopo, dopo tutto quello che abbiamo detto, io dico che come opposizione ci rendete il gioco facile, facile. Eh, gli atti che, che sottoponete a questo Consiglio, in parte che con, senza interesse lo si vede, eh, sono talmente sgangherati da riuscire a far sobbalzare dalle sedie anche come dire, non solo noi che siamo la, la parte politica e che vi diciamo dopo aver studiato dire, il, nostro, il nostro parere, vi diamo sempre il nostro contributo come abbiamo dimostrato anche se nella totale eh, indifferenza io eh, potrei e parlo ai cittadini perché vedete noi qui parliamo una lingua e fuori non si capisce io l'intervento nostro l'abbiamo già recuperato chiedo scusa per interessa. favore tanto, silenzio tanto loro non gli interessa nulla scusate non gli, Presidente guardate non, non per me non, non è un problema possono parlare, possono andare fuori possono non esserci non, non, non mi interessa mi interessa il cittadino, le cittadine le nostre imprese che hanno, sì sì, eh, io vado avanti, il parere del CRAL, che non è un è il CRAL quello del, del, della grande distribuzione, ma è il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro, dove dentro non ci sono eh, eh, il, il gruppo del Partito Democratico o i 5 Stelle e Marta Ruggeri che Ringrazio per la relazione che eh, ha messo a disposizione come relatrice di, di minoranza. Ci sono le, le, le categorie, le categorie tutte, e soprattutto penso a Ance, a Confindustria, il terzo settore, l'ABI e l'università, oltre ovviamente ai sindacati e le, e le categorie datoriali. Leggetevi bene perché fate finta di non eh, ovviamente. Eh, il, il Presidente non l'ha nemmeno guardato, non si riesce a devincere le linee prioritarie di indirizzo della Regione e i criteri di selezione delle priorità delle varie aree di intervento ed esorta la predisposizione di una relazione tecnica che contempli questa o, o impostazione. Io penso, ma lo ripeto, non l'ho scritto io, è un atto che è allegato. A, a questa sgangherata eh, atto di, di assestamento di, di, di bilancio è che vi dà il giudizio ma a voi non vi interessa non vi interessa nulla perché eh, il, eh, il contributo eh, che avete dato alle, eh, alle imprese è eh, eh, fatto senza idee eh, quello che avete messo a disposizione in questa Uh, in questo assestamento di bilancio è identico all'attenzione che ponete e che avete posto in, uh, in, queste, uh, in queste ore. Non mi interessa perché uh, uh, l'operazione è, è analoga alla crisi che avete passato e che è strisciante, è identica. Uh, dovevate mandare via gli assessori, uh, li dovevate sostituire, poi avete invece commissariato eh, L'assessore Salta Martini perché eh, dopo che avete provato un atto identico a questo che era il piano sociosanitario vi rendete conto che non, eh, niente è applicabile e state aspettando che ci sia il momento delle, eh, delle elezioni. Eh, noi vi abbiamo dato un contributo, vero? Lo faccio per sintesi. Quella del, dell'Istituto di Storia Marche è una vergogna. Ma mi dovete solo, semplicemente, non vergognare, non dovete fare niente. Solo quello, sì, no, no, lo dico sul serio perché non dovevate far nulla, non si aggiungeva a un euro, era solo da dar seguito a una legge che lo, la dovete revocare, portatela qui e revocatela, perché allora a quel punto eh, almeno salvate un, un, po', un po' di dignità, eh, per non, eh, non, non, non nulla contro il comune di Ancona, eh, ovviamente avete preferito quel tipo di soluzione. C'è tutto in quell'atto eh, e siete imbarazzati. Grazie consigliere la parola al consigliere Ciccioli Dunque, innanzitutto io mi dispiace non ho potuto prendere la parola sull'ordine del giorno sull'assestamento di bilancio sulla sanità dico solo su quell'ordine del giorno contro, contro cui ho votato ho dato parere negativo che come noto le aziende si sono costituite molto di recente alcune hanno, sono state commissariate in attesa della nomina del direttore che doveva prendere servizio quindi Appare la semestrale quantomeno insomma, precoce, un atto precoce. Poi vedremo in seguito se sarà opportuno o meno fare una relazione semestrale. Ma come è noto nella sanità eh, le cose sono complicate, per cui a metà anno si sa quasi niente. Io ricordo dell'Asur che, dico l'Asur che è una creatura creata dalla dalle precedenti gestioni, a metà anno non aveva contezza di alcunché. Quindi eh, nella sanità un anno è, è già un periodo, non voglio dire un periodo breve, però è, è l'anno solare, l'anno lo prescrive la legge, però gli andamenti purtroppo non sono, sono difficilmente gestibili in maniera semestrale se non come un'analisi informale di andamento. Viceversa, invece, da quell'ordine del giorno prendo alcune parole che sono puntuali, mi sono piaciute. E la premessa, l'assestamento di bilancio è lo strumento giuridico contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute nel corso dell'esercizio finanziario e alle risultate del, ricondo, del rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente che abbiamo da poco approvato. Aggiunge l'ordine del giorno del Partito Democratico nelle premesse approvato con legge, esso si configura con un provvedimento organico attraverso il quale i valori del bilancio di previsione vengono assestati, quindi i valori del bilancio di previsione vengono assestati rappresenta pertanto un momento importante di gestione finanziaria della regione perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio, siamo a ottobre, e nel caso di necessità di porre in essere le dovute manovre correttive. Esattamente quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo posto in essere le dovute manovre correttive negli ultimi, nei due mesi precedenti alla conclusione dell'esercizio finanziario annuale, io mi fermo e aspetto che l'assessore Baldelli e gli altri possano tacere. Grazie. Allora no, concludo, concludo Presidente. Adesso sono fermati, quindi. Dicevo, quindi noi abbiamo esattamente posto in essere la giunta, posto in essere con i suoi, le sue strutture, strutture organizzative. La, le ultime verifiche di bilancio per utilizzare i soldi residui, rimetterli immediatamente in circolo e far sì che alla conclusione dell'anno siano utilizzate tutte le risorse disponibili. È stato fatto fino all'ultimo centesimo, tant'è vero che la, il provvedimento è stato ritardato per fare ulteriori accertamenti affinché gli uffici trovassero le ultime risorse disponibili per completare tutto ciò che era finanziabile fino all'ultimo giorno. Questo abbiamo fatto, speriamo di esserci riusciti, questo lo sapremo solo il 31 dicembre, anzi nei mesi successivi, quando faremo la verifica, ma questo era lo scopo di quest'atto e quest'atto abbiamo compiuto. Non siamo arrivati a finanziare tutto quello che avremmo voluto? Sicuramente sì. Non sono state finanziate alcune cose anche gregie che ci sono st state segnalate dall'opposizione? Sicuramente sì. Ma questo era quello, tutto il possibile che si poteva fare fino all'ultimo centesimo. Questo abbiamo fatto, io sono soddisfatto del lavoro svolto. Ringrazio l'assessore che non è presente, ci ho parlato poco fa, la febbre è aumentata, quindi la febbre di bilancio e anche la febbre sua fisica, eh, siamo arrivati verso 38 e mezzo, 39, quindi non poteva essere in aula. Però ha fatto un lavoro costante e certosino di monitoraggio, avendo un dialogo aperto con ciascuno di noi, ascoltando un po' tutti, anche l'opposizione si è posto il problema più volte di sapere cosa era stato detto nelle varie commissioni dall'opposizione, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Ringrazio di tutto questo, come ha fatto precedentemente il presidente della commissione Marinelli, i funzionari, l'apporto e il sostegno che ci è stato dato e anche un po' quello che ci abbiamo messo dentro noi dal Presidente, agli altri commissari e a tutti gli uffici della Giunta. Grazie Consigliere Ciccioli. A questo punto apriamo la votazione. Votazione chiusa. Proposta di legge approvata. Favorevoli 17, contrari 5, astenuti nessuno. Buona serata a tutti.